Tuffandosi nel mondo della sofferenza e del conflitto, realizza la propria trasformazione e sperimenta l'indipendenza nel vero senso della parola. Una persona nel mondo di buddhità è disponibile ad abbandonare la ricchezza, la posizione sociale o una brillante carriera per affrontare i quattro cattivi sentieri o vivere nel mezzo dei sei mondi della trasmigrazione. Da un punto di vista superficiale, la felicità viene raggiunta negli stati di umanità e di cielo mentre i quattro mondi inferiori sono fonte di sofferenza e di tormento. Ma da un punto di vista più ampio, fin quando la buddità è manifesta dentro di noi, possiamo trovare la felicità, l'indipendenza e l'appagamento in ognuno dei dieci mondi, compresi i quattro cattivi sentieri. La sofferenza e il dolore che si provano nello sforzo di conseguire la buddhità sono una sofferenza e un dolore desiderabili. Per conseguire la buddhità è necessario attraversare la sofferenza e il dolore. Le infinite possibilità della vita un film che mi ha fortemente impressionato è stato E Johnny prese il fucile che racconta la storia di un giovane soldato gravemente mutilato durante la Prima guerra mondiale. La maggior parte delle persone avrebbe considerato la sua sopravvivenza una vera sfortuna. A causa di una bomba, infatti, egli aveva perso le braccia e le gambe, la vista, l'udito, l'olfatto e persino la lingua. Sulla sua faccia c'era un buco aperto e praticamente lui non era altro che un pezzo di carne tenuto in vita dai miracoli della medicina. Sebbene lucido di mente, non aveva modo di farlo capire e all'inizio non era in grado neppure di sapere dove si trovava e in quali condizioni. Era poco più di un vegetale. La domanda che il film si poneva era cosa significa essere vivi? Il film era tratto dal romanzo omonimo di Dalton Trumbo che fu pubblicato subito dopo l'inizio della seconda guerra mondiale. Non so se si tratti di una storia vera, ma anche se non lo fosse la domanda posta dal film è molto attuale, in quanto oggi ci sono molte persone tenute in vita allo stato vegetativo grazie ai progressi della scienza medica. Che cos'è un essere umano in queste condizioni? Qual è la sua forza vitale? Nel film, l'unica percezione sensoriale che il soldato manteneva era quella tattile. Riusciva a sentire quando qualcuno lo toccava e poteva rispondere muovendo leggermente il tronco. Quando aveva ripreso coscienza non era consapevole del tempo e dello spazio. Ma dopo un certo periodo riuscì nuovamente a percepire lo scorrere del tempo sensibilizzandosi ai piccoli cambiamenti di temperatura. Quando la stanza diventava un po' più calda, sapeva che il sole si era levato ed era cominciato un altro giorno. Gradualmente, imparò a capire approssimativamente che ora era. Ma che esistenza infernale era la sua? Non aveva alcun modo di sapere dove si trovava, non poteva esprimersi, non aveva la benché minima libertà di azione. Come fa la mente a sopportare una simile situazione? Anche se tutti noi dipendiamo costantemente dagli altri, ci piace pensare di essere autosufficienti, ci piace concepire ogni cosa nell'universo in rapporto a noi. Ci piace cercare di manifestarci in una forma ideale. Ma cosa succede quando il cervello umano è costretto a vivere quasi interamente per se stesso, isolato dal resto del mondo, come nel caso del soldato del film? Per una persona in una situazione del genere, la vita deve essere simile a una condizione onirica, in quanto tutte le attività sono solamente mentali. Proprio come accade in un sogno. Nel film, il soldato oscillava continuamente tra il ricordo e l'immaginazione. All'inizio poteva rispondere solo passivamente agli stimoli esterni. Quando sentiva i dolori delle ferite immaginava che dei topi gli rodessero la carne. In seguito divenne capace di analizzare gli stimoli esterni con maggiore razionalità. Un giorno ebbe l'intuizione che quello che aveva preso per un topo che si muoveva sul suo petto era in realtà un dito che formavo delle lettere. Comprese che le lettere formavano le parole Buon Natale e batté ripetutamente la testa contro il cuscino per far capire con l'alfabeto morse che aveva compreso l'augurio. L'infermiera che aveva scritto le parole sul suo petto gli batté leggermente sulla fronte per rispondergli. Il soldato non solo aveva ristabilito un contatto col mondo, ma, come risulta dal seguito della storia, aveva cominciato una calorosa amicizia. Privo degli arti, degli organi di senso e della capacità di parlare, il soldato era tuttavia ancora vivo. In profondità dentro di lui il flusso della vita universale continuava a scorrere e l'energia della sua forza vitale era scaturita per sostenerlo. Avendo trovato un modo per comunicare, cominciò a percepire quali erano le sue condizioni e decise, anche in quello stato semi-vegetale, di sfruttare al massimo quel poco che era in grado di fare. In questo senso... Il film è un potente dramma che narra una vittoria umana. In un altro senso, E Johnny prese il fucile è un monito per i nostri tempi. La civiltà contemporanea è una civiltà meccanizzata in cui il singolo essere umano tende a diventare nient'altro che un ingranaggio di una gigantesca società massificata. Gli individui pensano di essere liberi ma sempre più spesso agiscono soltanto in risposta a un bombardamento propagandistico. Sentendosi piccoli e impotenti interiormente, non trovano il modo di esprimersi, parlano di rovesciare il sistema o di opporsi alla società, ma anche questi moti di ribellione di solito sono soltanto passeggeri, da un punto di vista più ampio, l'uomo moderno. Nella società industriale, assomiglia molto al soldato mutilato. Anche se possiede gli arti e gli organi di senso, ha perso il significato della propria identità e della propria autonomia mentale. Sempre più spesso, non riesce neanche a rendersi conto che la sua esistenza è passiva e negativa. Da questo punto di vista, si trova in una condizione peggiore di quella del soldato del film. Perdere la propria identità e non esserne nemmeno coscienti significa perdere il proprio innato valore di esseri umani. Nell'attuale società tecnologica è più importante che mai recuperare il valore e la dignità intrinseci in ogni vita umana. Una rivoluzione umana interiore non può essere percepita visivamente, ma alla lunga si fa sentire con forza nel mondo esterno, trasformando gradatamente l'ambiente. Dobbiamo cercare di capire come una vita umana possa agire attivamente nel mondo esterno al quale è inseparabilmente collegata. Come può influenzare il suo ambiente e allo stesso tempo rinnovarsi costantemente? Per rispondere a queste domande, vorrei esporre la teoria dei dieci fattori, che spiega in che modo i dieci mondi diventano manifesti e come è regolato il loro funzionamento. Apparenza, natura ed entità: i dieci fattori, junioze. Sono elencati in un brano del capitolo Espedienti, il secondo capitolo del Sutra dell'Oto. Il brano in questione dice: il vero aspetto di tutti i fenomeni può essere compreso e condiviso solo tra Buddha. Questa realtà consiste di, apparenza, gnoze so, natura, gnoze sho, entità, gnoze tai, potere, gnoze riki, azione o influenza. Gnoze sa causa interna. Gnoze in relazione. Gnoze en effetto latente. Gnoze ka retribuzione. Gnoze o. E della loro coerenza dall'inizio alla fine. Gnoze o matazuku kioto. La parola gnoze, che possiamo tradurre col termine fattore, significa letteralmente così o tale è. È l'entità coerente e immutabile che include tutti i fenomeni mutevoli, ovvero è la natura essenziale della vita. La nostra vita muta continuamente dall'uno all'altro dei dieci mondi, ma i dieci fattori forniscono la chiave per esaminare e comprendere ogni condizione transitoria della vita nella sua forma vera ed esatta che si tratti della vita nel mondo di inferno o in quello di cielo o in qualunque altro dei dieci mondi. I dieci fattori chiariscono gli elementi che combinandosi causano il passaggio da una condizione vitale a un'altra. Dei dieci fattori, i primi tre, l'apparenza, la natura e l'entità, hanno per un certo verso un carattere differente dagli altri sette in quanto riguardano la vita in sé, mentre gli altri descrivono le funzioni o i meccanismi della vita. L'ultimo fattore, la coerenza dall'inizio alla fine, è a sua volta diverso da tutti gli altri. Come è stato già detto in un capitolo precedente, in un suo scritto Nichiren definisce il primo dei dieci fattori, l'apparenza, come la forma e il colore del nostro corpo. In altre parole, l'apparenza rappresenta l'aspetto fisico della vita. In un altro scritto, I tremila regni in un singolo istante di vita, Nichiren dice, l'apparenza è il corpo. Il secondo volume del significato profondo del Sutra del Loto spiega che l'apparenza si manifesta esternamente e può essere percepita con l'osservazione. Questo primo fattore Perciò è l'aspetto tangibile e fisico della vita. Come è stato sottolineato precedentemente, nel terzo capitolo, il fattore dell'apparenza corrisponde alla verità dell'esistenza temporanea, mentre la natura corrisponde alla verità della non sostanzialità e l'entità alla verità della via di mezzo. Le tre verità, come i primi tre fattori. Sono unite inseparabilmente e ognuna contiene le altre due. Non possiamo formarci una visione accurata della vita se non comprendiamo l'apparenza, la natura e l'entità, prima separatamente e poi come un tutto unificato e interrelato. Questo è implicito anche nell'affermazione di Nichiren citata sopra. In quanto il riferimento alla forma e al colore del nostro corpo implica qualcosa di più della semplice verità che l'apparenza può essere percepita visivamente. Nichiren allude a una forza interiore più profonda che origina i fenomeni che possiamo vedere. La frase può essere percepita con l'osservazione dovrebbe essere interpretata in senso lato includendo tutto ciò che possiamo analizzare empiricamente, tutto ciò che possiamo osservare con gli strumenti scientifici, come le funzioni interne del corpo umano. Negli ultimi anni, la medicina ha studiato e analizzato approfonditamente la maggior parte dei componenti del corpo umano, compresi gli organi interni, il sistema muscolare, il sistema nervoso. Il sistema circolatorio e persino le cellule che compongono questi sistemi e questi organi. Oggi sappiamo che le varie informazioni che determinano le caratteristiche individuali di base sono contenute nei geni all'interno delle cellule e la scienza ha chiarito il modo in cui i geni mantengono e trasmettono le informazioni. Conosciamo le sostanze fondamentali chiamate DNA acido desossiribonucleico, IRNA, acido ribonucleico, e la ricerca sta ora esplorando la vita a livello molecolare. Tutte queste conoscenze si riferiscono a fenomeni che possono essere inclusi nel fattore dell'apparenza. Oggi è possibile includere in questa categoria anche alcuni aspetti fisici classificati tradizionalmente come parte della sfera spirituale. Le onde cerebrali, per esempio, possono essere comprese nel fattore dell'apparenza, sebbene vi siano elementi spirituali più profondi, come la saggezza, il temperamento e il carattere che dovrebbero essere inclusi nel secondo fattore, la natura. Di questo secondo fattore, Nichiren ha scritto, la natura si riferisce al nostro spirito. Questa affermazione viene ampliata nel Gosho i tremila regni in un singolo istante di vita, in cui scrive, la natura intrinseca è la mente. Il secondo volume del significato profondo del Sutra del Loto dice, la natura intrinseca è eterna e inalterabile. Apparentemente quest'ultima affermazione è un po' sconcertante perché tutti noi sappiamo che la mente e lo spirito di una persona cambiano in rapporto all'esperienza e all'ambiente. Tuttavia, gli schemi dell'attività spirituale variano da individuo a individuo e qualcosa in ogni individuo lo distingue da tutti gli altri. Che lo si chiami personalità, individualità o natura, questo qualcosa è l'elemento immutabile senza il quale un particolare individuo non sarebbe se stesso. È anche vero, ovviamente, che una personalità distorta è difficile da cambiare, ma non è questo il significato di eterno e inalterabile. Molti adulti cambiano il loro atteggiamento verso la vita. E tutti i bambini nel corso della crescita vanno incontro a inevitabili cambiamenti fisici e mentali. Tuttavia, ogni bambino, crescendo, rimane la stessa persona che era alla nascita, ed è questa qualità immutabile a cui si riferisce l'espressione natura intrinseca. Questa natura non è identica al vero sé, che è la realtà fondamentale della vita. Ma potremmo considerarla piuttosto come il temperamento, la personalità o la saggezza del vero sé. L'entità è una combinazione che include i primi due fattori, l'apparenza e la natura, ed è a sua volta inclusa in essi. In una parola, è l'essenza della vita. Nichiren ha scritto: L'entità è la totalità del nostro corpo. Nei tremila regni in un singolo istante di vita, dice anche, l'entità è la combinazione del nostro corpo e della nostra mente. L'entità non esiste separatamente dalla nostra vita ma è dentro di essa. In realtà essa è la nostra vita, perché abbraccia sia gli aspetti fisici sia quelli spirituali della nostra esistenza. Ma quando Nichiren afferma che l'entità è la combinazione del nostro corpo e della nostra mente, non intende dire che essa è semplicemente l'unione di questi due elementi, ma piuttosto che è la funzione che li integra in un'unica entità. L'entità non può esistere separatamente da essi, né essi possono esistere separatamente dall'entità. Mente e corpo sono connessi inestricabilmente nell'entità. Questa è una delle più grandi intuizioni del Buddismo. Le dinamiche della vita: se i primi tre dei dieci fattori definiscono la condizione fisica e spirituale della vita, si può dire che i successivi sei descrivono il funzionamento e le dinamiche della vita. Del quarto fattore, il potere, nel Gosho i 3.000 regni in un singolo istante di vita Nikkiren dice, il potere è sia materiale che spirituale. Grande concentrazione e visione profonda di Tientai afferma, il potere è il funzionamento della sopportazione. Funzionamento della sopportazione è un'espressione piuttosto oscura, ma credo che possiamo interpretarla come l'utilizzo della forza interiore di cui la vita è intrinsecamente dotata, per far fronte ai cambiamenti della vita. Il potere è un'energia potenziale e può essere diretto verso ciò che ci circonda. In breve, è la forza trainante della vita individuale. Niki Khan, il ventiseiesimo patriarca della scuola Fuji, nel suo trattato Il triplice insegnamento segreto, afferma il potere è la capacità di agire in ognuno dei dieci mondi. Il potere è perciò la capacità di vivere. La fisica fa una distinzione tra una forza applicata dall'esterno e la forza intrinseca in un oggetto. Nel buddismo, le forze esterne vengono riconosciute come cause esterne, mentre il potere si riferisce solo alla forza interiore. L'energia vitale intrinseca nella vita umana. Il potere è composto sia di energia fisica sia di energia spirituale. In senso più ampio, potremmo dire che il potere comprende anche il potere economico e politico della società, in quanto tali poteri derivano in ultima analisi dall'attivazione dell'energia latente in ogni vita individuale. L'energia spirituale comprende un'ampia gamma di poteri, come l'amore, la volontà di vivere, la capacità di distinguere la verità e la compassione che stimola l'individuo ad aiutare gli altri. Il potere differisce per forma e grado nei vari stadi dello sviluppo umano. Nel mondo di inferno, una persona ha scarse energie. E il suo potere è diretto principalmente contro la propria vita. Non è un potere creativo, ma autodistruttivo. Nei mondi di avidità e di animalità, l'energia fisica è notevole e si esprime nella forma dei desideri istintivi. Nel mondo di collera il potere si manifesta come volontà di dominio. Nei mondi di umanità e di cielo il potere tende a manifestarsi come coscienza o ragione, mentre nei mondi di apprendimento e di risveglio parziale si manifesta come capacità di discernimento e come intuizione. Nei mondi di bodhisattva e di buddhità, tutto il potere è permeato di compassione. La forza vitale si manifesta in forme compatibili con i dieci mondi della nostra vita in costante cambiamento. In generale è ovvio che il potere, o la forza trainante, si accresca e si perfezioni qualitativamente man mano che si va dagli stati inferiori dell'esistenza a quelli superiori. E se una persona dovesse progredire attraverso questi stati l'uno dopo l'altro, acquisirebbe gradualmente l'energia necessaria per contrastare il predominio dei soli impulsi fisici. Nei mondi superiori, comincia a mostrare energie sociali, spirituali e mentali, e se progredisce ancora acquisisce il potere della compassione che comprende tutte le altre energie e le utilizza per alleviare la sofferenza degli altri e realizzare la pace. La compassione è la massima attivazione della forza vitale e l'espressione dei valori più alti della vita umana. Quando il potere si manifesta, produce l'influenza, il quinto dei dieci fattori, sia nell'ambito fisico sia in quello spirituale. Nel triplice insegnamento segreto Khan dice, l'influenza è l'uso del pensiero, delle parole o delle azioni per creare il bene o il male. Nel Gosho i tremila regni in un singolo istante di vita Nikiren dice invece, l'influenza è sia materiale che spirituale. Grande concentrazione e visione profonda di Tientai afferma, l'influenza è creazione. L'influenza, quindi, è la manifestazione concreta o l'azione visibile del potere, al quale è inseparabilmente legata. Detto ciò, tuttavia, va aggiunto che, per quanto siano inseparabili, non sempre il potere e l'influenza sono tra loro proporzionali. In alcuni casi, il potere intrinseco è grande, ma l'azione che ne deriva è debole. In altri casi, il potere intrinseco può essere debole ma produrre non di meno un'azione consistente. Ciò è dovuto senza dubbio ai cambiamenti qualitativi che il potere subisce nel passaggio da uno stato dell'esistenza a un altro. L'azione può essere sia mentale sia fisica e la sua influenza immediata può apparire solo nella più profonda interiorità della vita umana e non nel mondo fenomenico. La ragione per cui Tientai ha definito l'influenza col termine creazione sta nel fatto che essa opera per creare valori o disvalori. Il potere, manifestandosi come influenza, può produrre valori sia positivi sia negativi. Se la consideriamo nei termini della legge fisica secondo la quale a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, allora l'azione di cui stiamo parlando è una reazione a qualche stimolo ambientale. Da un punto di vista pratico, la cosa importante è manifestare completamente ed efficacemente il nostro potere intrinseco in qualche forma di influenza. I successivi quattro fattori riguardano la causalità, sia latente sia manifesta. Il potere e l'influenza sono collegati a concetti spaziali, mentre i quattro fattori di cui tratteremo ora riguardano la dimensione temporale. L'idea buddista di causa ed effetto è più sottile e più penetrante di quella della maggior parte delle altre filosofie perché il buddismo dà un grande rilievo alla relazione tra la causa e l'effetto. La causa interna, il sesto dei dieci fattori, viene spiegata da Nekhiren in questo modo. La causa interna è spirituale. Tiantai, in grande concentrazione e visione profonda, afferma, la causa interna è ciò che dà origine alla retribuzione. Viene chiamata anche karma. Nel Triplice Insegnamento Segreto, Nikki Khan scrive, Che un pensiero successivo sia buono o cattivo dipende dal fatto che il pensiero precedente fosse buono o cattivo. Il pensiero precedente è la causa interiore o la causa interna, e il pensiero successivo è l'effetto interiore o l'effetto latente. Sebbene qui vengano usate le parole precedente e successivo, esse si riferiscono chiaramente a una sequenza logica, piuttosto che a una sequenza temporale, in quanto la causa interna e l'effetto latente esistono contemporaneamente nel nucleo della vita umana in una condizione potenziale, cioè nello stato di Q. Mentre gli altri sistemi di pensiero solitamente collegano la causa e l'effetto ai concetti di spazio e tempo, il buddismo insegna che entrambi sono immanenti nella vita umana e sono coesistenti e inseparabili. Il sutra dell'osservazione della mente dice, se vuoi conoscere le cause del passato, guarda gli effetti del presente. Se vuoi conoscere gli effetti del futuro, guarda le cause del presente. Di nuovo c'è un apparente riferimento al tempo, ma quello che il sutra intende dire è che sia le cause passate sia gli effetti futuri sono contenuti nell'istante presente. Un'azione compiuta da una persona in un dato istante porta automaticamente alla formazione dell'istante successivo e la causa interna e l'effetto latente esistono continuamente dentro la vita di quella persona. Quando osserviamo un fenomeno fisico, tra la causa e l'effetto trascorre un determinato intervallo di tempo. Ma se esaminiamo la realtà della causalità dentro la nostra vita scopriamo invece che tutte le cause create nel passato così come i loro effetti latenti sono condensate nell'esistenza momentanea della nostra vita. Questo punto di vista è peculiare del buddismo. Gli effetti, che alla fine diventeranno manifesti come retribuzioni, dipendono esclusivamente da noi. Per avere retribuzioni positive nel futuro, dobbiamo formarci una corretta visione della nostra vita presente e impegnarci nella creazione di cause che producano effetti positivi. Questo principio di causalità è ciò che rende possibile la rivoluzione umana. La scienza indaga la causalità con un approccio analitico e induttivo. In un certo senso, quindi, gli scienziati si occupano del come, mentre il buddismo si occupa del perché. Le due prospettive non si escludono a vicenda, benché riguardino livelli differenti. Le cause e gli effetti osservabili empiricamente si accordano invariabilmente con le leggi scientifiche della causalità, persino l'incerta teoria del moto delle particelle elementari è una sorta di legge, Benché forse significhi soltanto che le cause del moto apparentemente casuale delle particelle non sono state ancora determinate. D'altronde, le cause sono spesso più complesse di quanto sembri inizialmente. Per esempio, è impossibile spiegare il comportamento umano utilizzando esclusivamente le teorie di Freud sebbene la sua intuizione che lo portò a introdurre il principio della causalità nello studio della psiche umana abbia avuto un'enorme portata. Per fare un altro esempio, le cause di una malattia infettiva non possono essere spiegate solo con i virus o i batteri, visto che non tutti coloro che sono esposti a un dato virus contraggono l'infezione. In questo caso, vi sono dei fattori interni invisibili che causano reazioni diverse in persone diverse. L'approccio della fisica consiste nell'esaminare i fenomeni percettibili. In definitiva, lo stesso vale per gli psicologi, in quanto, sebbene le loro ricerche abbiano come oggetto la mente, si basano però solo sui fenomeni mentali osservabili. La psicologia cerca di indagare le regioni inconsce della mente umana, ma gli psicologi ammettono che ci sono molti casi in cui le loro leggi di causalità non sono applicabili. In modo particolare, non sono in grado di spiegare quegli elementi della mente umana che si trovano nella condizione latente di Q. La saggezza del buddismo cerca di far luce nelle sfere più profonde della vita, dove i criteri utilizzati nello studio dei fenomeni osservabili perdono di efficacia. Fondamentalmente la causalità indagata dalla scienza è limitata in quanto è legata ai concetti di tempo e di spazio, mentre i regni della mente e della vita umana trascendono questi limiti. Solo nella teoria buddista della causalità possiamo cogliere il funzionamento della mente nello stato di Q. Il settimo dei dieci fattori, la relazione, chiamata anche causa esterna, indica le condizioni ambientali che attivano la causa interna. È una sorta di catalizzatore che fa sì che la forza vitale si attivi agevolmente in risposta alla causa interna. La vita umana non è mai isolata dall'ambiente. Ogni attività vitale è il risultato di qualche stimolo esterno. Allo stesso tempo, la vera causa è la causa interna esistente nella vita umana. Per fare un esempio semplicissimo, se qualcuno vi colpisce e voi lo colpite di rimando, il primo colpo è lo stimolo che porta al secondo, ma non è la vera causa. Visto che un'altra persona allo stesso stimolo avrebbe potuto reagire diversamente. Potete sostenere di avere colpito quella persona perché lei vi ha colpito, ma in realtà l'avete colpita perché voi siete voi. La vera causa era dentro di voi, pronta per essere attivata da una causa esterna. La relazione ha una natura duplice. Per un verso. Agisce sull'individuo dall'esterno, per l'altro, fa parte della sua forza vitale interiore. Si trasforma in esperienza e condiziona le successive reazioni a stimoli analoghi. In breve, entra a far parte dell'accumulo di cause interne dell'essere umano. La relazione può indurre uno qualunque dei dieci mondi a predominare nella nostra vita, ma, come abbiamo detto, non tutti reagiscono allo stesso modo agli stessi stimoli. Ci sono persone che non restituirebbero il pugno, in alcuni casi per codardia e per paura, in altri per bontà e saggezza. Le cause esterne possono indebolire un individuo ma possono anche essere utilizzate per costruire il proprio carattere. Immaginate una persona a cui sia stata diagnosticata una forma incurabile di tumore. È molto probabile che l'effetto di una causa esterna di questo tipo sia il mondo d'inferno. La maggior parte delle persone, infatti, dopo una simile notizia, sprofonderebbe nell'angoscia più totale. Se invece una persona ha raggiunto una condizione molto elevata, Potrebbe anche essere in grado di pensare, questa è una grande prova. Devo superarla per completare la mia rivoluzione umana. Se riesce a pensare in questo modo, una causa esterna tragica diventa l'occasione per crescere ulteriormente e diventare più felice. Il modo in cui la causa esterna viene assimilata nelle cause interne in costante mutamento. E di conseguenza negli effetti latenti, è il punto fondamentale. Il principio della rivoluzione umana sta nel fatto che noi costruiamo e cambiamo di continuo le nostre cause interne reagendo alle relazioni tra noi e gli altri e tra noi e l'ambiente. Come abbiamo già detto, la causa interna e l'effetto latente esistono contemporaneamente. Ma allora, Cosa li distingue? Essenzialmente, penso che si possa dire che la causa interna è la tendenza che si è creata dentro di noi fino al momento attuale, mentre l'effetto latente è la direzione futura della nostra vita considerata in questo preciso istante. Varie cause ed effetti sono sempre presenti della profondità della vita umana nella condizione potenziale di Q. Poiché in realtà non possiamo percepire questa condizione, ma solo vederne le manifestazioni, la causa e l'effetto ci sembrano separati da un intervallo di tempo, mentre invece sono creati ed esistono contemporaneamente. Sono le due facce di una stessa medaglia. Nel momento in cui una causa viene in essere, Tramite l'assimilazione di una causa esterna nella causa interna, un effetto corrispondente prende forma in una condizione latente. Per fare un esempio concreto, se provate avversione per qualcuno, questa avversione produce un cambiamento nella vostra vita. Entra a far parte delle vostre cause interne accumulate e simultaneamente produce un effetto latente. Se quel qualcuno vi colpisse, probabilmente restituireste il colpo, in quanto l'effetto latente dell'avversione esiste già in attesa di essere attivato. Non c'è alcun modo di sapere quando un effetto latente diventerà manifesto. Una volta formatosi, rimane dentro di noi fino a quando la causa interna viene sollecitata da uno stimolo esterno. Questo ci porta al nono dei dieci fattori, la retribuzione, chiamato anche effetto manifesto. Di questo fattore, il triplice insegnamento segreto dice, la retribuzione, positiva o negativa, è una risposta visibile alla causa interna e all'effetto latente. Perciò, nel considerare la retribuzione o effetto manifesto, Possiamo pensare alla causa interna e all'effetto latente come a una causa composita. Non bisogna mai separare questi due elementi quando si descrive la retribuzione nel regno fenomenico. Un punto importante è che la relazione non crea di per sé una retribuzione. Essa attiva invece la causa interna che, unita all'effetto latente, produce la retribuzione. Questa differenza è molto importante. La retribuzione, appartenendo al mondo fisico fenomenico, contiene gli elementi dello spazio e del tempo. E infatti c'è un evidente intervallo di tempo tra la creazione della causa interna e l'apparizione dell'effetto manifesto. Tuttavia, l'effetto manifesto viene in realtà in essere nello stesso momento della causa interna anche se ciò non è immediatamente evidente. I mutamenti fenomenici sembrano essere discontinui nel tempo, ma in realtà nel mondo macrocosmico sono continui. Lo sviluppo della retribuzione può essere paragonato alla crescita di un bambino. I bambini crescono ogni secondo di ogni giorno, di ogni mese, di ogni anno ma noi ne notiamo la crescita solo dopo un certo intervallo di tempo. Analogamente, la retribuzione comincia ad apparire nello stesso istante in cui la causa interna viene creata, ma occorre del tempo prima che noi riusciamo a percepirla. Riassumendo, la legge della causalità inerente nella vita interiore dell'essere umano può essere compresa solo entro le categorie del mondo spirituale, mentre la retribuzione esiste solo nel mondo fisico, la causa interna e l'effetto latente sono presenti contemporaneamente e non possono essere osservati con gli strumenti della fisica o della chimica. Dal punto di vista psicosomatico, la causa interna, l'effetto latente e la retribuzione sono inseparabili, in base al principio secondo il quale la mente e il corpo sono uniti in perfetta armonia. Per capire l'attività vitale della sempre mutevole vita umana, dobbiamo non solo esaminare la natura della vita in sé, ma anche soppesare le influenze esterne e il modo in cui il sé interiore reagisce a esse. Poiché la vita è completa in ogni singolo istante, in un certo senso essa è paragonabile a un punto geometrico. E la nostra analisi della direzione in cui si sta muovendo è molto simile al calcolo differenziale che ci permette di determinare l'inclinazione di una curva in un determinato punto attraverso l'esame sempre più minuzioso dei fattori immediatamente adiacenti al punto dato. Analogamente, la direzione della vita in un dato istante del tempo può venire determinata solo con un esame dettagliato e accuratissimo del potere, dell'influenza, delle cause interne, delle relazioni, degli effetti latenti e delle retribuzioni che sono all'opera nelle prossimità di quell'istante. Questi primi nove dei dieci fattori sono gli strumenti analitici che utilizziamo per esaminare il funzionamento della vita e le leggi che governano questo funzionamento di momento in momento. Rimane da sintetizzare tutti gli elementi in un insieme significativo ed è qui che entra in gioco l'ultimo dei dieci fattori, la coerenza dall'inizio alla fine. Di questo fattore. Il triplice insegnamento segreto dice, l'apparenza è l'inizio e la retribuzione la fine. La coerenza dall'inizio alla fine è la tonalità dei fattori. Il principio di individuazione poiché ognuno dei dieci mondi comprende tutti gli altri oltre che se stesso, le scritture buddiste parlano dei cento mondi, che sono i dieci mondi esistenti in ognuno dei dieci mondi. Inoltre, poiché ognuno dei dieci fattori esiste in ognuno dei cento mondi, abbiamo il concetto dei mille fattori nei cento mondi. Prenderò come esempio una fotografia molto famosa di una giovane madre vietnamita che stringe al petto il suo bambino morto. L'espressione del suo viso è di orrore e di disperazione puri e semplici. Chiunque conosca la teoria dei dieci mondi capirebbe che la donna nel momento in cui la foto venne scattata si trovava nel mondo di inferno. Riguardo ai dieci fattori, possiamo dire che la sua apparenza, la sua natura e la sua entità erano tutte immerse nell'angoscia dell'inferno. Dalla fotografia non si può sapere con esattezza come è morto il bambino. Ma la sua morte ha chiaramente indotto la madre a piangere e disperarsi mentre tiene il bambino stretto a sé nel tardivo e inutile sforzo di proteggerlo. La morte del bambino, la causa esterna, ha stimolato il dolore, la causa interna che giaceva in profondità nella vita della donna. Il potere l'ha spinta a compiere un'azione inutile, la cui natura è determinata dall'effetto latente e la cui espressione visibile è l'effetto manifesto. La coerenza dall'inizio alla fine, causata dalla fusione e dall'interazione dei primi nove fattori, racchiude una vita caduta nell'abisso della sofferenza. Quando in Vietnam è finita la guerra, questa donna forse è entrata nel mondo di umanità o in quello di bodhisattva o in quello di buddhità, dato che tutti questi mondi hanno continuato a esistere in condizione di latenza all'interno del mondo di inferno. La sua natura si sarebbe allora accordata con un'altra serie di fattori. Se fosse entrata nel mondo di bodhisattva, per esempio, il ricordo della morte del bambino potrebbe essere stato il fattore esterno che ha smosso la causa interna della compassione, inducendola magari ad adottare un orfano di guerra. Non solo nel caso di questa madre, ma in ogni essere umano i dieci mondi sono sempre presenti in tutte le loro possibili permutazioni, insieme ai dieci fattori. La vita nella sua totalità può essere analizzata attraverso questi concetti. Il principio dei mille fattori nei cento mondi è universale e oggettivo e si applica a ogni singolo istante dei processi vitali. Tuttavia questo non spiega ancora tutta la realtà dato che in ognuno dei mondi vi sono persone diverse che si comportano in modo diverso e che mostrano personalità e caratteristiche peculiari e nettamente distinte. Nessun individuo è perfettamente uguale a un altro, e ciò vale tanto per chi si trova nel mondo di inferno quanto per chi si trova in uno qualunque degli altri mondi. Prendiamo in considerazione, per esempio, un uomo piegato in due a causa di un forte dolore allo stomaco. Anche lui è nel mondo di inferno e i dieci fattori di questo mondo si applicano a quest'uomo così come alla madre vietnamita disperata. Entrambi sono sopraffatti dall'angoscia che attiva il loro potenziale di sofferenza e prosciuga buona parte della loro energia vitale. Esistono però delle differenze tra l'uomo che ha mal di stomaco e la donna vietnamita e anche la loro sofferenza è di diverso carattere. Non ci rimane che spiegare queste differenze. In termini generali, tutte le forme di vita sono simili in quanto sono intrinsecamente definibili nei termini dei mille fattori nei cento mondi. Tuttavia, tutti gli esseri sono differenti poiché è possibile distinguere qualunque vita dell'universo da tutte le altre. La base per distinguere ogni entità individuale da tutte le altre è quello che io chiamo il principio di individuazione. Qual è la differenza tra l'uomo tormentato dal dolore allo stomaco e la madre angosciata per la morte del figlio? Da un punto di vista esteriore. Possiamo dire che sono di sessi diversi e i loro corpi sono differenti. Rigorosamente parlando, tutti i corpi umani sono diversi l'uno dall'altro e, dato che l'elemento fisico e quello spirituale sono inseparabili, ne consegue che tutti gli spiriti umani sono differenti l'uno dall'altro. Nel suo dolore, la madre pensa al suo bambino sempre più vividamente. Ne ricorda il volto, il sorriso innocente, le piccole mani, gli occhi un tempo luminosi. La sua mente torna a un giorno felice in cui lei e i suoi familiari erano insieme. Forse un sorriso le attraversa il volto, fino a che non ricorda che anche suo marito ormai è morto e lei deve affrontare il mondo da sola. La prospettiva delle difficoltà e della miseria è spaventosa. Ma nonostante la sua situazione disperata, la donna ha la volontà di andare avanti. Per amore e per sfida, si tiene stretto al petto il suo bambino morto. I pensieri che attraversano la mente dell'uomo col mal di stomaco sono molto diversi. L'uomo cerca di capire l'esatta ubicazione del dolore e nella parte superiore dello stomaco o più verso destra, Sente che il dolore non accenna a calmarsi e si chiede quando arriverà il medico. Sarà un'ulcera? Potrebbe essere un cancro? Con questi pensieri che gli turbinano in testa, si contorce per trovare una posizione che gli dia un sollievo almeno momentaneo. La madre disperata e l'uomo sofferente hanno molto in comune. Entrambi stanno mostrando reazioni caratteristicamente umane, entrambi stanno riflettendo sul significato e sui possibili effetti della situazione che devono affrontare. E, cosa forse ancora più importante, entrambi stanno cercando di assimilare la loro esperienza del proprio sé. Allo stesso tempo, i loro pensieri specifici sono molto diversi. Come diversa è l'espressione fisica di questi pensieri. La chiave fornita dal Buddismo per comprendere la differenza che vediamo all'opera qui e in tutti gli aspetti della vita umana è la teoria dei cinque aggregati. Questa teoria spiega come si formano le nostre idee della realtà. I cinque aggregati cinque aggregati, go on, sono la forma, shiki, la percezione. Io, la concezione, So, la volizione, yo, e la coscienza, Shikhi. La forma è l'aspetto fisico della vita, mentre gli altri quattro aggregati rappresentano l'aspetto mentale o spirituale. Ma poiché, in base al principio di non dualità di corpo e mente, il corpo e la mente sono uniti e inseparabili. La forma è il prerequisito per gli altri quattro aggregati e viceversa. La coscienza, che comprende il discernimento e la saggezza, è il punto di partenza per la percezione, la concezione e la volizione e, allo stesso tempo, è la forza integrante che tiene insieme questi elementi. In parole povere, tutte le attività mentali sono centrate sulla coscienza. La coscienza sostiene la vita umana dall'interno e la dota di significato. Di conseguenza è solitamente citata per ultima nell'elenco dei cinque aggregati, ma è un errore considerarli in successione, dato che in realtà sono inseparabilmente intrecciati. Nel goscio i tremila regni in un singolo istante di vita, Nichiren ha scritto. Un significa aggregato è il primo aggregato è la forma, che è tutto ciò che può essere percepito dai sensi. Il secondo è la percezione, che significa ricevere o assimilare qualcosa. Il terzo è la concezione, che secondo il tesoro dell'analisi del Dharma di Vasubandhu è il formarsi di un'immagine mentale. Il quarto è la volizione, che significa agire. Il quinto è la coscienza, che significa discernimento. Il quinto volume di grande concentrazione e visione profonda, citando Nagariuna, dice, prima c'è la coscienza, che è discernimento, poi la percezione, che è l'atto di assimilare, la concezione è il formarsi di un'immagine, la volizione è decidere se accettarla o no. La forma è percepita attraverso il funzionamento dell'abolizione. Questa complessa spiegazione richiede un'ulteriore delucidazione, in particolare per quanto riguarda le definizioni di Nagariuna e Vasubandhu. Dicendo che la coscienza significa discernimento, credo che Nagariuna intendesse dire che la coscienza è la capacità di prendere in considerazione qualcosa di definirlo e di afferrarne il significato. La coscienza include le impressioni inconsce e subconsce e corrisponde di fatto alla totalità delle attività mentali e spirituali, che ritornano all'essenza della vita cosmica. La capacità della mente di percepire un oggetto comincia dalla coscienza. Percezione significa assimilare qualcosa, riceverlo nella mente. Il modo di percepire può essere subliminale o sovraliminale. La concezione, come dice il tesoro dell'analisi del Dharma, è il formarsi di un'immagine mentale. Questa immagine può essere l'esatto riflesso di qualcosa di esterno, o può implicare l'uso dei poteri dell'immaginazione, che vanno al di là del tempo e dello spazio può essere influenzata dai ricordi del passato o dalle speranze per il futuro. A volte può essere poco più che una vuota fantasia, ma in ogni caso porta alla volezione, che implica non solo l'accettazione o il rifiuto di quello che è stato percepito, ma anche la decisione su come agire al riguardo. La questione è se il nostro approccio a ciò che è stato percepito è attivo o passivo. Si potrebbe pensare, per esempio, che la madre vietnamita abbia reagito attivamente stringendo a sé il suo bambino morto, mentre l'uomo col dolore allo stomaco abbia reagito passivamente. L'affermazione che la forma è percepita attraverso il funzionamento della volizione può essere interpretata in diversi modi. Da un punto di vista è un esempio dell'inseparabilità di materia e spirito, in quanto la forma non può esistere senza l'idea. La nostra percezione degli oggetti fisici è dovuta al riflesso del nostro impulso mentale sugli oggetti stessi. Da un altro punto di vista, la nostra evoluzione mentale diventa manifesta nelle nostre reazioni fisiche. Se la mente non stimolasse l'azione, non potremmo percepire nei nostri movimenti fisici nella nostra stessa esistenza. Nel caso della madre che stringe a sé il bambino morto, l'azione della mente è espressa simultaneamente dalle sue braccia. La donna forse non era nemmeno consapevole della forza della propria stretta, ma il potere fluiva nelle sue braccia come risultato di un'idea della sua mente. L'energia del corpo e il funzionamento della mente interagiscono inseparabilmente. La nostra energia vitale, che è la manifestazione della nostra stessa vita, diventa volizione all'interno della mente. E il risultato è un impeto di energia fisica, che fa parte dell'aggregato della forma. Possiamo concludere che la coscienza, la percezione, la concezione e la volizione sono manifestazioni dell'energia spirituale. Sono perfettamente fuse con le nostre azioni fisiche. Il fatto che noi percepiamo la realtà degli oggetti solo attraverso l'azione della nostra evoluzione è un'ulteriore dimostrazione dell'inseparabilità degli aspetti fisici e spirituali della vita. Dopo aver esaminato la relazioni che legano i cinque aggregati, possiamo passare a esaminare le differenze degli aggregati da individuo a individuo. Nel loro insieme, i cinque aggregati costituiscono quello che è chiamato il regno dei cinque aggregati go on seken. La parola seken significa regno, ma il triplice insegnamento segreto afferma al riguardo, seken denota divisione. L'idea che sta alla base di questa affermazione è che il mondo è fatto di molte persone diverse, ognuna delle quali ha il suo proprio regno dei cinque aggregati. La personalità di ogni individuo si differenzia dalle altre personalità per l'azione di questi aggregati, in quanto essi determinano il modo in cui l'individuo risponderà alla realtà e di conseguenza determinano in effetti che cosa è per lui la realtà. Tramite il funzionamento dei cinque aggregati diventa possibile una gamma infinita di attività mentali e fisiche. L'azione dei cinque aggregati può colmare la vita di dolore e tristezza o può far sì che si manifestino con passione e saggezza. Ci sono infinite possibilità. La configurazione degli aggregati di un individuo angosciato potrebbe funzionare in modo tale da privarlo della sua vitalità, così da farlo passare da un inferno all'altro quell'individuo si troverebbe allora tra gli esseri senzienti del mondo di inferno. Nel discutere il significato dei cinque aggregati, il triplice insegnamento segreto dice, i cinque aggregati della vita sono la forma, la percezione, la concezione, la volizione e la coscienza. Tutti questi elementi nelle persone che basano la propria vita su uno qualunque dei nove mondi che non sia il mondo di Buddhità, oscurano la compassionevole legge della vita. Le loro azioni formano cause che diventeranno alla fine un accumulo di molti tipi di sofferenza. Tuttavia, se una persona basa la propria vita sul mondo Buddhità, accumulerà una felicità duratura e sarà piena di compassione. Se un essere senziente si trova in uno dei primi nove mondi, gli aggregati operano per nascondere la legge del Buddha e causano l'incremento della sofferenza. Ma se un essere senziente si trova nel mondo di Buddhità, gli aggregati portano alla comprensione della legge del Buddha e all'incremento della felicità. In realtà, le nostre attività vitali si svolgono nei limiti dei nove mondi e l'effetto della coscienza e degli altri aggregati è quello di indebolire la nostra potenziale energia creativa che origina dalla forza vitale cosmica. Più siamo attivi con la mente e con lo spirito, più occultiamo la buddhità che è in noi, ostacolando le funzioni della nostra forza vitale. L'effetto che ne consegue è un aumento della nostra sofferenza. Questo è il significato dell'affermazione gli aggregati portano a ripetere il ciclo di nascita e morte, dove ciclo di nascita e morte è sinonimo di sofferenza. Al contrario, quando comprendiamo che la Buddhità esiste dentro di noi e scegliamo il mondo di Buddhità come base della nostra vita, i cinque aggregati operano per farci accumulare felicità. Invece di arrestare il flusso della nostra forza vitale, liberano l'energia della compassione, con il risultato che le nostre azioni, anziché confinarci nei mondi inferiori, rivelano sempre più la natura buddhica intrinseca nella nostra vita e rafforzano le fondamenta della nostra vita nel mondo di Buddità il regno degli esseri viventi e il regno dell'ambiente e il regno dei cinque aggregati è strettamente connesso con quello che nel buddismo è chiamato il regno degli esseri viventi shujo seken che indica semplicemente il mondo degli esseri viventi considerati ognuno nella propria diversità questa diversità in fin dei conti costituisce la realtà del mondo fenomenico in quanto come ho detto prima, due esseri individuali non sono mai perfettamente uguali fisicamente e, di conseguenza, neppure spiritualmente. Il triplice insegnamento segreto dice, il regno degli esseri viventi è il nome dato all'insieme di tutti gli esseri senzienti nei dieci mondi. L'unione temporanea dei cinque aggregati è chiamata essere senziente. L'essere senziente più elevato è quello nel mondo di Buddhità e per questa ragione il trattato sulla grande perfezione della saggezza dice l'essere senziente al quale nessuno è superiore è il Buddha. In base a questo brano possiamo dire che un essere vivente è un'unione temporanea dei cinque aggregati. In altre parole, un essere umano è in ogni istante una configurazione temporanea di forma, percezione, concezione, volizione e coscienza. Questo è un altro modo per dire, primo, che l'essere umano è una fusione di elementi fisici e spirituali e, secondo, che la sua personalità in ogni istante è la convergenza dei cinque aggregati in continuo mutamento. La differenza è di prospettiva. Se consideriamo le forze momentanee all'opera dentro di noi, dobbiamo prendere in esame i cinque aggregati, il modo in cui concepiamo una data cosa, il modo in cui ci creiamo un'opinione di essa, il modo in cui la nostra evoluzione agisce in base all'opinione che ci siamo creati, se invece ci focalizziamo su un'entità di vita come tale. Dobbiamo considerare gli esseri senzienti, che, come sostiene il brano citato, esistono in tutti i dieci mondi. In ciascuno dei dieci mondi si può osservare che gli esseri senzienti sono ognuno diverso dall'altro. Come abbiamo visto negli esempi discussi precedentemente, la donna vietnamita e l'uomo col dolore allo stomaco si trovano entrambi nel mondo d'inferno, ma sono diversi l'una dall'altro sia per le loro circostanze particolari sia per la loro personalità individuale. Ogni individuo si trova in uno dei dieci mondi e ha la potenzialità di trasferirsi istantaneamente in uno qualunque degli altri nove. Nella vita di ogni individuo, i dieci fattori sono sempre all'opera. Il fatto che, ciò nonostante, ogni individuo sia diverso da chiunque altro è dovuto alle attività dei cinque aggregati, l'unione dei quali costituisce l'essere vivente individuale. Per completare la visione buddista di un'entità umana è necessario solo un altro elemento, e cioè il regno dall'ambiente. Il triplice insegnamento segreto dice, il regno dall'ambiente è il luogo dove vivono gli esseri dei dieci mondi. Possiamo comprendere più a fondo cosa significhi questa affermazione ricordando il principio della non dualità della vita e del suo ambiente. Ogni entità di vita è individuale e, nel manifestarsi in questo mondo, L'esistenza particolare a cui dà origine forma simultaneamente un ambiente compatibile. Per verificarlo, basta semplicemente osservare l'ambiente di una data persona, in quanto in esso possiamo distinguere chiaramente tutte le inclinazioni e le caratteristiche della sua vita. Se proviamo a immaginare un essere umano senza un ambiente, otteniamo un essere irreale poiché la vita estende la sua influenza al suo ambiente. L'ambiente cambia automaticamente a seconda della condizione in cui la vita si trova. Un ambiente assume sempre le caratteristiche di chi lo abita, essendo il riflesso della sua vita interiore. Inoltre, dato che la terra è una forma di vita, i dieci fattori e il mutuo possesso dei dieci mondi si possono applicare a qualsiasi ambiente. Nel capitolo sui dieci mondi ho discusso a lungo delle dieci possibili condizioni della vita e delle loro distinte caratteristiche. Qui vorrei aggiungere qualche parola sulle condizioni vitali in relazione all'ambiente. Un brano del triplice insegnamento segreto dice L'inferno è una dimora di ferro incandescente, e il mondo di avidità un luogo che si trova a 500 yogana sotto il mondo umano. Questo brano, da un lato, esprime molto vividamente l'angoscia dell'ambiente dell'inferno, una condizione in cui gli esseri viventi vengono privati sia del desiderio di vivere sia del diritto alla vita, dall'altro, ci ricorda che la dimora di una persona nel mondo di avidità, cioè di una persona i cui desideri istintivi non possono essere soddisfatti, è molto distante dal mondo confacente agli esseri umani. È come se questa persona fosse confinata in una profonda fossa sotterranea senza poter avere né cibo né acqua. Il brano continua così. Gli esseri nel mondo di animalità vivono nell'acqua, sulla terra e nell'aria. Questa affermazione rimanda all'importanza dell'acqua, della terra e dell'aria nella vita delle varie specie animali. Riflettendo su questo, possiamo renderci conto che ogni ambiente si conforma ai bisogni istintivi degli esseri che lo abitano. Nel caso degli esseri umani, tuttavia, quando sono nel mondo di animalità usano il loro ambiente in maniera limitata. Essendo in balia dei desideri egoistici, utilizzano il proprio ambiente solo per soddisfare i loro istinti. Il brano che riguarda il mondo di collera è apparentemente oscuro. Il mondo di collera si trova sulle rive dell'oceano o sul fondo del mare. Per capirlo. Dobbiamo pensare alla condizione di vita di una persona che si trova nel mondo di collera. La sua mente è distorta e qualunque situazione farà sorgere in lei il desiderio di primeggiare. Nel descrivere questa condizione l'immagine del mare ha un ruolo importante, infatti, come abbiamo visto, il mondo di collera è chiamato tradizionalmente il mondo degli Asura, e sembra che nell'antica mitologia indiana gli Asura fossero collegati al mare. Nel mondo di collera, la persona viene sbattuta e dilaniata da onde rabbiose. Persino un mare calmo contiene una grande riserva di energia capace di sopraffare ogni forma di vita in un istante. In conclusione, il mondo di collera è un mondo di conflitto. E trovarsi in questa condizione è come dover lottare perennemente contro i flutti. Secondo il triplice insegnamento segreto, il mondo di umanità è la vita sulla terra e gli esseri del mondo di cielo risiedono in un palazzo. Anche qui, terra non indica il nostro pianeta ma un ambiente che garantisce il benessere, la stabilità e una vita pregna di valori umani. La collera guasta i sentimenti umani. Chi si trova nel mondo di collera, anche se esteriormente può apparire calmo, nutre interiormente rancore, sospetto, gelosia e odio. Al contrario, i sentimenti di chi si trova nel mondo di umanità sono tranquilli e pacifici. Anche la parola palazzo in questo brano è usata in senso metaforico. Come abbiamo già detto, il desiderio è una fonte di energia vitale. Il palazzo, quindi, è l'ambiente in cui tutti i desideri associati ai sei mondi inferiori possono essere soddisfatti. Un punto importante che distingue i sei mondi inferiori dai quattro mondi nobili è che nei mondi inferiori gli esseri umani hanno come loro obiettivo la soddisfazione degli impulsi e dei desideri. La loro felicità dipende totalmente dalle circostanze ambientali. Solo quando un individuo raggiunge uno dei mondi nobili può manifestare il potere necessario a controllare la propria forza vitale in maniera positiva. Il brano del triplice insegnamento segreto continua dicendo Coloro che si trovano nel mondo di apprendimento o di risveglio parziale vivono in una terra transitoria. I Bodhisattva vivono in una terra di ricompense reali e i Buddha nella terra della luce eternamente tranquilla. La ragione per la quale i mondi di apprendimento e di risveglio parziale sono considerati transitori è che gli esseri umani, dovunque vivano, possono trasformare il loro ambiente in quello di questi due mondi, perché il sé in questi mondi, come abbiamo già notato precedentemente, è un sé riflessivo e in qualunque circostanza può penetrare la legge inerente a tutti i fenomeni e percepire la loro impermanenza. In particolare, nel mondo di risveglio parziale l'individuo può scoprire la verità. La bellezza e il bene celati nella transitorietà dei fenomeni. Il mondo di Bodhisattva non è un mondo ultraterreno. I Bodhisattva dimorano fra la gente, nella società così com'è, ma esercitando la benevolenza e praticando l'altruismo essi sfidano apertamente l'arroganza, l'egoismo e la malvagità trasformando così qualunque ambiente in un ambiente in cui la loro compassione possa esprimersi. Perciò il loro ambiente è una terra di ricompense reali. Il mondo di Buddha è ancora più luminoso, perché la saggezza che ne scaturisce si irradia attraverso il velo dell'illusione e rivela la Buddhità in tutto ciò che vive coloro che si trovano nel mondo di Buddità non solo sono in perfetta armonia con la legge mistica, ma hanno il vero potere della compassione, un potere invincibile e incessante che ha la capacità di alleviare la sofferenza, in contrasto col mondo d'inferno che ci priva del diritto stesso di vivere. Il mondo eterno e illuminato della Buddità non solo garantisce questo diritto ma colma ogni cosa di vitalità generando il potere di creare nuova vita. I tremila regni in un singolo istante di vita, ho già menzionato più volte il principio dei tremila regni in un singolo istante di vita, Ikhinen Sansen. Adesso è venuto il momento di formarci un'idea più precisa di questo principio, perché esso è il nucleo della filosofia buddista e se lo si comprende, la visione del vero aspetto della vita diventa completa e imparziale. Il triplice insegnamento segreto pone la questione di come un istante di vita, che ha una durata infinitesimale, possa contenere tremila regni. La risposta che viene data è la seguente, secondo il sutra del Loto. Il principio dei 3000 regni in un singolo istante di vita ha due significati: contenere e permeare. L'intero universo è contenuto in ogni vita e in ogni istante della sua esistenza. Viceversa, ogni istante di vita permea l'intero universo. L'istante di vita è un granello di polvere che contiene gli elementi di tutti i mondi dell'universo. È una goccia d'acqua la cui essenza non differisce in alcun modo dal grande oceano. Gli esseri umani, nei mondi diversi dal mondo di Buddhità, sono inclini a percepire i fenomeni della vita istante per istante. Così facendo, non riescono ad afferrarne l'essenza e finiscono per considerare l'evanescenza dell'istante di vita come la sua vera natura, cosa che invece non è. L'istante di vita è direttamente collegato alla forza vitale cosmica e non ha confini spazio-temporali. Ma per diventare consapevoli di ciò dobbiamo estendere la ricerca della verità sempre più in profondità nelle diverse dimensioni della vita. Un altro modo per comprendere l'istante di vita è concepirlo come un'entità, riconoscendo allo stesso tempo che tutte le entità senza perdere la loro unicità, sono armoniosamente interrelate con la tonalità della vita cosmica. Il significato dell'unicità delle singole entità di vita si può comprendere chiedendosi il perché i regni siano tremila. Quando abbiamo discusso il concetto dei dieci mondi, abbiamo visto che il numero dieci non è stato scelto a caso. Ma è il numero esattamente necessario per includere tutte le condizioni dell'essere. Neppure il numero 3000 è arbitrario. Deriva dalla moltiplicazione dei mille fattori nei cento mondi, che abbiamo già esaminato precedentemente, per i tre regni dell'esistenza, che sono i tre principi di individuazione. L'individualità, naturalmente. Esiste prima di tutto grazie alle particolari configurazioni dei cinque aggregati, ma ha anche altre due fonti. L'individualità esiste e si manifesta necessariamente tra altri esseri senzienti e in un dato ambiente. Essa è dunque determinata, oltre che dal regno dei cinque aggregati, anche dal regno degli esseri senzienti e dal regno dell'ambiente. Ciò significa che i tremila regni, includendo le miriadi di forme che la vita può assumere, sono un'espressione della totalità di tutti i fenomeni. I numeri, comunque, non dovrebbero sviare la nostra attenzione dal profondo significato del principio stesso. Il buddismo ci offre una penetrante ed esaustiva analisi della totalità della vita mettendo in luce la sua profondità la sua vastità, la sua espansione, il suo movimento, la sua forza motrice e la legge di causa ed effetto che ne sta alla base. Resta allora da approfondire il modo in cui un istante di vita può permeare l'intero universo. La condizione necessaria per questo è che la vita sia nel mondo di Buddhità. La legge della causalità, in questo caso. Opera verso l'interno e verso l'esterno. Quando la natura buddhica si manifesta, essa diventa una parte integrante e sempre più potente della forza vitale. Una persona che possieda questa condizione vitale realizza pienamente nella sua vita il potenziale dei cinque aggregati, e può costruire una felicità duratura, non soggetta ai cambiamenti dell'ambiente. All'esterno emerge e si attiva il potere della compassione e della saggezza. La Buddhità si espande e influenza tutte le altre persone, quelle che si trovano nel mondo di inferno, quelle destinate a ripetere la trasmigrazione nei sei sentieri, quelle la cui forza vitale è indebolita dall'arroganza o dall'autocompiacimento, tutte queste persone. Quando vengono toccate dall'influenza della buddità, hanno l'occasione di iniziare la loro rivoluzione umana individuale e di migliorare il proprio karma, sin quando la loro stessa buddità innata non emerge pienamente. Per spiegare con un'analogia tratta dal mondo della fisica, quando ha luogo la fissione nucleare, la scissione del primo atomo non è assolutamente percettibile. Ma poi si scindono altri due atomi, poi altri quattro e così via. In altre parole, una reazione che parte da un singolo atomo cresce di intensità fino a che un grande numero di particelle bombarda la massa principale del materiale fissile. E quando viene raggiunto il punto critico, si libera una enorme quantità di energia. Ho parlato ripetutamente contro la malvagità delle armi atomiche, ma dobbiamo ricordare che l'energia nucleare può anche avere applicazioni pacifiche. Ne dobbiamo dimenticare che le reazioni atomiche, oltre che eventi prodotti artificialmente, sono anche fenomeni naturali. Una persona che raggiunge lo stato di buddità è simile all'atomo che scatena la reazione nucleare. Il suo flusso vitale è puro e abbondante e causa notevoli cambiamenti nella profondità della vita delle altre persone. Proprio come l'erba che comincia ad avvizzire viene rinvigorita da una pioggia benefica, o come i beduini di una carovana che si ferma in un'oasi possono ristorarsi con l'acqua fresca. Gli individui e il loro ambiente saranno infusi del potere e della gioia di vivere quando si troveranno nel flusso vitale della buddhità. Questa reazione a catena può propagarsi in ogni tipo di ambiente, dall'individuo alla famiglia, al vicinato e all'intera comunità, o dai medici e gli infermieri ai pazienti e all'intero ospedale. Grazie a questa reazione a catena L'ambiente acquisisce una nuova vibrante qualità, i cambiamenti avvengono su scala sempre più vasta e il mondo intero viene trasformato. Credo che questo tipo di reazione a catena sia l'unica speranza di salvare l'umanità e il nostro pianeta dalla distruzione. In pratica, il principio rivelato dai 3.000 regni in un singolo istante di vita richiede gli ideali più alti. La massima determinazione è uno sforzo costante. Solo a queste condizioni coloro che comprendono questo principio potranno influenzare profondamente e positivamente tutti i tipi di persone e trasformare il proprio ambiente. Chi ha questo tipo di fede riesce a fondere la sua vita con la legge mistica. E sforzandosi di vivere in accordo con essa si assume la missione di cominciare la reazione a catena che porterà alla creazione della terra eternamente illuminata, dove tutti potranno far emergere e sviluppare la propria natura buddhica. 3. La vita e la morte e la natura della morte e l'ineluttabilità della morte una delle domande fondamentali della vita è cos'è la morte? È un annullamento definitivo oltre il quale non esiste più nulla? O è l'ingresso in un nuovo tipo di vita? Una trasformazione più che una conclusione? Dobbiamo considerare la vita meramente come un breve periodo di attività che alla fine si conclude definitivamente? Oppure la vita continua per sempre in una qualche forma per tutto il corso della storia dell'uomo? Queste sono state le domande capitali alle quali la religione e la filosofia hanno cercato di rispondere. Nichiren ha detto, Dovremmo prima risolvere il problema della morte e poi studiare tutte le altre questioni. Un concetto analogo, benché da una prospettiva esistenzialista, è stato espresso da Martin Heidegger che scrisse che la vita umana è un essere per la morte e che la morte è intrinseca alla vita umana sin dal momento del concepimento. Queste sono osservazioni di pensatori che, guardando in faccia l'ineluttabile destino della morte, hanno cercato di arricchire l'esistenza umana e di renderla più vitale. Qualunque analisi della vita che non tenga conto della realtà della morte non può portare a risultati significativi nel profondo della nostra interiorità. Tutti noi sappiamo di dover morire e tuttavia tendiamo a evitare l'argomento, persino quando ci troviamo faccia a faccia con la morte. Per esempio, quando muore qualcuno che ci è caro, Inconsciamente ci aggrappiamo all'illusione che la morte non ci riguardi, che non possa toccarci e che quindi, almeno per il momento, non siamo obbligati a prenderla in considerazione. La verità è che la consapevolezza della morte è un particolare privilegio degli esseri umani. Sembra infatti che gli altri esseri viventi ne abbiano soltanto una fugace percezione nel momento in cui essa si avvicina, ammesso che ce l'abbiano. Il timore della morte è quindi una delle caratteristiche che distinguono gli esseri umani dagli animali e deve essere considerato un segno dell'intelligenza superiore dell'uomo. Eppure, a causa di questo privilegio, L'uomo spesso è ossessionato dalla paura della morte e arriva a degli estremi assurdi per liberarsene. Il significato delle parole di Nichiren è che, invece di distogliere lo sguardo dall'inevitabile, dovremmo guardare in faccia la morte con calma e con distacco, sviluppando così il coraggio e la determinazione di rendere la nostra vita più ricca e feconda. Se tutti evitassero di pensare alla morte non esisterebbero né la filosofia né la religione, e conseguentemente la nostra vita sarebbe più misera se non addirittura animalesca. Il confronto con la morte è stato definito la madre della filosofia, ma è anche la madre della scienza, dato che gran parte della ricerca scientifica è rivolta a prolungare le aspettative di vita. La moderna medicina è il risultato dello sforzo dell'uomo per controllare il proprio destino, e tutti i progressi che ha conseguito sono riconducibili, in ultima analisi, alla paura della morte. I medici sono i primi a concordare sul fatto che la morte non è stata sconfitta e che probabilmente non lo sarà mai. Fino a quando resteremo degli organismi viventi non sarà possibile liberarci dalla morte. Anche se la scienza e la medicina possono proteggerci da numerose malattie e prolungare, fino a un certo punto, la nostra esistenza, non ci forniscono però alcuna soluzione al problema della morte stessa è alla filosofia e alla religione che dobbiamo rivolgerci per ottenere le risposte ultime. L'uomo ha cercato di comprendere la morte fin dall'alba della sua esistenza sul pianeta. In una relazione sui resti di un uomo di Neandertal trovati in Iraq, l'antropologo americano R.S. Solecki riferisce di aver trovato tracce di polline sparse attorno a un sepolcro ciò indica che anche gli uomini di neandertal onoravano i loro morti collocando fiori sulle tombe e ci fa supporre che anch'essi credessero in una vita dopo la morte solechi ha ipotizzato che la società dell'uomo di neandertal concepisse già un qualche genere di paradiso che trascendeva i normali limiti della realtà anch'io sospetto che come gli uomini delle epoche successive Essi percepissero intuitivamente l'esistenza della fondamentale forza vitale che pulsa nella natura e nell'universo. Gli uomini primitivi dell'Oceania, che erano biologicamente identici all'Homo sapiens, credevano in una forza soprannaturale chiamata mana e pensavano che essa dimorasse in tutte le cose dell'universo. Sembra che considerassero la vita come lo stato in cui il mana è attivo e crescente e la morte la condizione opposta. Gli uomini, per quanto primitivi, osservano il ritmo delle stagioni e il movimento dei corpi celesti e intuiscono che la vita umana è anch'essa soggetta al continuo cambiamento in accordo con i ritmi dell'universo. Vedono che la vita ritorna alla madre terra con la morte e riappare con la nascita. La credenza nei cicli ricorrenti di nascita e morte è molto comune fra i popoli primitivi. Il mana dell'Oceania è concepito come una vitalità intrinseca che rende possibile la morte e la rinascita di tutti gli esseri viventi. Fondamentalmente è la stessa cosa del più sofisticato concetto greco di pneuma. Persino fra i più primitivi antenati dell'uomo la saggezza umana percepiva una forza onnipresente che opera in tutto l'universo. In uno stadio successivo gli uomini svilupparono vari tipi di animismo, secondo il quale tutti gli esseri viventi, compresi gli esseri umani, possiedono un'anima. In questo tipo di religioni generalmente si crede che la vita sia lo stato in cui l'anima dimora in un particolare corpo e la morte lo stato in cui l'anima è liberata dai suoi confini fisici. Quest'idea conduce direttamente alla dottrina dell'immortalità dell'anima, una dottrina comune a molte religioni superiori. Nelle religioni giudaico-cristiane, L'immortalità dell'anima è collegata al concetto della creazione divina. In generale si ritiene che l'anima sia creata da Dio al momento del concepimento e che continui a esistere dopo la morte. Le anime di coloro che hanno fede in Dio possono ascendere al cielo e vivere eternamente. Quelle di coloro che non credono sono condannate per sempre all'inferno. Secondo il cristianesimo ci sarà un giudizio universale, squilleranno le trombe, i morti risorgeranno e tutti, i vivi e i morti compariranno dinanzi a Dio per essere sottoposti al giudizio finale. Bisogna sottolineare che anche se il cristianesimo crede nella resurrezione della carne, ritiene che essa avverrà una volta per tutte dopo il giudizio finale. E da allora l'anima continuerà a esistere eternamente. La fede nell'immortalità è anche un dogma dell'islamismo, secondo il quale al momento del giudizio finale i morti verranno divisi in tre gruppi, quelli chiamati a restare accanto al trono di Allah, quelli che andranno in paradiso e quelli condannati a un inferno di fuoco. Lo zoroastrismo crede in due tipi di giudizio un giudizio individuale che l'anima subisce immediatamente dopo la morte, e un giudizio finale al quale verranno sottoposti i vivi e i morti simultaneamente. Queste religioni, insieme al giudaismo dal quale sia il cristianesimo che l'islamismo traggono origine, hanno molti punti in comune. Tutte sostengono che la vita individuale è creata da Dio al momento del concepimento. Che ogni anima continuerà a vivere dopo la morte del corpo e che tutti i morti risorgeranno nel giorno del giudizio, quando Dio deciderà il destino definitivo di ciascuno. Bisogna notare che nessuna di queste fedi, che per ragioni pratiche possiamo definire occidentali, ha avuto un'influenza dominante in Oriente. L'atteggiamento orientale verso la vita e la morte come si può vedere in India e nell'Asia orientale, è fondamentalmente diverso da quello occidentale. A questo proposito vorrei ricordare l'analogia usata da Richard Koude nove Calergi, che diceva che gli orientali considerano la vita come la pagina di un libro, mentre gli occidentali la considerano come l'intero libro. Per il modo di vedere orientale, Morire significa arrivare alla fine di una pagina e passare a una nuova. Per gli occidentali vivere significa leggere tutto il libro fino alla fine. Il cristianesimo e le più grandi religioni dell'Occidente, compresa l'Asia occidentale, insegnano che il modo in cui uno vive il limitato periodo di tempo della sua esistenza, il modo in cui uno legge il libro, Determina il suo destino una volta per tutte. Le religioni orientali invece considerano la vita solo come un atto di un dramma senza fine. Sotto questo aspetto, il materialismo, oggi diffuso in molti paesi, è affine alle religioni occidentali. Anche per i materialisti la vita è l'intero libro, con la differenza che quando il libro finisce, finisce definitivamente, non essendoci un'anima che continui a esistere dopo la morte fisica? Questa è grosso modo la differenza tra coloro che credono in una religione e coloro che non vi credono. L'atteggiamento orientale verso la vita e la morte si può vedere sia nell'induismo sia nel buddismo. Queste due grandi religioni, malgrado le loro differenze, Sostengono entrambe la dottrina della trasmigrazione o reincarnazione, ovvero l'idea che la vita, essendo eterna, attraversi un ciclo infinito di morti e di rinascite. La morte fisica non è una fine, ma soltanto una trasformazione dei fattori e delle funzioni che nel loro insieme formano e sostengono una vita individuale. La vita è ininterrotta e si estende dall'infinito passato all'infinito futuro. Se paragoniamo la vita, come suggerisce Code Nove Calergi, alla pagina di un libro, il libro stesso non ha né inizio né fine. Per quante pagine vengano voltate, la storia continua all'infinito. La reincarnazione è strettamente connessa alla credenza orientale nel karma che è la somma totale delle cause accumulate da una particolare vita che determinano il futuro di quella vita. In generale le religioni occidentali considerano che il destino di un uomo sia determinato in vita dalla volontà di Dio e dopo la morte dal giudizio di Dio. Le religioni orientali credono invece che il destino di un uomo sia determinato dal suo karma e che sia quindi il naturale risultato della legge di causa ed effetto. In particolare, per il buddismo le gioie e le sofferenze della vita presente sono determinate dalle cause accumulate nelle vite precedenti. Di conseguenza le cause accumulate nella vita presente sono i fattori che determineranno le vite future in un processo senza fine. Nel suo trattato il significato profondo del sutra dell'otto, Tientai ha scritto, le mie sofferenze presenti sono il risultato del passato, i frutti della mia attuale pratica della fede matureranno nel futuro. Mi sembra che nella religione cristiana, se un uomo trascorre una vita di sofferenze dal giorno della nascita a quello della morte, l'unica cosa che può fare è rimproverare Dio per la sua mancanza di misericordia. Secondo la logica cristiana, infatti, è Dio che crea sia il bene sia il male. Abbracciando il buddismo, invece, noi prendiamo coscienza che le cause essenziali dei nostri problemi risiedono nella nostra stessa vita. Accettando la responsabilità delle nostre sofferenze, è possibile superarle e raggiungere un stato indistruttibile di pace e di felicità, quando una persona scopre di essere padrona del proprio destino trova una luminosa stella di speranza che le permette di vedere oltre il velo dell'illusione secondo la mia opinione per l'uomo moderno la concezione buddista della vita ha molto più senso dell'idea che tutto dipenda da dio nel 1972 e nel 1973 ho avuto una serie di incontri con lo storico Arnold Toynbee sono convinto che fosse uno dei più grandi intelletti del nostro tempo e mi gratificò scoprire che eravamo d'accordo su molti punti. Uno di questi è che il concetto buddista e induista di karma rappresenta una spiegazione più plausibile e ragionevole del destino dell'uomo che non quella della tradizione giudaico-cristiana. Toinbee parlava spesso del cristianesimo dell'islamismo e del buddismo come di religioni superiori, intendendo con ciò che esse cercavano di mettere l'uomo in diretto contatto con la suprema realtà spirituale. Poiché queste religioni hanno una visione affine del principio fondamentale della vita e del cosmo, concordano tutte sull'eternità della vita. Alcune delle numerose religioni esistenti al mondo sono poco più che superstizioni, altre si preoccupano solo di fare proseliti. Anche fra le religioni superiori si trovano credenze irrazionali e riferimenti a mondi immaginari, paradisi popolati da angeli alati che suonano l'arpa, cieli abitati da Buddha seduti su fiori di loto e via dicendo. Dietro queste immagini rimane però una fede di fondo nell'eternità della vita umana, fede che ha albergato nella mente dell'uomo per milioni di anni. Toynbee vide nelle religioni superiori l'accumulo della saggezza degli antichi che cercarono la comunione con la suprema realtà spirituale. Se identifichiamo la suprema realtà spirituale con la vita cosmica. Diventa evidente che le religioni superiori sono costantemente alla ricerca di questo originale ed essenziale elemento della vita. In breve, la saggezza umana, confrontandosi col problema della morte, si è orientata verso l'intimo significato della vita cosmica al fine di spiegare l'eternità della vita. In Be pensava che tutte le religioni superiori alla fine arrivassero a scoprire qualche equivalente del concetto buddista di Q. Q, dunque, è il luogo della suprema realtà spirituale. Poiché tutte le religioni tentano di spiegare l'eterna presenza che pulsa nello stato di Q e di comprendere così l'eternità della vita. Questa ricerca ha condotto a un'ampia varietà di dottrine in conflitto fra loro. Se vogliamo scoprire il vero aspetto della vita in rapporto alla morte, dobbiamo accantonare tutti i concetti parziali e incompleti di cui e rivolgerci all'autentica visione buddista. La vita dopo la morte, scrivendo della trasmigrazione, Mikitaro Tanaka. Autorevole studioso di filosofia greca e professore emerito dell'Università di Kyoto, ha citato l'episodio di Pitagora che, vedendo alcuni uomini che maltrattavano un cane, li pregò di lasciarlo stare perché nel cane aveva riconosciuto la reincarnazione di un suo amico morto. Tanaka cita anche una commedia greca in cui un debitore, portato davanti al giudice, Sostieni di non dover pagare i propri debiti perché ora è una persona diversa da quella che aveva preso in prestito il denaro. C'è un elemento di verità nella giustificazione del debitore. Avete mai visto la foto di un bimbo innocente che sorride, sapendo che oggi quel bimbo è diventato un delinquente? Non vi è mai capitato di non riuscire a riconoscere il volto di un amico in una foto scattata molti anni prima? Col passare degli anni il carattere di una persona per alcuni aspetti rimane lo stesso, ma in gran parte si trasforma, spesso a un punto tale che l'indole della persona cambia completamente. Se il suo aspetto è mutato così tanto da renderla irriconoscibile e anche il suo carattere si è trasformato, la persona rimane la stessa o diventa un'altra, come pretende il debitore della commedia greca? Inutile dire che rimane la stessa persona, dato che nella vita reale nessuno ritiene di essere diventato un altro individuo col passare del tempo. Esiste qualcosa in noi che garantisce la nostra identità. Tanaka è giunto a questa conclusione. A meno che non si postuli qualcosa di analogo all'anima, non è possibile spiegare la continuità identitaria dell'individuo. A mio parere, ciò che Tanaka chiama anima è identico a ciò che il buddismo definisce entità, il terzo dei dieci fattori della vita. L'entità si manifesta come apparenza e come natura, non è soggetta ai cambiamenti fenomenici ma si manifesta in tutti i cambiamenti. Tanaka ha scritto, nella dottrina della trasmigrazione, la premessa fondamentale è che l'anima mantiene la propria identità e la propria continuità. Se un cane rinasce come uomo, deve prima bere le acque dell'etere che cancellano la memoria della sua esistenza precedente. Di fatto, all'interno di una vita, non c'è una continuità di ricordi dalla prima infanzia al momento attuale. Cos'è quindi che fa di noi le stesse persone di quando eravamo neonati? Oggi molti si oppongono all'idea dell'immortalità dell'anima. Ma c'è davvero una gran differenza tra il credere in un'identità che ci collega alla nostra infanzia e la fede dei nostri antenati nell'immortalità dell'anima? Se al termine anima si sostituisce quello che io ho chiamato il sé essenziale, la visione del professor Tanaka è identica alla mia, poiché l'uomo non ha memoria della propria vita prima della nascita è incline a credere che la sua esistenza sia iniziata nell'utero materno. Seguendo la stessa logica, si potrebbe argomentare che, dato che un adulto non è in grado di ricordare perfettamente la propria infanzia, la sua identità sia cambiata nel corso del tempo. Ma visto che crediamo di avere mantenuto la stessa identità fin dal momento della nostra nascita, non possiamo scartare a priori la possibilità di essere stati qualcun altro in una vita precedente. I materialisti si fanno beffe di quest'idea, e fra gli intellettuali c'è la tendenza a non prenderla neppure in considerazione. In un libro intitolato Il modo in cui moriamo, Yoshinakano si esprime così, Desidero che la mia anima si distrugga insieme al mio corpo. Questa sarebbe la soluzione più felice e io prego che sia così. Benché ci siano persone che vorrebbero che con la morte tutto finisse, altre invece in punto di morte anelano a continuare a vivere per soddisfare qualche ambizione o sfogare qualche risentimento. In entrambi i casi non possono avere la certezza che l'esistenza finisca veramente con la morte. Lo stesso Nakano prosegue, non ho però la prova che la vita dopo la morte sia impossibile. Posso solo presumere che quando le cellule del mio corpo cesseranno di funzionare, anche la mia anima si estinguerà. Credo che questo tipo di morte sarebbe una liberazione, ma il fatto che io la desideri non la rende necessariamente vera. L'idea della morte come estinzione totale della vita è generalmente sostenuta da tre tipi di argomentazioni. Una è la prova empirica, cioè la testimonianza di coloro che sono andati molto vicino alla morte e credono che essa non sia altro che un'estensione di ciò che hanno sperimentato. Un approccio più scientifico consiste nell'affermare che la vita non può continuare dopo che il corpo si è decomposto. I materialisti più radicali portano ancora più avanti questa argomentazione sostenendo che non può esserci attività spirituale senza attività fisica. Secondo questo punto di vista lo spirito è una funzione dell'attività cerebrale che non può quindi continuare a esistere dopo la morte del cervello. Un brano del libro di Mikio Takeyama sull'uomo è un tipico esempio del primo tipo di argomentazione, quello di chi ha visto la morte in faccia. All'età di sei anni Takeyama perse conoscenza a causa delle ferite riportate per una caduta. Rinvenne proprio mentre stavano per fargli un'anestesia generale e in seguito gli sembrò che l'effetto dell'anestesia dovesse essere identico alla morte. Mi misero una maschera sul viso. All'interno della maschera il cloroformio cadeva goccia a goccia e il suo odore mi soffocava. Virgola come mi era stato detto, iniziai a contare 1, 2, 3. Cominciai allora a sentirmi la testa scossa da onde sempre più violente, fin quando non udii un forte scricchiolio. Proprio mentre pensavo che la mia testa si sarebbe spaccata, lo scricchiolio si affievolì e io mi resi conto che stavo per addormentarmi. Fui trascinato in un vortice di confusione dal quale caddi in un completo oblio. Per una mente obiettiva, questa esperienza è ben diversa dalla morte, ma Takeyama non è l'unico a credere che quel completo oblio che le persone talvolta sperimentano sia ciò che ci attende dopo la morte. Fondamentalmente questa non è che una congettura forse basata sulla superficiale somiglianza tra la morte e il sonno. Perdere conoscenza, dopo tutto, non significa cessare di esistere, nemmeno temporaneamente. Come nel sonno, la vita continua nelle vaste regioni della mente inconscia. In ogni caso, Accanto alle testimonianze di quasi morte in cui i protagonisti hanno sperimentato la totale scomparsa della loro attività mentale, ne esistono altre che sostengono che la coscienza continua in una qualche forma anche dopo la morte. Mi viene in mente la sorprendente esperienza raccontata dal fisico Patrick Giddes, 1854-1932, e riportata nel libro La preoccupazione dell'uomo per la morte, curato da Rosalind Devoe e Arnold Toynbee, che contiene anche uno stimolante saggio di quest'ultimo. Jeddes racconta, sabato 9 novembre, pochi minuti dopo la mezzanotte, cominciai a sentirmi molto male e verso le due ebbi un attacco di gastroenterite acuta. Virgola alle 10 mostravo tutti i sintomi di un'intossicazione. Virgola le pulsazioni e la respirazione erano estremamente accelerate. Virgola. Mi resi conto della gravità delle mie condizioni e passai rapidamente in rassegna la mia situazione finanziaria, in nessun momento mi parve che la mia coscienza fosse minimamente indebolita ma improvvisamente mi accorsi che la mia coscienza si stava separando da un'altra coscienza che era anch'essa mia. Non vi pare che questo racconto ricordi quei sogni in cui una parte di noi è consapevole di stare sognando? In questo caso gli psicologi parlano di divisione o separazione dell'io. Jeddes, descrivendo la sua condizione, Usò i termini coscienza del corpo e coscienza dell'io. Quest'ultima assisteva al graduale collasso della coscienza del corpo man mano che il cuore, il fegato e il cervello si indebolivano. Contemporaneamente Geddes ebbe l'impressione che la coscienza dell'io fosse in procinto di separarsi e di unirsi a un flusso vitale più ampio. Questo tipo di esperienza viene solitamente definita esperienza fuori del corpo. Rosalind Devo Odd si chiede se la morte stessa non sia qualcosa di simile, ovvero la disintegrazione della coscienza del corpo accompagnata dalla fusione della coscienza dell'io con un più ampio flusso vitale. Io penso che Sebbene sia possibile che la coscienza sembri svanire al momento della morte, proprio come succede quando cadiamo in un sonno profondo, essa di fatto non si estingua, piuttosto si immerge nelle profondità della vita e diventa un tutt'uno con la forza vitale universale del cosmo. In ogni caso, Esperienze come quella di Patrick Geddes rendono nel migliore dei casi poco convincente il secondo tipo di argomentazione contro la vita dopo la morte, che sostiene che la vita cessi completamente quando il corpo si decompone. Per quel che riguarda l'opinione materialista che l'attività spirituale non possa esistere senza attività fisica, Bisogna riconoscere che contiene qualche elemento di verità. È noto che l'attività spirituale è collegata all'attività delle cellule cerebrali. Senza il funzionamento della corteccia cerebrale non potrebbero esserci processi di pensiero complesso né speculazioni religiose. Questo però non vuol dire che la coscienza stessa derivi dal cervello. Io considero piuttosto il cervello come la manifestazione fisica della coscienza. È la sede materiale in cui ha luogo l'attività mentale. È famosa la confutazione di Henry Bergson, esaustiva e impeccabile nella sua logica, delle teorie materialiste sulla vita e sulla morte. In una conferenza del 1912, intitolata Mente e Corpo. Bergson spiegò la relazione tra cervello e coscienza paragonandoli a un appendiabiti con un vestito appeso. Il vestito rappresenta la coscienza e l'appendiabiti rappresenta il cervello. Benché il vestito per essere sostenuto abbia bisogno dell'appendiabiti, è un'entità separata da esso. Non si possono ottenere informazioni sul vestito esaminando l'appendiabiti o viceversa. Se l'appendiabiti cade, cade anche il vestito, ma l'appendiabiti è soltanto il sostegno, non l'origine, del vestito. Tuttavia, se le cellule cerebrali vengono danneggiate, la mente può subire un danno spirituale. Quando il cervello muore, la coscienza non ha più la possibilità di manifestarsi fisicamente, ma questo non vuol dire che la vita nella sua interezza, che include il conscio e l'inconscio, si sia estinta. Numerose funzioni della mente possono continuare a esistere e a evolversi in armonia con la vita cosmica della quale tutte le vite individuali sono parte. Dopo aver discusso del cervello e della coscienza, Bergson concluse che il funzionamento della mente va molto al di là dell'ambito del cervello. La sua opinione era che la mente continua a esistere dopo la morte. Era talmente sicuro delle sue argomentazioni che terminò la conferenza affermando che ora l'onere della prova spettava a coloro che cercavano di negare la possibilità della vita dopo la morte. Recentemente le opinioni di Bergson sono tornate in auge. Questo mi fa piacere, poiché conferma la mia convinzione che la verità prima o poi viene riconosciuta per quanto possa attraversare dei periodi di offuscamento. Nel tentativo di spiegare la vita dopo la morte, tutte le religioni superiori, e molte filosofie, arrivano alla fine al concetto di quo di latenza. Quello che ho cercato di rendere chiaro è che la chiave dell'enigma alla fin fine si può trovare solo nella religione. Perché non esiste una spiegazione scientifica completamente soddisfacente, e forse non esisterà mai. Analogamente, non esiste alcuna prova scientifica dell'impossibilità della vita dopo la morte. Quelli che credono nell'approccio religioso non devono lasciarsi intimidire dalle argomentazioni dei materialisti. Un attento esame rivela che gran parte della logica scientifica di cui essi fanno sfoggio, ammesso che si basi sui fatti, è del tutto superficiale. Il principio di conservazione Un interessante approccio al tema della vita dopo la morte è presentato nel libro Cosa succede all'uomo dopo la morte? di Kinjiro Okabe, professore emerito all'Università di Osaka. Essendo un fisico, Okabe applica un metodo che lui definisce indagine scientifica e che consiste nel trarre deduzioni sulla natura dell'ignoto e dell'inconoscibile da fatti scientifici noti. Pur basandosi sulle leggi della fisica, Okabe si avvicina notevolmente al buddismo nelle sue conclusioni concernenti la vita e la morte. L'elemento chiave della sua argomentazione è il principio di conservazione dell'energia. Questo fondamentale principio della scienza moderna afferma che l'energia non viene mai distrutta, anche se può essere convertita in altre forme di energia, sia dinamica sia potenziale. Per fare un esempio, L'energia elettrica fornita a una lampadina non svanisce ma si trasforma in una quantità equivalente di energia luminosa e di energia termica. L'energia dinamica può risultare soltanto dalla trasformazione di una quantità equivalente di energia potenziale e viceversa. In breve, l'energia non può essere né creata né distrutta. Poiché la materia può essere espressa in termini di energia, esiste anche un principio di conservazione della materia. Secondo Ocabe, un principio analogo può essere applicato anche alla vita, che è una forma di esistenza e deve logicamente essere soggetta alle leggi universali della fisica. Mi sembra una posizione accettabile. Se gli esseri viventi vengono considerati dei complessi di energia, questa energia deve allora essere composta di energia fisica e di energia spirituale. Non vedo alcuna ragione, quindi, per cui entrambe non debbano essere soggette al principio di conservazione dell'energia. Ocabe introduce un concetto da lui definito il nucleo dell'anima, simile se non identico, all'anima postulata da Mikitaro Tanaka. Okabe dice che la vita è lo stato attivo del nucleo dell'anima, mentre la morte è lo stato passivo. Il significato di stato attivo e passivo, termini che sembrano mutuati dalla fisica, è abbastanza chiaro. Stato attivo si riferisce alle manifestazioni visibili della vita i movimenti degli arti, il funzionamento del cervello, l'espressione delle emozioni. Con la morte, queste funzioni vitali entrano in una fase latente o inattiva. Superficialmente sembrano avere cessato di esistere, ma in realtà mantengono il loro potenziale di vita. Questa condizione è quella che Octave definisce stato passivo o morte. Egli ritiene che il nucleo dell'anima, in risposta alle circostanze, si alterni tra lo stato attivo e quello passivo, cioè fra la vita e la morte. Anche se Okabe è giunto a questa teoria deducendola dalle leggi della fisica, le sue conclusioni sono molto vicine al tradizionale concetto di reincarnazione. L'idea della vita e della morte che si alternano ciclicamente può essere spiegata più facilmente usando un'analogia, anche se per inciso va notato che per più della metà della popolazione mondiale, cioè per coloro che vivono in India e nell'Asia orientale, il concetto di reincarnazione non necessita di alcuna spiegazione. In quanto è ritenuto più logico di qualsiasi analogia possa venire in mente, potremmo paragonare la vita alla pioggia. Una volta caduta, la pioggia viene assorbita dal terreno o confluisce nei ruscelli, ingrossandoli. Attraverso i ruscelli l'acqua piovana finisce nei fiumi, che a loro volta sfociano nell'oceano. Dalla superficie degli oceani, L'acqua evapora e va a formare le nubi, dalle quali ricadrà sulla terra sotto forma di pioggia. Nel corso del ciclo idrologico l'acqua alterna lo stato liquido a quello aeriforme, ma la sua struttura chimica rimane inalterata. La vita e la morte sono come lo stato fisico dell'acqua piovana. Come acqua è liquida e visibile mentre come vapore spesso è invisibile. Ma in entrambi gli stati è composta da molecole formate da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Analogamente, la vita e la morte non sono che due aspetti della stessa esistenza fondamentale, che passa da uno stato all'altro e poi di nuovo al primo, in un ciclo infinito. Unendo i principi della fisica a un'originale linea di ragionamento, Okabe ha scrutato in profondità nella natura della vita che si trasforma incessantemente lungo il passato, il presente e il futuro. Il Buddha, per mezzo dell'intuizione religiosa più che dell'induzione scientifica, ha scoperto non solo la vera natura della vita e della morte, ma anche tutte le leggi che governano il funzionamento della vita e del cosmo. Spostiamo quindi ora la nostra attenzione dalla scienza alla religione, dalla conservazione dell'energia al flusso della vita e della morte come le vede il Buddha. La morte come spediente Shakyamuni insegnò che la vita umana è costituita da quattro sofferenze fondamentali: la nascita, la malattia, L'invecchiamento e la morte. Per trovare il modo di liberare gli esseri umani da queste sofferenze, si ritirò dal mondo e si dedicò alla ricerca dell'illuminazione. Credo che il suo scopo principale fosse di trovare quel genere di conoscenza che avrebbe permesso agli esseri umani di superare la sofferenza causata dalla morte. Ciò non significa cercare di evitarla bensì superare la sofferenza che essa comporta. La morte è infatti il problema principale dell'essere umano. L'invecchiamento ha i suoi fastidi e i suoi dolori. Perdiamo il vigore e la bellezza. Vediamo morire i nostri familiari e i nostri amici. Ci ritroviamo soli e privi di forze. Ma il più grande problema dell'invecchiamento è che termina inevitabilmente con la morte. La malattia provoca dolore fisico e angoscia mentale, ma la consapevolezza che spesso essa è l'anticamera della morte è ancor più terribile da sopportare. La nascita è considerata l'inizio di tutte le sofferenze perché una persona, una volta nata, non può evitare la morte. In ultima analisi le quattro sofferenze derivano dalla mortalità dell'uomo e dalla sua avversione per la morte. Tutti gli esseri viventi istintivamente temono la morte, ma la paura che ne ha l'uomo è particolare, perché esso è l'unico animale dotato della capacità mentale di comprendere la morte e di chiedersi cosa vi sia dopo. Questa consapevolezza genera un terrore sconosciuto agli altri animali, e spinge l'uomo ad aspirare all'immortalità. In passato i sovrani e i potenti cercarono sopra ogni altra cosa di trovare l'elisir dell'immortalità, mentre la gente comune sognava di vivere per sempre in paradiso. Recentemente, ho letto che alcuni americani affetti da malattie incurabili vogliono farsi ibernare nella speranza che un giorno la medicina sarà in grado di guarirli. Anche se l'attaccamento alla vita non si spinge molto spesso a estremi così morbosi, è sicuramente abbastanza forte da indurre moltissime persone a evitare di pensare alla morte come se fosse un debito il cui pagamento può essere rimandato indefinitamente. Quando alla fine ci si rende conto che questo non è possibile, ci si consola con l'idea di un'anima indistruttibile o di un altro mondo in cui si rinascerà per vivere eternamente. Come abbiamo già visto, queste credenze sono presenti nella maggior parte delle religioni. Persino nel buddismo esiste la credenza che i devoti rinasceranno in una terra pura situata a Occidente, dove vivranno per sempre nella gloria, nella beatitudine e nella perfetta illuminazione. Benché quest'idea abbia un largo seguito, essa inizialmente fu esposta non tanto come teoria definitiva sulla vita dopo la morte, quanto come mezzo per attrarre le persone al buddismo. L'intento originario di Shakyamuni era di eliminare il vano attaccamento degli esseri umani a questo mondo, così da metterli in grado di affrontare apertamente il problema della morte. Mentre la maggior parte degli uomini non vuole morire e nemmeno pensare alla morte, Egli superò coraggiosamente quest'istintiva avversione e accettò le quattro sofferenze come le normali condizioni della vita. Penamente consapevole della sofferenza umana, contemplò l'essenza della vita e della morte. Il Buddismo è stato spesso criticato perché mette l'accento sulle sofferenze della vita. Ma cosa potrebbe esserci di più positivo che confrontarsi con la realtà della morte e con le sofferenze che essa comporta, così da trovare il modo migliore di affrontarle? Anche se il buddismo predica l'eternità della vita, la sua teoria non è un semplice palliativo per coloro che considerano la morte con terrore. Al contrario, L'impermanenza di tutti i fenomeni e il prevalere della sofferenza nella vita umana, due fra gli insegnamenti fondamentali del buddismo, sono dottrine che l'uomo medio trova probabilmente deprimenti, se non spaventose come la morte stessa. Lungi dal mascherare la verità, il buddismo ci chiede di accettare serenamente e coraggiosamente il fatto che tutto ciò che vive deve morire. Ma perché dobbiamo morire? La vita e la morte sono fondamentalmente separate o sono intimamente connesse? Che genere di corrente o di flusso è la vita? Con coraggio, pazienza e mente aperta, Shakyamuni ha cercato nella sua stessa vita le vere risposte a queste domande, e la risposta che ha trovato con la sua illuminazione è l'eternità della vita. Descrivendo la propria illuminazione, Shakyamuni ha detto, Così ricordai le mie vite passate, la prima vita, la seconda vita, la terza vita, la quarta vita, la decima vita, la ventesima vita, la trentesima vita, la quarantesima vita, la cinquantesima vita, la centesima vita, la millesima vita, la centomillesima vita. Le innumerevoli formazioni dell'universo, le innumerevoli distruzioni dell'universo, le formazioni e le distruzioni dell'universo. Ricordai quali erano stati i miei nomi e i miei cognomi, i miei nomi tribali, quello che mangiavo, i piaceri e i dolori che avevo provato. È un errore considerare la vita come un assoluto ignorando la morte, o viceversa. L'una e l'altra sono fasi intrinseche dell'esistenza. La vita umana fluisce eternamente come un'onda, e la vita e la morte si alternano lungo il corso del tempo. Shakyamuni percepì questa verità ricordando il flusso delle sue vite. La sua non è una romantica dottrina dell'immortalità nata dalla brama di vivere. Egli percepì che la vita doveva essere eterna perché la legge di causa ed effetto attraversava la serie delle sue personali esistenze. Secondo la sua concezione, la morte giunge perché possa nascere una nuova vita. La sua funzione è simile a quella del sonno. È un periodo di riposo prima di un nuovo risveglio. Quest'idea è espressa nel capitolo del Sutra del Loto che espone l'eternità della vita del Buddha e spiega che la morte è un espediente che non deve essere trascurato, ma che è subordinato alla vita. Questa visione è per molti versi un inno alla vita, che non incita però a fuggire la morte o a ignorarla. Lo scopo del Sutra del Loto, come quello di Shakyamuni è di metterci in grado di assaporare le gioie della vita senza ignorare la natura e l'essenza della morte. Vorrei sottolineare che il buddismo non è, come dicono i suoi detrattori, una religione pessimista che predica il distacco dal mondo, ma allo stesso tempo non esorta a un ottimismo smisurato. Il suo messaggio è che la gioia di vivere non può essere trovata eludendo le sofferenze della vita, ma solo affrontandole fino in fondo. La vera felicità non deriva dalla foga dal mondo, l'estasi basata sull'illusione non dura. L'illuminazione può essere conseguita solo guardando in faccia la verità, per quanto sgradevole sia. L'idea della morte come espediente è una profonda intuizione ma non costituisce la spiegazione completa della relazione tra la vita e la morte. Forse anche la vita dovrebbe essere considerata un espediente, finalizzato a condurre gli esseri umani a una visione più sana della morte, andando ancora più in profondità. Nikiren spiega che la vita e la morte sono due aspetti di un'unica entità. Nella raccolta degli insegnamenti orali dice, considerare la vita e la morte con avversione e cercare di separarsi da esse illusione, o illuminazione parziale. Percepire chiaramente la vita e la morte come l'essenza della vita eterna significa conseguire la completa illuminazione. Ora Nichiren e i suoi discepoli che recitano nam o Renge si risvegliano alla verità che il flusso e il riflusso di nascita e morte sono l'intrinseco funzionamento della vita eterna. Esistenza e non esistenza, nascita e morte, apparizione e scomparsa, esistenza mondana e nirvana sono tutti processi essenziali ed eterni. La morte, in ultima analisi, non è né un fenomeno temporaneo né un espediente. Assieme alla vita, è una funzione intrinseca dell'esistenza fondamentale e coesiste con la vita cosmica. L'illuminazione di Shakyamuni dimostra che la morte non deve essere né evitata né vista con terrore. Nichiren ci ha dato una spiegazione ancora più chiara e più esauriente della vita e della morte come aspetti dell'eterno flusso dell'essere universale. L'illuminazione rivelò a Shakyamuni il vasto panorama della vita umana che si estende attraverso il tempo e lo spazio. Egli deve aver visto persone le cui vite si erano spente poco dopo la nascita e altre che avevano vissuto fino alla vecchiaia inoltrata. Sull'altro versante, fra coloro che muoiono devono esserci alcuni che rinascono quasi immediatamente e altri per cui lo stato di morte si trascina per eoni. Lo stato di morte può essere un periodo di pace ma anche un incubo apparentemente interminabile. In entrambi i casi, a un certo punto si trasformerà nuovamente nello stato di vita. Per l'esistenza individuale la morte è un mezzo per accumulare energia per la vita, un periodo di riposo che precede il ritorno all'azione. Il ciclo di nascita e morte viene spesso paragonato al ciclo circadiano di veglia e sonno. Il paragone è calzante, dato che il sonno ci ristora e ci prepara a una nuova giornata, così come la morte ci prepara a una nuova vita. Un altro punto in comune tra il sonno e la morte è che nell'uno o nell'altra distruggono la nostra identità. Proprio come una persona quando si sveglia dopo avere dormito è ancora la stessa di prima, così un'entità di vita che muore rimarrà la stessa anche quando rinascerà. In questo senso la morte può essere considerata a ragione un espediente. Per inciso, va notato che secondo gli psicologi il sonno ha un ruolo più attivo di quello che gli viene attribuito tradizionalmente. Quando dormiamo sogniamo, e gli psicoanalisti, da Freud in poi, sostengono che i sogni sono l'espressione delle nostre speranze e delle nostre frustrazioni. Essi alleviano le tensioni alle quali non siamo stati capaci di reagire da svegli. Un esempio che spesso si fa è quello di un uomo arrabbiato con qualcuno e che però nella vita reale non può dare sfogo ai suoi sentimenti. Se quest'uomo fa un sogno in cui esprima apertamente la propria collera nei confronti dell'altra persona, probabilmente si sveglierà rinvigorito e liberato dal suo risentimento. In questo modo... I sogni hanno spesso una funzione catartica. Non è infrequente che mentre stiamo dormendo, o nel dormiveglia, ci venga una buona idea o un'ispirazione. A proposito di questo fenomeno, Teru Okuma, dell'Università di Tottori, ha scritto: i sogni sono l'espressione del vero io. Essi liberano i desideri e le preoccupazioni abitualmente repressi durante la veglia. In alcuni casi, la mente durante il sonno può elaborare idee più creative o efficaci che durante la veglia. L'idea che il sonno sia uno stato secondario non è più sostenibile. Il sonno fa parte della nostra attività vitale tanto quanto la veglia. Per citare le parole di Juni Matsumoto, dell'Università di Tokushima, la veglia e il sonno possono essere considerati come stati alterni in un flusso ininterrotto di coscienza. Questi stati alterni si combinano con le varie funzioni del cervello per generare le attività spirituali e vitali. Bisogna osservare che in questa affermazione il termine coscienza include anche l'inconscio. Ma, tornando al tema della vita e della morte, ci troviamo ora in una posizione migliore per esaminare le profonde spiegazioni fornite dalla filosofia di Nikiren. Shakyamuni, nella sua saggezza, Descrisse le fasi della vita e della morte ma non ritenne necessario definire a parole l'indistruttibile essenza dell'universale flusso dell'esistenza. Anche se predicava che l'insegnamento fondamentale del buddismo era la percezione di questa realtà essenziale, non la descrisse mai chiaramente. L'incessante flusso della vita è generato dalle più intime profondità dell'essere come le onde dall'oceano. Esso si sviluppa ininterrottamente dall'infinito passato all'infinito futuro in accordo col ritmo di nascita e morte. Il nostro sé, che è l'essenza fondamentale della nostra vita, nel corso del suo eterno viaggio manifesta gli incessanti cambiamenti temporanei, ma resta costantemente ancorato alla grande corrente della vita cosmica. A volte il si sperimenta la dinamica gioia della vita, a volte si crogiola dalla calma serenità della morte. Per alcuni, sia la vita sia la morte, possono essere colme di dolore e di pena. In ogni caso, la vita e la morte sono entrambe funzioni o espressione dell'eterno flusso della vita. E tutti i flussi di vita individuali sono fusi con la realtà fondamentale dell'universo. Questo flusso totale è una marea cosmica, unica e indivisibile. La corrente di vita universale, che è immanente in tutti i fenomeni e sta alla base di ogni attività vitale. È la legge mistica rivelata da Nichiren. Il potere compassionevole della legge mistica risiede nelle più intime profondità di tutto ciò che esiste nell'universo. Le nostre vite esistono, sono sempre esistite ed esisteranno sempre contemporaneamente all'universo. Esse non preesistevano all'universo non sono comparse casualmente né sono state create da un essere soprannaturale. Nichiren ha insegnato che la vita e la morte sono gli alterni aspetti in cui si manifesta il nostro vero sé, e fanno entrambe parte dell'essenza cosmica. Nel Gosho il supremo insegnamento affermato da tutti i Buddha nelle tre esistenze, Nichiren scrive. L'idea che la vita e la morte siano due cose distinte è il ragionamento dei sogni, illusorio e rovesciato. Se esaminiamo la nostra vera natura quando siamo bansvegli, non troveremo nessun inizio che richieda la nostra nascita e nessuna fine che richieda la nostra morte. Quel che troveremo è l'essenza della vita, che non può essere bruciata dal fuoco alla fine di un calpa né spazzata via da un'inondazione, né recisa da una spada, né trafitta da una freccia. Non è troppo grande per entrare nel seme di un fiore senza che il seme si espanda, e non è troppo piccola per riempire l'intero universo senza che l'universo si contragga. L'essenza della vita a cui si riferisce Nichiren in questo brano è la legge mistica. Che è la totalità dell'esistenza universale, immanente in tutti gli esseri. Nikiren riafferma qui che la nostra natura non ha né inizio né fine mai coeva all'universo. Si ritiene che le prime forme di vita siano comparse sulla Terra tre miliardi di anni fa. Gli esseri umani sono apparsi un milione o forse due milioni e mezzo di anni fa. Ma sarebbe superficiale sostenere che la vita in sé esista solo da 3 miliardi di anni, o che il sé dell'esistenza umana risalga alla prima comparsa degli uomini sulla Terra. La vita e il sé esistevano molto prima di assumere una forma manifesta su questo pianeta. Analogamente, continueranno a esistere per tutta l'eternità attraverso infinite ripetizioni del ciclo di nascita e morte. Recentemente mi è stato chiesto se una persona stanca della vita possa sfuggirle suicidandosi o pagando qualcuno per farsi uccidere. La risposta è no, ed è implicita nel brano citato prima, l'essenza della vita. Virgola non può essere bruciata dal fuoco alla fine di un calpa né spazzata via da un'inondazione, né recisa da una spada, né trafitta da una freccia. Poiché tutte le forme di vita esistono sin dall'origine e sono simultanee all'universo, sono anche indistruttibili. Adottando la terminologia di Chigniro Kabe, l'energia cosmica, l'inesauribile fonte di ogni attività, sia fisica sia spirituale, Opera secondo il principio della conservazione dell'energia non viene né creata né distrutta per quanto possa trasformarsi in infiniti modi innumerevoli volte il sé è imperituro e la sofferenza non cessa con la morte il brano che afferma che l'essenza della vita può essere contenuta nel seme di un fiore o può riempire l'intero universo non può essere spiegato senza fare riferimento al concetto di Q, latenza, in quanto l'entità mistica trascende i confini di spazio e di tempo proprio perché si trova nello stato di Q. Noi tendiamo a considerare inattivo lo stato di Q come l'acqua nel fondo degli oceani, ma in realtà esso è eternamente pervaso dalla vibrante energia della vita. Nemmeno la morte è statica. Proprio come parliamo delle attività della vita, possiamo correttamente parlare delle attività della morte, benché esse non siano visibili ai nostri occhi. Molte entità vitali dopo la morte godono di un periodo di pace e di tranquillità. Ma per altre la morte porta con sé terrore, inquietudine, angoscia e tormento. Le attività della morte possono essere paragonate alle innumerevoli onde radio trasmesse nelle tere. Certe onde sono gioiose e trasmettono musica, risate e buone notizie, altre trasmettono invece propaganda violenta e piena di odio. Di qualunque genere esse siano, Nessuna interrompe o disturba le altre finché si trovano su lunghezze d'onda diverse. Senza un apparecchio ricevente non possiamo percepire la presenza delle onde radio, ma con una radio o una televisione possiamo ascoltare o vedere le onde su cui ci sintonizziamo. Parlando in generale, il sé che muore rimane sintonizzato sullo stato di esistenza della sua ultima vita può esserci dunque tanto un sé sintonizzato sull'angoscia e sulla sofferenza quanto un sé sintonizzato sulla gioia. Le funzioni e le attività della morte, anche se strutturalmente differenti da quelle della vita, sono comunque sostenute dall'essenza della vita. La morte, essendo un tutt'uno con la vita, è anch'essa originaria ed eterna. Che manifesti lo stato di vita o quello di morte, il nostro se resta parte integrante della vita cosmica. Persino in una persona che si trova nel mondo di inferno, il supremo mondo di Buddha rimane vivo, perché l'energia della legge mistica permea le più profonde correnti sotterranee della morte. Il Buddha, con la sua profonda compassione, illumina le realtà della vita e della morte così come sono, offrendo anche ai morti la possibilità di salvezza e placando le loro sofferenze. La vita in altri mondi, le probabilità della vita extraterrestre, abbiamo visto che secondo il buddismo la vita e la morte sono le fasi alterne di un'esistenza eterna. Ma fin quando limitiamo il discorso a noi stessi e al pianeta in cui viviamo non possiamo parlare realmente di eternità. La Terra è soltanto uno dei numerosi pianeti che girano intorno alla stella relativamente piccola che chiamiamo Sole. Esistono infinite stelle simili a esso nella Via Lattea, che a sua volta è soltanto una delle innumerevoli galassie dell'universo conosciuto. Si pensa che la Terra abbia più di 4 miliardi di anni. Il Sole è certamente più vecchio, ma non si sa esattamente di quanto. Quel che sembra certo è che entrambi un giorno moriranno, o perché il Sole esploderà, o per disintegrazione interna, o a causa di qualche altro processo. In ogni caso né la Terra né il Sole sono eterni e persino la vita della Via Latta è presumibilmente limitata in confronto a quella dell'universo. Il fatto osservabile che tutti i corpi celesti sono costantemente soggetti al cambiamento può essere visto come una spettacolare manifestazione fisica della dottrina buddista dell'impermanenza di tutti i fenomeni. Secondo il punto di vista dell'astronomia, la Via Lattea è simile ad altre galassie e il Sole ad altre stelle. È quindi possibile che nell'enorme vastità dell'universo esistano altri sistemi solari simili al nostro e cui pianeti siano abitati da forme di vita come la nostra. Oggi, che la materia organica può essere creata in laboratorio a partire da componenti inorganici. La presenza della vita in altre parti dell'universo sembra più verosimile rispetto ai tempi in cui ciò non era possibile. Alcuni anni fa, Kirill Ponnamperuma, noto biochimico e professore all'Università del Maryland, annunciò la scoperta di un composto di tipo pirimidinico in un frammento di meteorite. In precedenza lo stesso Ponnamperuma e il suo staff avevano trovato degli amminoacidi in un altro meteorite. In entrambi i casi le sostanze isolate erano talmente diverse da quelle presenti negli organismi terrestri che dovevano necessariamente provenire dallo spazio. Dato che la pirimidina è un componente degli acidi nucleici presenti della materia organica e gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine, la scoperta di Ponnamperuma dimostra che anche al di fuori del nostro pianeta esistono gli elementi di base costitutivi della vita. E dato che i frammenti di meteorite esaminati non sono che un piccolo campione di quelli caduti sulla Terra. E un ancor più piccolo campione di quelli che viaggiano nello spazio, si è tentati di credere che gli acidi nucleici e gli amminoacidi siano ampiamente presenti in tutto l'universo. La sola presenza degli elementi costitutivi della vita non significa però che la vita si sia sviluppata o si svilupperà. Sono necessarie determinate condizioni ambientali ed è difficile supporre che la vita in qualsiasi forma possa esistere in circostanze troppo differenti da quelle che esistono nel nostro pianeta. In primo luogo, poiché tutte le stelle finora osservate sono troppo calde per ospitare esseri viventi, la vita potrebbe esistere solo sui pianeti. Inoltre, per ospitare la vita un pianeta dovrebbe trovarsi in un'orbita stabile né troppo vicina né troppo lontana dalla propria stella, altrimenti le variazioni di temperatura sarebbero troppo ampie per consentire la vita. Infine, il pianeta dovrebbe essere abbastanza grande perché il suo campo gravitazionale sia in grado di trattenere l'ossigeno il vapore acqueo e gli altri gas necessari alla vita. Poiché i pianeti non emettono luce propria, quelli esterni al nostro sistema solare non possono essere osservati. Teoricamente la loro presenza potrebbe essere rilevata misurando le irregolarità nel movimento delle stelle, ma tali irregolarità sono minime e quindi difficilmente misurabili. Ciò nonostante si pensa che la stella di Barnard, scoperta nel 1916 dall'astronomo americano Edward Barnard e situata a circa sei anni luce dalla Terra, abbia un pianeta della grandezza di Giove. Si presume inoltre che nelle vicinanze del nostro Sistema Solare vi siano un certo numero di stelle attorno alle quali ruotano dei pianeti. Dato l'enorme numero di stelle, è improbabile che il nostro sistema solare sia l'unico del suo genere. E se ce ne sono due, perché non tre, quattro, cento o mille? La maggior parte degli astronomi oggi crede che l'universo contenga centinaia di milioni di pianeti con condizioni ambientali più o meno simili a quelle della Terra. Rimane quindi la questione della probabilità. Nelle migliori condizioni, può essere necessario molto tempo perché le potenzialità della vita diano frutti. Per esempio, nell'unico caso di cui siamo a conoscenza, quello del nostro pianeta, si ritiene generalmente che le prime forme di vita organica abbiano fatto la loro apparizione non meno di due miliardi di anni dopo la formazione della Terra. Se osserviamo un dado, Vediamo che ha sei facce, di conseguenza, quando lo lanciamo, ci sarà una probabilità su sei che una data faccia appaia. Ma ciò non vuol dire che le facce appariranno in successione una volta ogni sei, né che esiste un modo per predire quante volte si dovrà effettuare il lancio per ottenere la faccia desiderata. Le condizioni perché la vita si generi sono come la faccia di un dado. Solo che gli scienziati non sanno ancora quante facce abbia questo dado, potrebbero essere dozzine, ma potrebbero essere miliardi. Molto tempo fa, con un'intuizione più religiosa che scientifica, i filosofi buddhisti hanno elaborato l'idea che l'universo contenga un numero infinito di terre del Buddha che si estendono in tutte le direzioni dello spazio e che abbracciano tutto il tempo. Dall'infinito passato all'eterno futuro. Parlavano di Sanse, che significa le tre esistenze passato, presente e futuro, e di Yippo, che significa le dieci direzioni cioè la tonalità dello spazio, per indicare l'universo nel suo insieme. Nel goscio risposta a Taiyunno Sakan, Nikiren scrive, Un mondo è formato dal monte Sumeru, dai quattro continenti che lo circondano ed altri pianeti. Dieci miliardi di mondi formano un sistema minore di mondi, mille sistemi minori di mondi formano un sistema intermedio di mondi e mille sistemi intermedi di mondi formano un sistema maggiore di mondi. In parole più semplici, ciò significa che esiste un numero infinito di mondi in cui è presente la vita e che ciascuno ha il suo Buddha. Il buddismo non è quindi chiuso o ancorato al nostro piccolo mondo. Si espande illimitatamente e abbraccia tutti i fenomeni e tutte le leggi, sia a livello microcosmico che a livello macrocosmico, a causa dell'enorme distanza che ci separa dalle altre stelle e dagli altri pianeti. È improbabile che in un prossimo futuro noi abitanti della Terra saremo in grado di entrare in contatto con esseri extraterrestri. Gli scrittori di fantascienza sono comunque liberi di continuare a immaginare che Marte sia abitato da piccoli omini verdi o che mostri in formi provenienti da altri pianeti invadano la Terra. Del resto... È possibile che gli esseri che vivono su altri corpi celesti siano talmente diversi da noi da non poter essere immaginati nemmeno dagli scrittori di fantascienza. Se si considera l'incredibile varietà degli esseri viventi che esistono sul nostro pianeta, non c'è alcuna ragione di supporre che gli esseri di altri mondi debbano necessariamente assomigliare fisicamente ai terrestri. Tutto ciò che possiamo dire al proposito è che la forma umana si è dimostrata adatta allo sviluppo di facoltà mentali, e che possiede gli organi di senso necessari a percepire i suoni, la luce e gli odori. Di conseguenza è ragionevole presumere che almeno alcune forme di vita su altri pianeti abbiano una struttura generale simile alla nostra. D'altra parte, anche se ci fosse qualche somiglianza, potrebbero esserci alcune differenze radicali dovute a differenze ambientali, come ad esempio una minore o maggiore forza di gravità. Se su Marte, dove la gravità di superficie è solo lo 0,38 rispetto a quella terrestre, si fossero evoluti degli esseri viventi di tipo umanoide. Sarebbero comunque più alti e più magri dei terrestri. Su Giove, la cui gravità è invece 2,65 volte maggiore della nostra, essi sarebbero presumibilmente più tarchiati e massicci. Probabilmente gli extraterrestri avrebbero un colore diverso dal nostro e i loro organi di senso potrebbero essere più o meno sensibili dei nostri. Dobbiamo anche tenere in considerazione la possibilità di differenze chimiche. Sulla Terra la vita animale, compresa quella umana, si basa sul fatto che le molecole delle proteine sono attive nell'acqua. I nostri corpi sono composti da proteine e sostenuti dall'acqua e dai suoi costituenti. Si dice però che i grassi, generalmente noti come lipidi, in condizioni adatte potrebbero costituire la materia di base delle cellule viventi. I lipidi hanno una sufficiente capacità di crescita, vale a dire una sufficiente instabilità, per sostenere la vita, e inoltre si trovano ampiamente in tutto l'universo, essendo in grado di formare composti macromolecolari. Potenzialmente potrebbero diventare entità viventi altamente organizzate. Isaac Asimov, noto biochimico e scrittore di fantascienza americano, è convinto che anche il fluoro carbonio e il fluoruro di silicio possano formare macromolecole e costituire la base di organismi viventi. Le proteine, inoltre, non sono attive soltanto in acqua. Ma anche nell'ammoniaca liquida. Poiché l'ammoniaca si liquefa a una temperatura fra i meno 50 e i meno 70 gradi centigradi, a tali basse temperature una vita su base proteica potrebbe essere possibile. I lipidi potrebbero vivere nel metano utilizzando l'idrogeno come acqua. Sia il fluoro carbonio che il fluoruro di silicio potrebbero formare macromolecole in un ambiente di zolfo liquido. Asimova ha elencato sei combinazioni che potrebbero avere come risultato la comparsa della vita: lipidi in nitrogeno, lipidi in metano, proteine in ammoniaca, proteine in acqua, fluoro carbonio in zolfo e fluoruro di silicio in zolfo. Dato che l'idrogeno si liquefa a circa meno 240 c e lo zolfo a più di 100 c la vita basata su questi elementi chimici può essere possibile a temperature alle quali la vita sulla Terra verrebbe distrutta. Questo aumenta le possibilità che una vita di questo tipo possa esistere in altre parti del nostro sistema solare. In ogni caso, le possibilità che la vita esista in altre parti dell'universo aumenta considerevolmente se si includono sostanze diverse dalle proteine. Il silicio, uno dei componenti del fluoruro di silicio, è molto diverso dal carbonio, che è un componente essenziale delle proteine. Noi associamo il silicio alle rocce. Ma se un tipo di sostanza organica si sviluppasse da esso, avrebbe con tutta probabilità la consistenza della gomma. Presumibilmente un corpo vivente fatto di questa sostanza potrebbe assomigliare alla roccia pur funzionando come un organismo. Ma se si sì è possibile per noi comunicare o scambiare idee con esseri viventi non costituiti da proteine, è tutta un'altra questione. Sicuramente le percezioni sensoriali e il modo di pensare di tali esseri sarebbero molto diversi dai nostri, dal punto di vista fisico e chimico. L'aria che respiriamo potrebbe essere un veleno mortale per esseri fatti di carne non proteica. Anche supponendo che questi esseri avessero la nostra stessa capacità mentale, su quali argomenti potrebbero conversare con noi? Sembra possibile che esseri di intelligenza superiore siano giunti a concetti simili ai nostri in campi quali la matematica, la fisica e la chimica. Un programma spaziale americano, chiamato Progetto OZMA, ha tentato di stabilire un contatto con gli extraterrestri tramite la trasmissione di formule matematiche. Ma, a meno che questi esseri non siano simili a noi, ci sono pochissime possibilità di comunicare su argomenti come la letteratura, le scienze sociali o l'arte. La vita sulla Terra non essendo possibile alcuna conclusione certa riguardo alla vita extraterrestre. Resta il fatto che le astronave Terra ospita l'unica vita di cui abbiamo qualche conoscenza definita. Rivolgiamo perciò la nostra attenzione alla vita così come si è sviluppata sulla Terra, dove la comprensione e la comunicazione reciproche sono possibili. Nell'elaborare una filosofia della vita, dobbiamo domandarci come è avvenuto che gli esseri viventi, tra cui gli animali, le piante e gli innumerevoli microrganismi, a un certo punto abbiano fatto la loro comparsa sul pianeta. In generale esistono due teorie. Una sostiene che la vita sia giunta dallo spazio, l'altra che sia stata generata sulla Terra. La prima teoria lascia insoluto il problema di come la vita abbia avuto origine da qualche altra parte. In parte per questa ragione e in parte perché l'idea che la Terra non sia il centro della creazione è relativamente nuova. La storia del pensiero umano su questo argomento è stata dominata dalla seconda teoria. Il Vecchio Testamento racconta che Dio creò l'universo e tutto ciò che esso contiene in sei giorni, mentre il Settimo si riposò. Anticamente i teologi cristiani calcolarono che la creazione fosse avvenuta circa 4.000 anni prima della nascita di Cristo. L'idea di un mondo creato da una divinità è presente nelle mitologie di quasi tutti i popoli ed è stata la spiegazione generalmente accettata sino all'avvento dell'era scientifica. Tuttavia, con lo sviluppo della conoscenza, sono sempre di più le persone che dubitano dell'esistenza delle divinità e scartano l'idea che il mondo sia stato creato da Dio. Se il mondo non è stato creato da Dio, l'unica alternativa è quella di considerare la vita come uno sviluppo spontaneo che ha avuto luogo nel corso dell'evoluzione della Terra. Anche quest'idea non è nuova. Aristotele credeva che le anguille fossero nate dal fango caldo e le api dalla rugiada. L'idea che le creature viventi fossero nate dall'aria permase fino a quando Pasteur non la smentì dimostrando che gli organismi che provocavano la fermentazione erano prodotti da altri organismi simili presenti nell'aria. Oggi gli scienziati credono che la nascita della vita sia il risultato di determinate reazioni chimico-fisiche che ebbero luogo 2 miliardi e mezzo o 3 miliardi di anni fa. D'altra parte, a causa della scoperta di materia organica nei meteoriti, non possiamo completamente escludere che alcune forme di vita siano arrivate sul nostro pianeta dallo spazio. Ma siccome sappiamo ben poco sulle condizioni dello spazio, potremmo anche supporre che la vita sia cominciata sul nostro pianeta. Per sapere in che modo, dobbiamo considerare come era la Terra durante i primi stadi del suo sviluppo. Secondo gli scienziati, il nostro pianeta 3 miliardi di anni fa era coperto da masse di nuvole. Le eruzioni vulcaniche erano incessanti e la roccia fusa ricopriva gran parte della superficie terrestre. Dalle spaccature del terreno uscivano fumo e fiamme e il vapore si sviluppava anche quando pioveva. In seguito la superficie si raffreddò gradualmente e si formò la crosta terrestre. L'acqua si raccolse a formare gli oceani. L'atmosfera era composta di esalazioni vulcaniche contenenti vapore acqueo, metano, azoto, ammoniaca, solfuro di idrogeno e acido carbonico. L'ossigeno libero era molto scarso e di conseguenza non esisteva lo strato protettivo di ozono che abbiamo oggi. Le radiazioni ultraviolette del Sole colpivano impietosamente la superficie del pianeta. Paradossalmente, questo ambiente infernale, che avrebbe con tutta probabilità distrutto qualsiasi forma di vita proveniente dall'esterno, era un prerequisito necessario alla vita che effettivamente in seguito venne in essere. Soltanto a simili temperature, infatti, potevano formarsi gli amminoacidi e gli acidi nucleici che compongono le proteine. La spiegazione più accettata di ciò che accadde dopo fu elaborata nel 1922 dal biochimico russo Aleksandro Parin, che sostenne che la vita ebbe origine in due stadi. Inizialmente, grazie ai raggi ultravioletti o ai fulmini, i costituenti atmosferici come il metano e l'ammoniaca si unirono a comporre gli amminoacidi e l'adenina un componente base dell'acido nucleico. I composti organici così prodotti furono trasportati dalla pioggia negli oceani che divennero gradualmente una specie di brodo nutriente, il cosiddetto brodo primordiale. In questo ambiente, ripetute reazioni chimiche condussero alla fine a un nuovo stadio, cioè alla creazione delle prime cellule viventi elementari. Che Oparin chiamò Coacervati. All'interno di questa teoria esistono importanti variazioni. Per esempio, John Bernal, 1901-1971, dell'Università di Londra, ipotizzò che la vita abbia avuto inizio non negli oceani ma nell'argilla umida delle coste. Ma tutti coloro che sostengono questo tipo di teoria concordano su due punti. Il primo è che la superficie terrestre primitiva forniva le condizioni adatte alla nascita della vita. Il secondo è che la vita così formata è apparsa spontaneamente sul pianeta. Non è stata né creata da un essere superiore né importata da una fonte esterna. Alcuni scienziati e filosofi, pur accettando queste premesse, Ipotizzano che l'apparizione della vita sulla Terra sia stata un avvenimento puramente casuale, un evento unico che non potrebbe mai più accadere altrove. L'implicazione di questa ipotesi è che la vita come noi la conosciamo esiste unicamente sulla Terra. Fra i fatti a sostegno di questa tesi, il più importante si basa sulla chimica dei corpi viventi. Le molecole delle proteine sono composte da centinaia di amminoacidi. Questi si dividono in due forme conosciute, gli amminoacidi levogiri e gli amminoacidi destrogiri, che sono immagini geometricamente speculari gli uni degli altri. Quando vengono sintetizzati in laboratorio, le forme levogire e quelle destrogire si producono in proporzioni uguali. Ma, Stranamente, tutti gli esseri viventi sono costituiti unicamente da amminoacidi levogiri. Secondo alcuni, un simile risultato può essere frutto solo di una serie di reazioni assolutamente accidentali. Altri suggeriscono invece che possono essere esistite forme di vita costituite da amminoacidi destrogiri che si sono poi estinte nel corso dell'evoluzione della Terra. Questa teoria è ragionevole, e forse potrebbero esserci anche altre spiegazioni di questo fenomeno, ma anche ammettendo che fin dall'inizio siano esistiti soltanto gli amminoacidi levogiri, io non credo che l'unica spiegazione rimanga quella del caso fortuito. Un'origine casuale della vita va contro ogni probabilità. Fra le molte argomentazioni addotte a questo riguardo, sono particolarmente attratto da quella di Aruiko Noda, professore dell'Università di Tokyo, presentata nel suo libro Le origini della vita, che mi ha colpito in quanto è allo stesso tempo chiara e facilmente comprensibile. Diversi tipi di amminoacidi presenti nella struttura delle proteine sono solo 20 e dobbiamo presumere che fossero già tutti presenti sul pianeta durante lo stadio iniziale. È illogico pensare che ne mancasse qualcuno, dato che sono tutti indispensabili alla vita, questi amminoacidi si uniscono in catene per formare le molecole proteiche. Noda esordisce prendendo in considerazione una proteina composta da catene di 100 molecole di amminoacidi? Secondo i suoi calcoli, la probabilità che una simile molecola si produca per puro caso è una su 10.130. Anche nel migliore dei casi, sarebbero necessari 10.120 per produrre una singola molecola del tipo designato. Per condurre un esperimento che porti alla produzione di quest'unica molecola sarebbero necessarie 1075 tonnellate di amminoacidi, mentre di fatto si ritiene che tutta la materia presente nell'universo conosciuto non pesi più di 1049 tonnellate. Quindi, anche se l'intero universo fosse composto esclusivamente di amminoacidi, cosa che non è, non ne conterrebbe abbastanza per soddisfare il fabbisogno necessario alla produzione di una sola molecola proteica. Ciò significa, di fatto, che anche se l'intero universo fosse costituito dai componenti primari degli acidi nucleici, non esisterebbe ugualmente la certezza di produrre il più semplice acido nucleico in un miliardo di anni di reazioni consecutive. La probabilità è solo probabilità. Non possiamo scartare in assoluto l'idea che la comparsa della vita sulla Terra sia un evento unico nell'eternità. Tuttavia è molto più ragionevole supporre che l'universo stesso possieda un'intrinseca tendenza a sviluppare la vita o, per usare un'immagine simbolica, che esso sia un grande utero gravido di vita. Come ha detto Noda, se l'impossibile fesse accaduto un'unica volta, senza alcuna ragione, allora non resterebbe più spazio per ulteriori argomentazioni. Ma è spiacevole non avere alcuna risposta. Rimane la possibilità che nel mondo naturale tutta la materia possieda un impulso interno alla produzione della vita. Se accettiamo l'alternativa che la natura sia sempre pronta a produrre la vita, che l'inclinazione verso la vita sia immanente all'universo stesso, ne consegue che la vita macrocosmica deve possedere una forza costitutiva che la rende capace di produrre e nutrire tutte le forme di vita esistenti ed indurle a procreare a loro volta. In pratica, Quel che Noda sta dicendo è che persino la materia inorganica è orientata verso la vita. Sembra che anche Taylor Chardin la pensasse allo stesso modo. Egli paragona la vita a una sorta di gas compresso, sempre pronto a fuoriuscire da un qualunque spiraglio dell'universo? La stessa Terra, formatasi 5 miliardi di anni fa. È esistita per circa due miliardi di anni prima che la vita facesse la sua comparsa. Taylor Deschardin considera questi due miliardi di anni come un periodo di preparazione, durante il quale fu predisposto l'ambiente adatto alla trasformazione della materia inorganica in materia organica, in un certo senso. La differenza fra vita e non vita non è così netta come siamo abituati a pensare. A giudicare dalle apparenze, i composti organici come il metano e l'ammoniaca sono privi di vita quanto le sostanze inorganiche. Eppure, quando i prodotti chimici organici vengono sintetizzati in amminoacidi complessi, acidi nucleici e proteine, subiscono una trasformazione che dà origine alla vita primordiale. Per quanto le loro teorie siano diverse, sia Noda che Teilhard e Chardin sembrano puntare a un'unica conclusione, anche prima della genesi della vita, la Terra era una gigantesca massa di vita potenziale, in grado di generare la miriade di esseri che in seguito fecero la loro comparsa. Molti scienziati pensano che nei primi stadi dello sviluppo della Terra fossero presenti tutte le sostanze e le condizioni ambientali necessarie alla vita. Io andrei oltre dicendo che era presente anche una forza vitale essenziale, che deve essere inerente all'intero universo. In ultima analisi, Supporre che un unico pianeta e un unico sistema solare contengano la potenzialità di generare la vita è altrettanto problematico quanto ipotizzare che la vita sia apparsa sulla Terra per puro caso. Possiamo quindi dire che la probabilità che emerga la vita è determinata da una forza universale orientata alla vita che fa sì che certi pianeti possiedano gli elementi e le condizioni di base perché qualche forma di vita faccia la sua comparsa. Un ambiente apparentemente perfetto non produce necessariamente la vita. Dobbiamo supporre che in certi casi lo sviluppo della vita venga impedito da forze esterne. Non conosciamo e forse non possiamo conoscere quali siano la formula o le formule che governano la formazione della vita molti fattori casuali potrebbero avere avuto un ruolo e quasi certamente lo hanno avuto per come la vedo io può darsi che in qualunque luogo si crei un ambiente adatto grazie al potenziale della vita cosmica appaiano nuove manifestazioni di vita con caratteristiche conformi alle specifiche condizioni di quell'ambiente. L'universo è un'estensione di spazio illimitata, in cui vi è un flusso illimitato di attività. Ci sono tutte le ragioni per supporre che in molte parti di esso esistano i componenti costitutivi elementari della vita, così come molteplici tipi di esseri viventi o di potenziali esseri viventi. Con il previsto declino del sistema solare e della Terra, la vita come noi la conosciamo molto probabilmente verrà distrutta. Ma se riusciremo a provare che in altri mondi nell'universo esistono le condizioni potenziali adatte alla genesi della vita e al suo sviluppo, avremo la verifica scientifica della possibilità che la vita e la morte fluiscano in tutto il cosmo ripetendo eternamente il ciclo della trasmigrazione. Ma anche senza questa verifica scientifica, nulla ci impedisce di accettare quest'idea per fede. Le origini dell'uomo, l'evoluzione umana generalmente si ritiene che il periodo intercorso tra la formazione della vita organica sul nostro pianeta e la comparsa degli esseri umani sia di circa 3 miliardi di anni. Durante questo periodo innumerevoli forme di vita si svilupparono e si estinsero. Oggi sopravvivono non meno di un milione di specie animali e 250.000 tipi di piante. La descrizione dell'evoluzione nella sua interezza dovrebbe comprendere anche le forme di vita estinte oltre a quelle ancora esistenti, dato che questo è praticamente impossibile. Lo studio dell'evoluzione viene generalmente limitato a specifiche forme di vita, la più importante delle quali è l'uomo stesso. Il genetista americano Theodosius Dozansky postulò tre fasi fondamentali nell'evoluzione della razza umana. La prima, che abbiamo trattato nel capitolo precedente, è il periodo in cui la vita primordiale si è formata a partire dalla materia inorganica. La seconda è l'epoca in cui si sono evoluti quelli che normalmente consideriamo come esseri viventi. La terza è il periodo relativamente breve in cui gli antenati dell'uomo si sono diversificati. La maggior parte delle attuali teorie evoluzionistiche si occupa della seconda e della terza fase. Il testo fondamentale è, naturalmente, l'origine delle specie di Charles Darwin, nel quale l'autore affermava verrà fatta luce sull'origine dell'uomo e sulla sua storia, benché lasciasse molti punti oscuri sull'evoluzione degli esseri viventi in generale e dell'uomo in particolare. L'opera di Darwin tracciò le linee fondamentali per la successiva ricerca nel campo. I principi enunciati da Darwin sono oggi così largamente accettati che è difficile immaginare lo scalpore che suscitarono quando il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1859. Allora quasi tutto il mondo cristiano credeva nella creazione così come veniva descritta nella Bibbia. Il libro della Genesi spiega che Dio, dopo aver creato il cielo e la terra, il quinto giorno ordinò che le acque generassero le creature viventi e il sesto giorno disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Eruditi teologi calcolarono che ciò era accaduto nel 4004 a.C., e solo gli agnostici negavano che il vecchio testamento andasse preso alla lettera. Persino il grande biologo Thomas Huxley rimase scettico nei confronti della teoria di Darwin, fin quando, scrivendo una recensione sull'origine delle specie per il Times di Londra, alla fine esclamò che stupido non averci pensato. La controversia sul darwinismo raggiunse il culmine nel giugno del 1860, alla riunione della British Association for Advancement of Science di Oxford durante la quale ebbe luogo la memorabile disputa tra l'oramai convinto Huxley e il vescovo di Oxford, Samuel Weber Forge. Quando sembrava che Huxley avesse la meglio, il vescovo si alzò e disse sarcasticamente: "Mi hanno detto che lei sostiene di discendere dalle scimmie, da parte di suo nonno o di sua nonna?" Fra le risate, Huxley replicò seriamente ed eloquentemente: "Se dovessi scegliere i miei antenati fra la povera scimmia a cui vi riferite e un uomo che Malgrado la fortuna di possedere un brillante talento e una grande influenza, consacra le sue energie a umiliare un sincero ricercatore della verità, senza la minima esitazione sceglierei la scimmia. Né il vescovo Weber forse né molti altri furono in grado di capire ciò che Darwin intendeva veramente. A parte la questione della verità biblica. L'Europa cristiana era infastidita dall'idea che l'uomo non fosse una creatura unica, bensì un lontano parente di forme di vita inferiori. Come dimostra la sarcastica osservazione del vescovo, la maggior parte degli studiosi conosceva una versione eccessivamente semplificata della teoria di Darwin. E pensava che essa significasse che l'uomo discendeva dallo stesso tipo di scimmie che oggi abitano la Terra. In realtà, i moderni studiosi ritengono in generale che l'antenato dell'uomo e della scimmia sia una creatura chiamata Driopithecus fontani, che comparve all'incirca 40 milioni di anni fa e abitò la Terra per una trentina di milioni di anni. Durante questo periodo di tempo i più remoti antenati dell'uomo iniziarono un autonomo cammino evolutivo separato da quello delle scimmie. In ogni caso, a partire dai tempi di Darwin non è più possibile considerare l'esistenza umana completamente separata dal regno animale. L'uomo e gli animali appartengono a un continuum vivente poiché vi sono caratteristiche animali negli esseri umani e caratteristiche umane negli animali. L'istinto e gli impulsi primitivi che governano la vita degli animali inferiori sono fattori importanti anche per la psicologia umana, viceversa. Qualcosa che assomiglia all'affetto parentale è presente in molti animali. E come hanno scoperto gli scienziati, Numerosi animali hanno un modo di comunicare simile ai processi elementari del linguaggio umano. Senza dubbio queste coincidenze spiegano perché molte persone accettino l'idea che gli esseri umani possano reincarnarsi negli animali e viceversa. Tuttavia, gli esseri umani sono indubbiamente molto diversi dagli animali. Il punto cruciale della teoria evoluzionistica è come e quando essi si siano differenziati. Trattando questo argomento dobbiamo necessariamente cercare di definire l'essenza dell'umanità, individuando con precisione la qualità o le qualità che solo gli esseri umani possiedono. Un ominide che potrebbe essere un diretto antenato dell'uomo moderno è l'Australopithecus che probabilmente è vissuto 2 milioni di anni fa e che viene anche definito uomo scimmia. Si pensa che esso sia collegato al Pitecanthropus, che risale a un periodo compreso fra 400.000 e un milione e mezzo di anni fa, all'Homo erectus, che non risale a più di 100.000 anni fa, e all'Homo sapiens, che fece la sua comparsa circa 50.000 anni fa. Oggi, escluso l'Homo sapiens, tutti gli ominidi sono estinti. Che quegli ominidi fossero i progenitori dell'Homo sapiens si deduce dai ritrovamenti di teschi, denti e ossa pelviche che indicano la loro natura di bipedi eretti che facevano uso di attrezzi, del fuoco e del linguaggio. Si ritiene che un genere di primati abbia cominciato ad assumere la posizione retta e a deambulare sugli arti posteriori non molto tempo dopo il periodo del Dryopithecus. Tracce di rudimentali utensili in pietra sono state trovate accanto all'Australopithecus, mentre il più tardo Sinanthropus pechinensis ha lasciato resti di fuochi prodotti artificialmente. L'uomo di Neanderthal. Che apparteneva al genere dell'Homo erectus, creò la cultura dell'età della pietra conosciuta come musteriana, mentre l'uomo di Cro-Magnon, considerato uno dei primi tipi di Homo sapiens, ha lasciato un'imponente mole di pitture rupestri. La comunicazione verbale risale probabilmente a milioni di anni fa. Le nostre uniche fonti di informazione sugli ominidi e sugli uomini primitivi sono i fossili, gli utensili in pietra e pochi altri resti. Indubbiamente nuove scoperte in questo campo allargherebbero le nostre conoscenze e potrebbero forse rivelare molti altri tipi di ominidi estinti. Ma i risultati degli scavi, malgrado la loro importanza, possono svelarci soltanto una piccola parte della vita preistorica. Il fatto che una qualità essenziale degli antenati degli uomini li abbia ispirati a costruire utensili, armi e, più tardi, oggetti d'arte, riveste un'importanza maggiore. I filosofi hanno definito questa qualità intelligenza, raziocinio, coscienza o spirito. Bergson la chiamava coscienza intellettuale e diceva che essa era implicita negli strumenti costruiti dall'uomo. Tutto sommato, ciò che mise l'uomo in condizione di sopravvivere in un ambiente ostile non furono le armi o gli utensili di pietra, ma l'intelligenza che lo aveva condotto a fabbricarli. Lo stesso potere mentale lo spinse a sviluppare il linguaggio e le varie abilità tecniche. Ma quel che è più importante è che gli diede la coscienza di sé e la conoscenza del proprio mondo interiore. Immanuel Kant sostenne molto espressivamente che la legge morale che deriva dal ragionamento pratico è un elemento indispensabile della condizione umana. Nella critica della ragion pratica scrisse, Esistono due cose che, più spesso e più a lungo vi rifletto, più mi suscitano sempre nuova e crescente venerazione e meraviglia, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. E prosegue, la seconda, la legge morale, al contrario, eleva infinitamente il mio valore come intelligenza per mezzo della mia personalità, nella quale la legge morale mi rivela una vita indipendente dall'animalità e persino dall'intero mondo sensibile. Potremmo dire che la capacità di ragionamento e la legge morale innata hanno forgiato nell'uomo primitivo quelle qualità spirituali che gli hanno permesso di riconoscere l'identità con i propri simili. Senza di ciò, lo sviluppo della razza umana sarebbe stato impossibile. Il potenziale latente per lo sviluppo dell'intelligenza e della coscienza probabilmente esisteva in tutti gli esseri viventi nello stadio più antico della loro evoluzione, ma fino alla comparsa dell'uomo la sua più alta espressione era l'istinto. La luce della ragione era nascosta dai limiti del cervello animale. Questa luce divenne visibile e attiva solo con la comparsa dell'uomo e gli permise di procedere lungo un proprio cammino evolutivo diverso da quello delle scimmie. Il Dryopithecus possedeva ciò che noi chiamiamo intelligenza o ragione? È difficile dirlo. Nemmeno il più recente Australopithecus, nelle varie ricostruzioni figurative che ne sono state fatte. Sembra molto intelligente, e lo stesso si può dire dell'uomo di Neanderthal. Un antropologo americano, Ernest Alberto Houghton, 1887-1954, guardando un teschio di un uomo di Neanderthal affermò che da esso avrebbe potuto ricavare tanto il muso di uno scimpanzé quanto il volto di un filosofo. Sembrerebbe dunque che non sempre l'intelligenza appaia alla superficie. A proposito di intelligenza, possiamo notare che il cervello dell'Australopithecus è considerevolmente più grande, 500 cc, di quello dello scimpanzé, 300-400 cc. Il volume del cervello aumentò fino a 1000 cc nell'Homo erectus e forse fino a 1400 cc pari a quello degli attuali esseri umani, in alcuni uomini di Neanderthal. Anche se il nostro antenato di dieci milioni di anni fa aveva capacità mentali molto inferiori a quelle dell'uomo moderno, possedeva comunque quella che potremmo definire la luce dell'intelligenza umana. Le sue capacità mentali superavano di gran lunga quelle degli antenati delle scimmie persino nell'uso di ciottoli o di pietre rozzamente lavorate come utensili. Benché il successivo sviluppo dell'intelligenza richiese milioni di anni, fu molto più rapido dello sviluppo evolutivo precedente alla comparsa degli ominidi. L'intelligenza generò intelligenza. Il possesso di determinate facoltà mentali causò la rapida crescita del lobo frontale del cervello, dove hanno luogo tutte le attività mentali superiori. Se paragoniamo l'intelligenza di un neonato a quella di uno scimpanzé, non troviamo grandi differenze. Il neonato non può camminare né parlare e sembra vivere interamente in base all'istinto. A differenza dello scimpanzé, però, il cervello del neonato contiene tutte le capacità mentali potenziali necessarie al suo futuro di essere umano. Seppure ancora non sviluppate, possiede le qualità essenziali che rendono possibile la sua crescita di essere umano. Detto in altri termini, per quanto immaturo o rozzo possa apparire un essere umano, è comunque dotato di tutta la gamma delle qualità umane, almeno in forma potenziale. La luce dell'intelligenza e della moralità era già apparsa nell'Australopithecus. Può darsi che la struttura del suo cervello inibisse lo sviluppo dell'intelletto, ma le sue potenzialità erano forse uguali alle nostre. Questo potenziale si concretizzò con la crescita delle capacità cerebrali che resero possibile lo sviluppo della cultura umana. La natura dello sviluppo umano dai tempi di Darwin in poi, gli scienziati che si occupano di evoluzione ragionano in termini di mutazioni, di selezione naturale e di adattamento. La mutazione è la comparsa di variazioni casuali nel processo ereditario, generalmente causate da un'insolita combinazione dei geni. Supponiamo che in un gruppo di esseri viventi della stessa specie ne nasca un tipo con determinate caratteristiche particolari. Se queste caratteristiche sono inadatte all'ambiente, il tipo si estinguerà ma se sono più adatte all'ambiente rispetto alle caratteristiche fino ad allora normali della specie, il nuovo tipo tenderà a sopravvivere e a trasmettere alla progenie le sue eccentricità, che sostituiranno gradualmente la precedente normalità. Attraverso un processo di selezione naturale e di adattamento, i tipi più adeguati alle condizioni ambientali sopravvivranno. Mentre gli altri si estingueranno. Secondo il darwinismo tradizionale, questo processo è più o meno accidentale. L'ambiente viene considerato di primaria importanza e si ritiene che gli individui più adatti sopravvivano grazie a un adattamento casuale. Il darwinismo non si preoccupa realmente di ciò che avviene all'interno degli esseri viventi. Il naturalista francese Lamarck, 1744-1829, pose invece l'accento sulle attività autonome e spontanee degli esseri viventi. Secondo lui l'evoluzione avviene quando gli esseri cercano di adattarsi al loro ambiente e trasmettono intenzionalmente le caratteristiche acquisite alla generazione successiva. Quando un nuovo ambiente richiede nuove qualità, gli esseri viventi cercano di svilupparle con tutti i mezzi possibili. La mutazione della specie è perciò causata da un'interna volontà di adattamento. In ultima analisi, ciò significa che gli esseri viventi hanno il controllo del proprio destino. La mutazione non è interamente casuale, ma almeno in una certa misura voluta. Un famoso biologo giapponese, Kimi Imanishi, ritiene che per certi aspetti Lamarck fosse più vicino di Darwin alla verità. Esponendo la propria teoria delle mutazioni frequenti, Imanishi scrive, in risposta ai cambiamenti ambientali, una specie aumenta la frequenza delle mutazioni, favorendo lo sviluppo delle mutazioni nella direzione più adatta. Dato che in una specie esistono un gran numero di individui, si verificheranno delle mutazioni casuali, e alcune di esse non andranno nella giusta direzione. Ma a poco a poco il numero di mutazioni favorevoli aumenta fino al punto in cui gli individui meglio adattati diventano la maggioranza. Indubbiamente, la rapidità del cambiamento varia a seconda della specie. Ritengo che questa teoria sia applicabile all'evoluzione nel suo complesso. Come altre specie hanno prodotto frequenti mutazioni in una particolare direzione, così l'uomo ha prodotto un numero sempre maggiore di mutazioni orientate allo sviluppo del cervello e di altre caratteristiche umane. Mi torna in mente l'interessantissimo libro di Iwikio Kamura, Homo Sapiens. Il punto interrogativo esprime il dubbio dell'autore che il termine sapiens, saggio o sapiente, sia realmente applicabile all'essere umano. In esso l'autore discute la divergenza dei cammini evolutivi dell'uomo e della scimmia. Secondo Kamura, gli esseri umani comparvero quando la temperatura della Terra diminuì al punto da ridurre drasticamente l'estensione delle foreste abitate dagli antenati comuni dell'uomo e della scimmia. La riduzione delle foreste significò la diminuzione delle risorse alimentari, che spinse alcuni protoantropi a scendere dagli alberi e a stabilirsi al suolo. Questi protoantropi divennero gli antenati dell'uomo. Pur divergendo da Okamura su alcuni dettagli, molti scienziati sono d'accordo con lui nell'affermare che gli antenati dell'uomo siano scesi dagli alberi per via del cambiamento climatico e della conseguente carestia. Questo può essere considerato un adattamento ai cambiamenti ambientali su scala globale. Questo adattamento fu un passo pericoloso, perché il suolo su cui scesero i protoantropi era abitato da tutti i generi di animali feroci. Se i protoantropi fossero rimasti nelle foreste, sarebbero morti di fame o comunque sarebbero stati decimati. Il loro allontanamento dalle foreste, aumentando la quantità di risorse alimentari disponibili. Ha in un certo senso facilitato anche l'evoluzione delle scimmie, resta però il fatto che gli antenati dell'uomo sono gli unici esseri viventi che hanno cercato di risolvere il problema ambientale facendo uso della volontà. Dal punto di vista biologico, quella loro decisione ha costituito una mutazione che ha condotto allo sviluppo dell'uomo. Questa riuscita mutazione portò a sviluppare caratteristiche umane sempre maggiori, fino a condurre a quella che potremmo chiamare la luce dell'intelligenza umana. Anche se possiamo considerare questo primo passo come il risultato di frequenti mutazioni consecutive. Non possiamo evitare di concludere che l'attività vitale che ha portato all'evoluzione umana è stata diversa da quella di innumerevoli altre specie che sono comparse e si sono estinte nel corso del processo evolutivo. L'impulso fisico o l'istinto hanno condotto altri esseri viventi a produrre una nuova specie dopo l'altra. Ma la transizione dall'animale all'uomo non è stata uno sviluppo inconsapevole. Implicava l'attività di qualche genere di intelligenza innata, di una luce che non si è accesa in altre specie. Taylard De Chardin parla di un'onosfera, o sfera spirituale, che umanizzò gli antenati dell'uomo e li contraddistinse dagli altri esseri viventi. Io la chiamerei spirito di frontiera, uno dei termini che Okamura USA per descrivere la mente latente nella vita umana primordiale. Curiosamente, Okamura la definisce anche follia del genio, dato che, come egli commenta, per un osservatore obiettivo la scelta dei nostri antenati di migrare, dagli alberi, su una terra infestata da feroci predatori sarebbe sembrata una pazzia. Secondo Kamura, i progenitori della razza umana dedicarono le loro energie e le loro eccezionali capacità all'invenzione e alla fabbricazione di armi, gli unici mezzi per combattere contro le zanne e gli artigli delle bestie feroci. Questi strumenti di combattimento erano in un certo senso gli strumenti necessari all'uomo primitivo per vincere la lotta per la sopravvivenza. Il ragionamento e l'intuizione, una sorta di genialità, lo portarono a utilizzare bastoni e pietre per difendersi. E l'uso di questi strumenti a sua volta aprì la strada a un maggiore sviluppo intellettivo. Per usare con maggiore efficacia le proprie armi, l'uomo primitivo tentò la difficilissima impresa di stare eretto e di camminare su due gambe, impresa che alla fine fu coronata dal successo. Okamura definisce questo avvenimento un concetto rivoluzionario, puro genio. Gli stimoli necessari allo sviluppo degli antichi antenati dell'uomo furono dunque i cambiamenti climatici e le minacce ambientali. Probabilmente, se le foreste primitive avessero continuato a essere vivibili, la volontà di progredire non si sarebbe mai affermata. Resta però ancora da spiegare che cosa abbia spinto l'uomo a cercare condizioni diverse mentre le scimmie e le altre specie di esseri viventi non lo fecero, dando per scontato che sia stato una sorta di spirito di frontiera a causare questa svolta evolutiva, come mai l'uomo era l'unico a possederlo. Non abbiamo quasi nessun indizio sulla vita interiore di forme primitive di umanoidi come il Dreopithecus e l'Australopithecus. E anche sugli uomini primitivi più tardi, l'uomo di Neanderthal e l'uomo di Cro-Magnon, possiamo fare giusto alcune congetture in base alle informazioni che possediamo, ma anche in questi casi le nostre conoscenze sono largamente ipotetiche. Come ho ricordato in un precedente capitolo, l'antropologo Solechi, durante uno scavo in Iraq, scoprì del polline attorno a un luogo di sepoltura del periodo Neandertaliano. Ciò fa pensare che gli uomini di Neandertal onorassero i propri morti e avessero una qualche concezione della morte. Tra i molti esseri viventi che popolano la Terra, solo l'uomo ha le capacità intellettive necessarie per formarsi simili concetti. Gli animali, che vivono seguendo l'istinto, non sembrano essere consapevoli della morte. Una volta sviluppata la capacità di pensare alla morte, l'uomo primitivo deve essersi sentito profondamente turbato. L'ostilità dell'ambiente significava per lui che un'azione imprudente poteva condurlo alla distruzione immediata. Era quasi completamente alla merce delle calamità naturali, che probabilmente spesso annientavano interi gruppi. Sembra che per l'uomo di Neanderthal la vita media fosse inferiore ai trent'anni. Perciò per lui la morte era una realtà più vicina di quanto non sia per l'uomo moderno. La paura dell'annientamento doveva essere una parte rilevante della sua vita quotidiana, dato che il pericolo della morte era sempre presente. Con lo sviluppo delle facoltà intellettive, L'uomo primitivo cominciò probabilmente a chiedersi se i morti cessassero semplicemente di esistere o se andassero in un altro mondo non percepibile dai vivi. Sembra che l'uomo di Neanderthal abbia creduto in una vita dopo la morte, benché probabilmente l'abbia considerata soltanto come un sonno eterno. Nella Francia meridionale. Vicino alle Moustiet, dove sono stati rinvenuti i resti della cultura musteriana del periodo neandertaliano, è stata scoperta la tomba di un ragazzo diciottenne che era stato deposto su un fianco, con le ginocchia piegate e la testa appoggiata su un cuscino di frammenti di selce. In un'altra tomba sono stati trovati nella stessa posizione i resti di due adulti e quattro bambini con le teste rivolte a est. Assieme ai corpi erano stati sepolti degli utensili di pietra e delle ossa di animali, probabilmente allo scopo di essere utilizzati nel caso che i morti si fossero risvegliati. Fra le scoperte più interessanti di Solechi c'è lo scheletro di un uomo di circa 40 anni con l'avambraccio amputato. Questo suggerisce che non solo l'uomo di Neanderthal conosceva una sorta di chirurgia primitiva, ma che, almeno in alcuni casi, si prendeva cura degli anziani. Per quei tempi, infatti, un uomo di 40 anni era probabilmente già troppo vecchio per badare a se stesso, benché una specie di affetto parentale sia osservabile anche negli animali. Il prendersi cura dei più vecchi e dei più deboli non sarebbe stato possibile se i primi uomini non avessero posseduto qualcosa di simile alla legge morale postulata da Kant. Sono convinto che l'uomo primitivo abbia meditato sul mistero della vita e della morte. I suoi ragionamenti lo portarono a credere in un'esistenza oltre la morte e alla ricerca dei recessi più profondi della propria vita interiore. Per descrivere ciò che l'uomo di Neanderthal intuiva a proposito della realtà della vita umana e della morte, Solecchi ha usato la parola cielo. In questo contesto... Cielo indica un'esistenza superiore che sostiene e sta alla base di tutte le cose dell'universo e che controlla tutti i fenomeni naturali. In breve, indica la vita cosmica. Anche nel lontano passato gli antenati dell'uomo nutrivano un timore reverenziale per questa realtà fondamentale, in quanto essa dava loro il potere di superare le difficoltà che incontravano compresi i violenti sconvolgimenti naturali. La contemplazione della morte deve aver ispirato all'uomo di Neanderthal una conoscenza intuitiva dell'essenza della propria vita e dei costanti cambiamenti della natura. La sua sete di conoscenza, malgrado la mancanza di scienza e di logica, non era in alcun modo inferiore alla nostra. I fiori nei luoghi di sepoltura erano forse un'espressione di affetto e rispetto, ma possono anche indicare la credenza in una presenza universale che sottende tutte le fasi della vita e della morte. Forse questi primi uomini erano fiduciosi che la morte fosse un ritorno all'eterno flusso della vita. Un ricongiungimento con la realtà fondamentale che sta alla base di tutti i fenomeni. Forse intuivano che questa realtà fondamentale esiste in tutti gli esseri viventi e li rende partecipi delle quattro fasi cosmiche di formazione, stabilità, disgregazione e latenza. L'idea che ci possa essere una comunione con qualche realtà più grande e più duratura della vita individuale è un'idea essenzialmente religiosa, e io credo che l'uomo di Neanderthal abbia posseduto forti impulsi religiosi, come numerosi studiosi hanno suggerito. Se prendiamo in considerazione l'uomo di Cro-Magnon, considerato il diretto progenitore dell'uomo moderno, ci troviamo di fronte a numerose opere d'arte che sono state interpretate come espressione di sentimenti religiosi o di preghiere. Opere come le famose pitture murali della grotta di Altamira testimoniano non solo una sorprendente capacità artistica, ma anche una complessa vita spirituale. In linea di massima, queste pitture murali sembrano avere un significato rituale. Gli uomini di Cro-Magnon potrebbero averle dipinte durante le cerimonie propiziatorie per la caccia, dalla quale dipendeva la sopravvivenza della comunità. Possiamo immaginare dei riti officiati da sciamani salmodianti volti ad assicurare alla tribù fortuna e fertilità. Benché noi li consideriamo primitivi. Questi rituali indicano il desiderio dei cacciatori paleolitici di esprimere la loro venerazione per l'immenso potere della natura. L'uomo di Cro-Magnon cercava probabilmente un rapporto o un'identificazione con le forze universali della vita. Ciò che valeva per l'uomo di Neanderthal e per quello di Cro-Magnon può non aver riguardato l'Australopithecus due milioni di anni prima. Ma io sono convinto che persino i primi uomini scimmia abbiano percepito, almeno inconsciamente, qualche parvenza della vita cosmica. Ogni qualvolta esiste un barlume di intelligenza umana, inevitabilmente deve esistere anche la consapevolezza della morte. Nel momento in cui vengono in essere le leggi, anche le più primitive, della moralità e della rage in pratica, la saggezza umana comincia a ricercarne la fonte. I sentimenti religiosi sono un elemento necessario dell'umanità. Emergono contemporaneamente all'intelligenza e cercano la fusione con la verità fondamentale. L'intelligenza e la moralità vengono comunicate attraverso mezzi concreti come il linguaggio e la produzione di utensili, e perciò lasciano tracce. Mentre gli impulsi religiosi sono difficilmente percepibili per degli osservatori di epoche posteriori, poiché sono processi totalmente interiori, il sentimento religioso si sviluppò contemporaneamente all'intelligenza e ad altre energie interiori. Ma poiché il flusso della vita cosmica è una realtà eterna, il sentimento religioso dell'individuo Assieme al suo desiderio di riunirsi all'origine, deve essere stato la fonte dell'intelligenza e della moralità. La religione è, in realtà, un aspetto della vita umana più essenziale dell'intelligenza, della moralità o della coscienza. La grande porta della vita non può essere aperta né dall'intelligenza né dalla coscienza. La chiave dell'esistenza umana è l'innato impulso religioso che scaturisce dall'essenza della vita universale e aspira a riunirsi a essa. Questo è vero oggi ed è stato vero per tutto il corso della storia umana. Gli ominidi non sarebbero diventati uomini senza l'intelligenza ma solo il sentimento religioso può averli messi in grado di sviluppare l'intelligenza e le altre capacità spirituali e mentali peculiari della nostra specie. La forza vitale è onnipresente e le sue funzioni stanno alla base del ciclo di nascita e morte di tutti i fenomeni viventi. La vita universale ha operato per tutti i tre miliardi di anni che il processo evolutivo degli esseri viventi ha richiesto, e dove è presente la vita universale devono anche esserci il sentimento religioso e un'evoluzione continua. Le funzioni dinamiche della vita cosmica raggiunsero l'apice con la comparsa dell'uomo. Adattandosi e rispondendo a un'enorme varietà di condizioni esterne, l'energia universale ha incanalato l'evoluzione verso la forma umana. Ciò significa che ogni essere umano ha una profonda e intensa comunione con l'entità eterna e infinita che costituisce l'essenza della vita universale. Il progetto evolutivo basilare della vita nel suo complesso e dell'uomo in particolare deve essere uguale in tutto il macrocosmo, anche sui pianeti che sono al di là delle nostre capacità di osservazione. Benché il sentimento religioso operi inseparabilmente da molte delle altre facoltà umane, esso è il principale impulso dello sviluppo dell'intelligenza e della moralità. È l'impulso che ha causato la comparsa dell'uomo sulla Terra. L'eternità della vita dal senziente all'insenziente alla fine del 1967, il primo trapianto di cuore, eseguito con successo dal dottor Christian Barnard, focalizzò l'attenzione mondiale sul problema di quando un uomo possa essere dichiarato morto. L'idea di sostituire un cuore malato con uno sano non è altro che l'estensione logica del trapianto della cornea o del rene, ma c'è una differenza fondamentale. Un trapianto di cuore si può eseguire solo a costo della vita del donatore. Lo scopo dell'operazione è, in un certo senso, quello di trasformare la morte di una persona nella vita di un'altra. Dato che il cuore deve essere vivo, deve essere spiantato dal donatore il più presto possibile. Ma se l'espianto avvenisse prima che il donatore sia morto, il chirurgo sarebbe colpevole di omicidio. È quindi importante stabilire l'esatto momento in cui il donatore può essere definito morto. In realtà, i medici non hanno ancora trovato un pieno accordo sulla definizione di morte e su quali siano i fenomeni che indicano la cessazione della vita. Normalmente un paziente veniva dichiarato morto quando il cuore aveva cessato di battere, le sue pupille non reagivano più alla luce e la respirazione era cessata. Ma a questo punto il paziente è troppo morto perché il suo cuore possa essere trapiantato. Di conseguenza il dottor Barnard ha utilizzato l'assenza di onde cerebrali come criterio per dichiarare la morte del donatore, accettando così il concetto di morte cerebrale in opposizione a quello di morte cardiaca. Pur comprendendo l'atteggiamento del chirurgo, che pensa che sia meglio trapiantare su un altro paziente il cuore di un paziente considerato senza speranza piuttosto che lasciare che muoiano entrambi. Non posso fare a meno di considerare con diffidenza l'applicazione del concetto di morte cerebrale. Il fatto è che la cessazione delle onde nella corteccia cerebrale non significa che il paziente non ha più nessuna speranza di recupero. In particolare, alcuni neurologi negano la validità del concetto di morte cerebrale perché conoscono casi di persone il cui elettroencefalogramma era rimasto completamente piatto per ore ma che in seguito si sono riprese. Un rapporto dell'ospedale Toranomon di Tokyo afferma che su 15 pazienti il cui elettroencefalogramma non registrava alcuna attività cerebrale, 10 sono morti mentre 5 hanno mostrato una ripresa dell'attività cerebrale. Di questi 5, 2 sono tornati alla loro vita normale, anche se la possibilità di sopravvivere fosse solo una su 100. Non è giusto decidere che il paziente non ha più speranze. Ovviamente, il concetto di morte cerebrale è basato su una comprensione incompleta della morte stessa. Morte cerebrale significa morte delle cellule del cervello. Ma di fatto le cellule del nostro corpo muoiono costantemente e vengono rimpiazzate da cellule nuove. Le cellule della pelle, per esempio, si rinnovano ogni giorno, mentre quelle del sistema gastroenterico e di quello respiratorio sono costantemente sottoposte ai processi metabolici. Ogni giorno nel nostro corpo muoiono decine di milioni di cellule e ne nascono altrettante per sostituirle, come abbiamo già detto. Il corpo umano contiene qualcosa come 60 trilioni di cellule costantemente sottoposte al ciclo continuo di nascita e morte. Senza questo ciclo continuo la vita umana non potrebbe sussistere. Possiamo quindi dire che la morte di un incalcolabile numero di cellule è uno dei fattori che rendono possibile la vita. La vita e la morte di un individuo sono questioni di ordine superiore rispetto alla vita e alla morte delle cellule. L'esistenza umana è il processo di armonizzazione, integrazione e organizzazione della vita e della morte di cellule e organi. È uno stato in cui l'energia vitale fluisce copiosamente e unifica in ogni istante tutte le funzioni inerenti al corpo. Il organismo vivente, che è un'unità integrata di funzioni fisiche e spirituali, è in grado anche di esercitare un'influenza sull'esterno. La vita umana si esprime sia attraverso il corpo sia attraverso la mente. I nostri elementi fisici e spirituali, operando in armonia e in equilibrio, integrano il nostro essere agendo allo stesso tempo sull'ambiente esterno. Secondo il buddismo la vita è formata da tre corpi, san yin, il corpo di manifestazione, oin, il corpo di retribuzione, oshin, e il corpo della legge, ossin. Le funzioni che armonizzano la formazione e la distruzione delle cellule e che governano il metabolismo corrispondono al corpo di manifestazione. Ma il corpo di manifestazione non è soltanto il corpo fisico propriamente detto, bensì è l'intero sistema che forma e controlla l'aspetto fisico della vita. Come le cellule e gli organi, pur possedendo un ciclo vitale separato, si uniscono armonicamente per formare il corpo umano. Così i vari aspetti della nostra vita fisica si integrano per formare il corpo di manifestazione. In modo simile, il corpo di retribuzione, che corrisponde all'aspetto spirituale della vita, non consiste solo nella coscienza, nel pensiero o nella memoria, ma include tutte le attività mentali che operano per acquisire la conoscenza. Per conservarla e per controllare le emozioni e gli impulsi. Il corpo della legge, infine, è la forza essenziale che dà impulso alla vita e che è percepibile solo nelle attività del corpo di manifestazione e del corpo di retribuzione. Il corpo della legge è il nucleo della vita, o il sé. In grande concentrazione e visione profonda, Tientai afferma. La vita come verità è il corpo della legge, la vita come saggezza è il corpo di retribuzione, la vita come funzione è il corpo di manifestazione. Il corpo della legge è ciò che vedremmo se potessimo osservare la vita con totale obiettività e coglierne la natura fondamentale. È il nucleo o la forza generatrice che determina il funzionamento del corpo e dello spirito. Il corpo di retribuzione è costituito dalla saggezza e dagli altri elementi inerenti allo spirito, mentre il corpo di manifestazione è l'attività corporea che forma l'aspetto fisico della vita. Nella nostra vita, i tre corpi sono unificati e inseparabili. Ognuno di essi include necessariamente gli altri due. Ma accantoniamo per un attimo questo argomento e torniamo al caso delle persone il cui cervello ha cessato la sua attività ma i cui organi vitali funzionano ancora. Spesso queste persone sono definite vegetali. Dobbiamo considerarle vive o morte? In simili situazioni il cervello è presumibilmente morto. Ma il corpo è ancora vivo. Si potrebbe dire che la transizione dalla vita alla morte si è interrotta a metà strada. Ma finché questa transizione non viene completata, la vita esiste ancora. È importante ricordare che la morte non è istantanea. Anche se a volte sembra molto rapida, c'è sempre un cambiamento graduale un processo attraverso il quale la forza inibente della morte interrompe le funzioni vitali l'una dopo l'altra. In natura si potrebbero trovare innumerevoli analogie. Prendiamo come esempio un'oasi nel deserto. La sorgente fornisce l'acqua e la vita nell'area circostante prende forma negli alberi, nelle piante da fiore e nei piccoli animali. Ma se la sorgente si secca, gradualmente le piante appassiscono, gli animali muoiono e l'oasi stessa ritorna al deserto, non più distinguibile dalla distesa di sabbia che la circonda. L'oasi è una forma di vita. Finché l'acqua potabile scaturisce dalla terra, le piante seguono il corso delle stagioni e gli abitanti continuano a vivere di generazione in generazione. Ogni pianta, ogni animale e ogni essere umano fanno tutti parte della vita totale dell'oasi. Essi corrispondono alle cellule e agli organi del corpo umano. La sorgente è il nucleo della vita. Il corpo della legge. L'acqua è l'essenza che rende possibili le funzioni fisiche e spirituali. Se l'acqua si esaurisce, la morte seguirà. I vegetali umani hanno un elettroencefalogramma piatto, il che indica l'assenza di vita nel cervello. La corteccia cerebrale, sede della ragione e delle emozioni, ha smesso di funzionare. Ma questo non significa che tutte le cellule cerebrali siano morte. Un altissimo numero di esse possono essere ancora vive, anche se l'energia o la capacità di coordinare il loro funzionamento è perduta. La forza del corpo di retribuzione connessa alla corteccia cerebrale è scomparsa. Nella vita normale, la forza integrante del corpo di retribuzione pervade non soltanto il lobo frontale, ma tutta la corteccia. Nei vegetali umani, invece, l'energia del corpo di retribuzione è troppo debole per influenzare la corteccia. La vita di una persona in queste condizioni è come un'oasi che si sta inaridendo. A mano a mano che il flusso della sorgente diminuisce. Riesce a raggiungere un'area sempre minore. L'oasi si inaridisce, a cominciare dai confini più esterni. Il se ancora in vita sta cercando disperatamente di utilizzare tutte le sue energie per mantenere attivi gli elementi fisici e spirituali, ma la sua energia arriva solo al tronco encefalico tramite il quale può controllare la respirazione e la circolazione sanguigna, ma non integrare l'intero sistema. Persino in questo stato qualcosa all'interno dell'essere umano sta facendo di tutto per riacquistare il potere vitale. Non credo perciò che sia giusto interrompere questo tentativo dall'esterno. Ciò che all'interno dell'essere umano sta continuando a lottare è... Dal punto di vista buddista, la forza combinata del corpo di manifestazione e del corpo di retribuzione che cercano di evitare la morte. In questa condizione un essere umano è incapace di esprimere emozioni, ma il corpo di retribuzione è ancora presente. I desideri, gli impulsi, i sentimenti. L'intelligenza e le altre facoltà mentali si ritirano dalla mente conscia ma continuano a esistere nella mente inconscia. Un gran numero di flussi mentali continua a scorrere nelle profondità della vita. Per quanto gravi siano le condizioni di un individuo, l'impulso a restare in vita continua a esistere anche dopo che tutte le funzioni del corpo di retribuzione si sono fuse con la vita universale. Il desiderio di continuare a vivere si manifesta come energia fondamentale, cioè la vita stessa. Con l'avvicinarsi della morte, alcune persone provano un intenso desiderio di vivere che non avrebbero mai immaginato di possedere, mentre altre, trovandosi faccia a faccia con la realtà della vita che hanno vissuto, sono tormentate dal rimorso. A volte il se prova un'intensa brama di continuare a vivere e lotta per conservare una vita anche amaramente dolorosa piuttosto che soccombere all'ignoto. Al contrario, ci sono persone che sperimentano un senso di tranquillità e di appagamento. Dopo che le onde impetuose delle emozioni e degli impulsi si sono calmate, alcune mantengono una fede che vince la paura della morte. Simili sensazioni appartengono a una dimensione differente da quella del dolore fisico, dell'angoscia spirituale o dei sentimenti coscienti di afflizione o di odio ed entrano in gioco dopo che la transizione di tutte le attività coscienti nel regno dell'inconscio si è compiuta. Mentre la vita si trasforma in morte, il sé più profondo della vita regola le funzioni del corpo di manifestazione e del corpo di retribuzione. Questo sé, infatti, ha un senso della vita che non è minimamente condizionato dalle influenze esterne. Potremmo definirlo il senso della vita dello stesso corpo della legge. In una raccolta di saggi sulla morte curata dal dottor Mikio Matsuda, ho trovato particolarmente interessante quello intitolato Lo spettro della morte, di Masaru Kobayashi. Poiché Kobayashi è uno scrittore di professione, il resoconto del suo personale incontro con la morte è straordinariamente articolato e realistico. Giacevo sul tavolo operatorio, racconta Kobayashi. Nel momento in cui il dolore diventò insopportabile, mi sono sentito andare in pezzi e ho cominciato a volare via. Venivo trasportato a enorme velocità attraverso le vastità dello spazio. Kobayashi sentì che abbandonava il calore della Terra ed entrava in un'atmosfera più fredda. Lo spazio attorno a lui gradualmente cambiò dalla luce a un blu profondo e quindi a un nero sempre più impenetrabile. In qualche modo percepiva che la morte lo aspettava alla fine di quel nero assoluto. L'esperienza di Kobayashi può essere stata influenzata dalle sue conoscenze di astronomia. Per altri le esperienze in punto di morte possono essere molto diverse. Secondo l'antica tradizione orientale, le anime dei morti devono attraversare un fiume leggendario che conduce ai tre cattivi sentieri. Può darsi che questa credenza si basi sulle sensazioni provate dalle persone che sentivano la morte avvicinarsi. Mi sembra però che il racconto di Kobayashi, cioè il racconto di un uomo moderno, sia più accettabile delle antiche tradizioni. Esso ha molti punti in comune con la descrizione fornita da Patrick Gides, che, come abbiamo visto, si ritrovò in punto di morte a causa di un attacco di gastroenterite. Jeddes percepì che la coscienza connessa al suo cervello stava per separarsi mentre quella connessa al cuore, ai reni e agli altri organi si era già quasi disintegrata. In questo caso il sé della vita stava assistendo alla perdita dei poteri integranti del corpo di manifestazione. Va notato che anche Kobayashi racconta di essersi sentito andare in pezzi. Mentre le funzioni del corpo di manifestazione declinano, la coscienza collegata alle cellule e agli organi si separa gradualmente da essi e si fonde con il flusso della terra e dell'universo. È come se la nostra oasia abbia perso il contatto con l'esterno e si ritiri nelle correnti sotterranee del deserto. Come il corpo di manifestazione, anche il corpo di retribuzione si ritrae e, assieme al corpo della legge, torna a fondersi col grande flusso della vita cosmica. La sensazione di Kobayashi di volare attraverso lo spazio può aver rappresentato l'inizio dell'unificazione del sé individuale con l'entità cosmica. La morte, infatti, non è l'estinzione della vita, ma la fusione della vita individuale con la più grande, eterna vita dell'universo. Utilizziamo ancora una volta il paragone tra la vita umana e un iceberg. La coscienza e le attività fisiche sono come la parte visibile dell'iceberg, che emerge dall'acqua. Sotto la superficie del mare giace il vasto inconscio. Quando un essere umano muore è come se l'iceberg si sciogliesse nel mare sconfinato. Sia la parte visibile che quella invisibile dell'iceberg della vita umana si dissolvono nel mare della vita universale. Ma la vita umana non viene distrutta, così come l'iceberg diventa una parte integrante e potenziale dell'oceano, la vita umana diventa una parte integrante e potenziale della vita cosmica. Quanto alla sensazione di Kobayashi che ogni cosa stesse diventando sempre più fredda. Essa potrebbe derivare dall'abbandono della condizione senziente e dall'entrata nella condizione insenziente. Gli esseri senzienti possiedono emozioni, sentimenti, sensazioni e pensieri coscienti. L'archetipo degli esseri senzienti è l'essere umano. Gli esseri insenzienti, invece, sono entità vitali le cui forze emotive e coscienti sono inattive o latenti. Gli alberi, le rocce e le pietre sono esempi di questo tipo di esseri. Io presumo che mentre la vita di Kobayashi era sospesa tra la condizione senziente e quella insenziente, il suo sé più profondo percepisse come un freddo crescente l'avvicinarsi di questa seconda condizione. Quando la nostra vita intraprende la transizione dalla condizione manifesta alla condizione latente, da quella senziente a quella insenziente, sia i suoi elementi fisici sia quelli mentali si congiungono all'universo fisico che è insenziente. Il freddo crescente avvertito da Kobayashi deve dunque rappresentare la vastità dello spazio fisico. È interessante notare come Kobayashi non descriva alcuna particolare emozione, né di solitudine, né di dolore, né di angoscia. L'unica sensazione inestinguibile sembra essere stata un'indescrivibile tristezza. Io la interpreto come il sentimento vitale del corpo della legge che diventa sempre più chiaro mano a mano che tutti gli altri sentimenti scompaiono. Kobayashi scrive che morire con un simile sentimento di tristezza gli sembrava la più grande disgrazia. Il fatto che non provasse dolore o angoscia poteva anche indicare che aveva vissuto una vita piena e giusta. Come spesso capita, egli si era immaginato la morte come l'annullamento completo, la fine assoluta della vita dell'essere umano. Anche una persona che ha condotto un'esistenza dignitosa alla fine può essere afferrata dalla tristezza o dal rimpianto, se è convinta che la sua vita stia per terminare definitivamente. Se Kobayashi avesse creduto nell'eternità della vita, probabilmente avrebbe provato speranza anziché tristezza. Se soltanto l'uomo comprendesse che la vita è un'eterna ripetizione del ciclo di nascita e morte e questa convinzione diventasse parte integrante della sua vita e non solo un'astratta teoria filosofica, allora avrebbe la forza di superare la paura della morte e il senso di disperazione che la accompagna. Ma a meno che questa convinzione non sia profondamente radicata. Essa si disintegrerà nel passaggio dalla condizione senziente a quella insenziente. Lo stesso Kobayashi ha ammesso che se la filosofia che costituiva il suo fondamento spirituale fosse stata solo un'idea presa in prestito, non lo avrebbe aiutato ad affrontare la spaventosa realtà della sua distruzione fisica. Se riusciamo ad assimilare il concetto dell'eternità della vita a un livello non soltanto intellettuale, se nel corso degli anni lo rendiamo parte integrante della nostra vita, allora esso si rivelerà uno strumento prezioso quando sarà giunto il nostro momento di affrontare la morte. Spero davvero che ciò che ho scritto aiuti i miei lettori a costruire una fiducia più forte e più profonda nell'eternità della vita. Il Sé permanente nel Gosho il supremo insegnamento affermato da tutti i Buddha nelle tre esistenze, Nichiren afferma, il Buddha, perfettamente illuminato nei tre corpi, prende l'intero universo come suo vero corpo prende l'intero universo come sua natura spirituale prende l'intero universo come sua esistenza fisica dagli insegnamenti buddhisti risulta chiaramente che il buddha perfettamente illuminato nei tre corpi si riferisce a noi esseri umani nello stato di illuminazione poiché Nikiren insegna che la vita e la morte non sono altro che i due aspetti della vita eterna ne consegue che i tre corpi sono presenti sia nella vita sia nella morte essendo intrinseci alla vita cosmica stessa sia che si trovino nella condizione senziente sia che si trovino in quella insenziente il corpo di manifestazione è unito all'universo fisico il corpo di retribuzione a quello spirituale e il corpo della legge alla vita cosmica in sé inoltre non bisogna mai dimenticare che nella vita cosmica l'aspetto spirituale e l'aspetto fisico sono un'unica cosa. Nel momento della morte, i tre corpi si uniscono all'eterno flusso dell'universo. Per questa ragione si dice che la morte è inerente alla vita. Dopo la morte il funzionamento individuale del corpo di manifestazione e del corpo di retribuzione diventano indistinguibili dal tutto, perché sono nello stato potenziale di Q. Il corpo della legge, il sé, è anch'esso assorbito nella totalità cosmica. A differenza di altre religioni, il buddismo autentico non sostiene che il sé dell'individuo dimori in paradiso o vaghi di luogo in luogo nel mondo invisibile. Secondo il buddismo esso è unito alla vita universale. Nel libro La preoccupazione dell'uomo per la morte, precedentemente citato, Arnold Toynbee parla di un mare immortale, espressione presa da una poesia di Ward Swart. Scrivendo al riguardo, possiamo pensare alla persona umana, che è l'unico tipo di persona che conosciamo, come a un'onda che si alza e si abbassa, o a una bolla che si forma e poi scoppia sulla superficie del mare immortale. Come un'onda o una bolla, la persona umana è effimera. Virgola la persona che vive e muore in un organismo psicosomatico su questo pianeta, potrebbe essere una manifestazione dell'eterna realtà spirituale. In un altro brano Toinbe dice, virgola, sembrerebbe conseguirne che, con la morte, quell'aspetto dell'essere umano che chiamiamo spirito o anima cessi di essere l'effimera personalità separata che è stata durante la vita ma continui a esistere come la fondamentale realtà spirituale alla quale, anche durante la vita corporea sulla Terra, non ha mai cessato di essere identica nella visione spirituale di coloro che vedono con l'occhio interiore. La fondamentale realtà spirituale, che secondo Toinbe pervade l'universo, è quantomeno affine alla vita cosmica del buddismo. E la similitudine di Toinbee dell'onda che si alza e si abbassa sulla superficie del mare immortale è analoga a quella dell'iceberg che ho utilizzato precedentemente. Tuttavia Toinbee sembra suggerire che la comunione fra l'individuo e la vita universale che avviene nel momento della morte implichi la totale estinzione dell'individualità umana. Mentre il buddismo crede che l'individualità continui a esistere in uno stato latente. Se ci si chiede se la vita umana nello stato di morte è esistente o non esistente, la risposta è che non è né l'una né l'altra cosa, poiché si trova nello stato di Q, che trascende sia l'esistenza sia la non esistenza. Nel momento della morte. La vita individuale passa dall'esistenza percettibile a quella latente, ma dato che lo stato di Q non può essere completamente definito, non possiamo fornire una descrizione completa di come esattamente il sé continui la sua vita in questo stato. Nella raccolta degli insegnamenti orali, Nikiren dice, Q significa inesistenza, ma non inesistenza assoluta. Questa inesistenza trascende ciò che appare essere esistenza. La mia interpretazione di questo brano è che Q è il vuoto potenziale che unisce la verità dell'esistenza temporanea, la verità della non sostanzialità e la verità della via di mezzo. Dopo la morte il nostro corpo di manifestazione si fonde con la verità dell'esistenza temporanea. Il nostro corpo di retribuzione con la verità della non sostanzialità e il nostro corpo della legge con la verità della via di mezzo. Tutte e tre le verità sono un'unica verità, e tutte e tre sono identiche alla vita del cosmo. Ma la vita costituita dai tre corpi continua a possedere la propria individualità anche nello stato di Q. Si sarebbe tentati di pensare che se il sé mantiene la propria individualità, deve necessariamente occupare uno spazio preciso, così come succede nella vita normale. È però impossibile considerare cui in termini spaziali. La migliore indicazione di come un individuo continui a vivere dopo la morte è probabilmente l'ultima sensazione del corpo della legge che emerge quando la morte si avvicina. Ritengo che questa sensazione sia governata dalla condizione di base della vita dell'individuo. E alla fine torniamo dunque ai dieci mondi, di cui abbiamo parlato dettagliatamente nella seconda parte di questo libro. Durante la vita passiamo continuamente da un mondo all'altro ma col trascorrere degli anni ogni individuo manifesta una tendenza di base verso un particolare mondo. A meno che l'individuo non compie la sua rivoluzione umana diventando un bodhisattva o un buddha, ritornerà costantemente a uno degli stati inferiori dell'esistenza. Per esempio, ci sono esseri umani la cui tendenza di base è il mondo di inferno. Anche se di tanto in tanto possono trovarsi in uno degli altri mondi, ritornano costantemente a questa condizione di angoscia estrema. Similmente, altri individui tendono a vivere nel mondo di avidità, di animalità, di collera, di umanità o di cielo. Fino a quando l'individuo è nella condizione senziente, ha la possibilità di cambiare la sua tendenza di base può intraprendere la propria autoriforma e creare così una nuova tendenza di base. Ma con la transizione dalla condizione senziente a quella non senziente, l'individuo perde la capacità di entrare in qualunque mondo diverso da quello verso il quale si è orientata la sua tendenza di base. Entrando nella condizione non senziente, perde il potere di reagire agli stimoli esterni. Durante la vita, i desideri e le emozioni sono di regola condizionati dai fattori esterni. Una persona malata può ottenere sollievo grazie a una medicina efficace, può, in altre parole, uscire dal mondo d'inferno ed entrare in quello di umanità tramite l'influenza di un fattore esterno. Una persona assettata d'amore può iniziare una relazione sentimentale e sentirsi appagata, e una avida di conoscenza può trovare le informazioni che cerca ed entrare nel mondo di apprendimento. Quando la morte si avvicina, invece, le influenze esterne che potrebbero modificare il proprio stato vitale gradualmente vengono meno. Il denaro, il potere, la posizione sociale, persino l'amore non possono più causare un cambiamento di base. Quando i tre corpi della vita passano dalla condizione senziente a quella insenziente, perdono il potere di influenzare l'ambiente o di esserne influenzati. La condizione di base stabilita durante la vita diventa immutabile. Un individuo la cui vita è orientata verso il mondo di inferno dopo la morte precipiterà nell'abisso dell'angoscia. Chi ha ceduto costantemente al desiderio continuerà ad essere torturato dalla sua avidità. Chi ha vissuto la propria vita nel mondo di animalità da morto proverà un terrore incessante. Al contrario, un individuo la cui tendenza di base lo ha portato a vivere la sua vita nei mondi di umanità o di cielo supererà il dolore fisico della morte e sarà pervaso da un senso di soddisfazione o di euforia. Chi in vita ha stabilito la tendenza al mondo di risveglio parziale proverà un senso di appagamento spirituale anche dopo la morte. E una persona che ha vissuto una vita basata sulla compassione e sull'altruismo del mondo di Bodhisattva conserverà questi sentimenti durante l'esperienza della morte e nella condizione successiva alla morte. Una tale persona, in punto di morte, può letteralmente offrire la propria vita per guidare i vivi. Il sé colmo di compassione vede la morte come una sfida non diversa dalla vita, come una rara opportunità per fare del bene all'umanità. La comprensione superiore che ha raggiunto lo porta a considerare la propria morte come un'espressione della compassione della vita cosmica. La buddità è la sorgente della compassione, del coraggio e della saggezza. Solo coloro che riescono a stabilire il supremo mondo di Buddhità come tendenza di base della propria vita possono sottomettere la paura della morte al punto da riuscire a utilizzare la propria morte per salvare gli altri. Ma i mondi di Bodhisattva e di Buddhità non possono essere simulati se la compassione che una persona ha mostrato durante la sua vita era soltanto una finzione. La morte lo rivelerà. La morte è la grande smascheratrice. Il dolore e la paura che porta con sé mettono fine alle false convinzioni e alle false fedi. Di fronte alla morte i sentimenti simulati e i desideri meschini vengono svelati. La morte smaschera invariabilmente una natura malvagia, anche se questa è stata abilmente occultata per tutta la vita. Solo vivendo una vita autenticamente buona si può essere sicuri che la propria morte sarà una fonte di forza e di verità per coloro che restano. Una volta morti, perdiamo qualunque potere di cambiare noi stessi. Il cambiamento automotivato è impossibile perché le forze che animano i tre corpi, il corpo di manifestazione, il corpo di retribuzione e il corpo della legge sono divenute latenti. Ovviamente, se una persona è nel mondo di Bodhisattva o in quello di Buddhità non ha alcun bisogno di cambiare se stessa. Ma se si trova in uno dei cattivi sentieri, con la morte la sua sofferenza diventa più intensa che in vita. Invece di potersi spostare da un mondo all'altro, è bloccata nel mondo verso il quale la sua vita era orientata. Se questo mondo è il mondo di inferno, non sperimenterà più l'inferno personale ma quello universale, se è il mondo di avidità, non proverà più una fame occasionale ma una fame incessante. Nel cosmo, così come nella nostra vita individuale, i dieci mondi esistono l'uno nell'altro. Ma i morti, essendo insenzienti, possono sperimentare solo il mondo in cui la loro vita li ha condotti. Nel goscio risposta a Soya Ni Udo, Nichiren scrive, Gli spiriti affamati vedono il fiume Gange come fuoco, gli esseri umani vi vedono l'acqua e gli esseri celesti lo vedono come nettare. Il se dopo la morte sperimenta ciò che si è predisposto a sperimentare durante la vita. Coloro che vivono nei sei mondi inferiori dell'esistenza sono più agiti che agenti. Di conseguenza, quando la morte li priva di ogni possibilità di compiere azioni positive, essi sono del tutto soggetti alle condizioni del mondo in cui dimora il loro sé. La situazione è diversa per coloro che vivono nei quattro mondi superiori, perché essi hanno raggiunto la loro condizione attraverso i propri sforzi e non tramite le influenze esterne. Quando muoiono anch'essi diventano insenzienti, ma i mondi in cui dimorano sono, per loro natura, dotati della forza vitale cosmica. Il se nei mondi di apprendimento o di risveglio parziale non possiede più il potere che in vita gli permetteva di ricercare e di praticare la legge, ma può ancora provare gioia grazie alle cause che ha creato durante la sua vita. Nel caso di coloro che si trovano nel mondo di Bodhisattva, in qualunque mondo dimorino hanno la possibilità di adoperare la loro compassione. La vita di un bodhisattva si fonde con il mondo di bodhisattva del cosmo e diventa parte integrante della compassione infinita che opera per alleviare le sofferenze degli esseri umani e garantire la pace. Allo stesso modo, il sé che dimora nel mondo di Buddhità diventa un'unica cosa con la sorgente originaria della vita cosmica fondendosi con la realtà fondamentale dell'universo, vedendo tutti i fenomeni come azioni del Buddha e identificandosi con la terra della luce eternamente tranquilla. Anche nella morte, la vita nel mondo di Buddhità possiede l'illimitata saggezza della vita cosmica e il potere di esercitare una compassione infinita che si trovi nelle incandescenti profondità della terra, o nel più freddo degli iceberg, o nel mezzo dei mari tempestosi, o nel continuo alternarsi delle stagioni, o nella complessa interazione tra gli individui e i desideri che costituisce la società umana. La buddità è infinita ed eterna, sia nella vita sia nella morte. Le condizioni per la rinascita in una sua tragedia Sofocle ha scritto. Meglio sarebbe non essere mai nati, ma, essendo nati, meglio è ritornare il più presto possibile là da dove si è venuti, e cioè morire giovani. Questo modo di vedere può sicuramente attrarre molti pessimisti moderni. E anche chi si sente vicino all'idea del buddismo teravada che si possa entrare nel nirvana solo liberandosi dal ciclo della trasmigrazione. Ma il Sutra del Loto insegna che l'eterna ripetizione di nascita e morte è un principio essenziale della vita. Il raggiungimento della pace perfetta non si trova nella morte ma nel conseguimento della buddhità in questa vita. La morte non offre necessariamente un sollievo dalle sofferenze, dato che chi non ha raggiunto uno stato di vita elevato, dopo la morte potrebbe provare una sofferenza addirittura maggiore di quella che ha sopportato durante la vita. Se Sofocle fosse stato un buddista maiana avrebbe sicuramente espresso il desiderio opposto, avrebbe voluto non morire affatto o Essendo questo impossibile, almeno rimanere nello stato di morte per il più breve tempo possibile. Nel goscio denunciare le offese, Nichiren afferma che una persona che muore in una condizione di profonda angoscia è destinata a soffrire tra le fiamme del più basso degli inferni per mille calpa o più. Tradizionalmente si pensava che un calpa durasse dagli 8 ai 16 milioni di anni, si tratta indubbiamente di un periodo lunghissimo, ma, come ho già notato, stiamo parlando di un tempo soggettivo e non di una durata oggettiva. Se dopo la morte il sé rimane confinato in uno dei cattivi sentieri, L'angoscia che prova è tanto maggiore in quanto non può far nulla per liberarsene. E anche se in senso assoluto il tempo trascorso in quella condizione dovesse essere breve, per il sé che lo sperimenta soggettivamente può sembrare interminabile. Dato che per coloro che si trovano nei mondi superiori lo stato di morte è invece una condizione felice. Si potrebbe supporre che il sé che dopo la morte sperimenta il mondo di Bodhisattva o il mondo di Buddhità desideri restare in quella condizione per moltissimo tempo. Ma è vero esattamente il contrario, l'infinita compassione e il senso di responsabilità per gli altri spingono un Bodhisattva o un Buddha a riapparire immediatamente nel mondo dei vivi una vita la cui tendenza principale è quella verso il mondo di Buddha, non cessa neppure per un momento di passare dalla vita alla morte e di nuovo alla vita. Nel Goscio il supremo insegnamento affermato da tutti i Buddha nelle tre esistenze, ne chi rendice, chi si risveglia profondamente alla verità della vita e la coltiva in se stesso. Virgola ottiene la rinascita nella Suprema Terra della Luce eternamente tranquilla. In un istante ritorna nel Regno dei Sogni nel quale ripete il ciclo di nascita e morte nei nove mondi. Il suo corpo pervade le Terre nelle dieci direzioni e la sua mente penetra la vita di tutti gli esseri senzienti. Egli fa pressione dall'interno e induce dall'esterno combinando appropriatamente le due cose, per condurre le persone all'illuminazione, armonizzando le cause interne e le cause esterne, impiega l'infinito potere della compassione allo scopo di recare beneficio agli esseri viventi in lungo e in largo. Possiamo interpretare la rinascita nella Terra della Luce eternamente tranquilla come lo stato in cui si trova dopo la morte una persona che ha stabilito la buddhità come condizione di base della propria vita. Nikiren ci sta dicendo che una persona nello stato di buddhità non appena muore ritorna immediatamente nel mondo fenomenico con i suoi cicli di nascita e morte. Chi muore in questa condizione percepisce la sua riapparizione nel mondo come se avvenisse istantaneamente dopo la morte. Il tempo percepito soggettivamente è quasi nullo, ma persino in questo momentaneo passaggio tra una vita e quella successiva si sperimentano infiniti calpa di perfetta beatitudine. Mi è stato chiesto perché vi sia una differenza così grande fra la durata dello stato di morte del sé che soffre nel mondo d'inferno e quella del sé che gioisce nel mondo di Buddhità. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo considerare la connessione tra la vita e la morte e la transizione chiamata rinascita. Come e perché ha luogo questa transizione? Una preziosa indicazione la troviamo in un brano della raccolta degli insegnamenti orali in cui Nichiren afferma, Apparire e accomiatarsi corrispondono alla nascita e alla morte. Virgola apparire è la concentrazione del cosmo in una mente, accomiatarsi è la dispersione di una mente nell'universo. In altre parole, la nascita indica la concentrazione della vita universale non in un sé individuale, mentre la morte è la dispersione del sé individuale nel continuum universale. Per descrivere lo stato di cui ho usato l'analogia delle onde radio che trasportano suoni, immagini e dati potenziali che possono essere percepiti soltanto attraverso un ricevitore adatto. Nel momento della morte. Il sé entra nello stato di Q, in cui si confonde con tutti i generi di forze potenziali, proprio come nelle terre le onde radio sono mescolate tra loro. Quando il ricevitore adatto è disponibile, il sé può riapparire come un'entità percettibile nel mondo fenomenico. Josei Toda, il secondo presidente della Soka Gakkai. Paragonò la relazione fra la vita e la morte a una partita di go disputata fra due giocatori esperti. Spesso i giocatori la sera devono interrompere il gioco fino alla mattina dopo. Quando ciò accade, tolgono dalla scacchiera le pedine bianche e nere e le ripongono nella scatola. Il mattino seguente le pedine vengono rimesse sulla scacchiera esattamente nella stessa posizione in cui si trovavano la sera precedente. Un giocatore esperto ha impressa in mente la posizione delle pedine così chiaramente che non c'è la minima possibilità di errore. Toda spiegò che la morte è paragonabile all'atto di riporre le pedine nella scatola prima dell'interruzione serale. Mentre la vita è la ripresa del gioco la mattina seguente. Durante la notte le pedine vengono ritirate dalla scacchiera, ma il gioco rimane vivo nelle menti dei giocatori. Questo è un altro modo per esprimere l'affermazione di Nikiren sull'apparire e l'accomiatarsi. Proprio come le pedine del gol scompaiono di notte e ricompaiono al mattino. Il semorente si disperde nell'universo per poi riapparire nuovamente in una forma che si accorda con la sua tendenza della vita precedente. In questo modo l'entità vitale perdura attraverso le fasi della dispersione e della concentrazione, quando una vita nello stato di inferno riappare nel mondo, la sua attività mantiene la stessa tendenza lo stesso vale per una vita nel mondo di avidità o di animalità o in qualsiasi altro mondo. Naturalmente, niente garantisce che una persona che si trova in uno dei mondi inferiori non rinasca come animale o come amebba o come qualche strano essere di un altro pianeta. Supponendo che il sé rinasca come essere umano, cerchiamo di vedere come accade. Dato che il fenomeno della nascita illustra il principio dell'apparire e dell'accomiatarsi di cui parla Nichiren nel brano citato, la vita umana viene concepita quando uno spermatozoo feconda un ovulo. Lo spermatozoo assomiglia a un girino, è costituito infatti da una testa e da una lunga coda che gli permette di nuotare. Quando lo spermatozoo raggiunge l'ovulo, perde la coda e penetra nel nucleo dell'ovulo quando l'ovulo e lo spermatozoo si uniscono nel momento della fecondazione producono uno zigote che è la più piccola forma di vita umana lo zigote inizia quindi il processo di divisione cellulare attraverso il quale diventa un embrione sia lo spermatozoo che l'ovulo sono cellule viventi, indipendenti e altamente specializzate. Anche lo zigote è una cellula singola, apparentemente uguale all'ovulo non fecondato. Ma lo zigote risultante dalla combinazione dello spermatozoo e dell'ovulo funziona in modo diverso dalle due cellule che l'hanno formato. Lo zigote è una vita umana che contiene tutte le informazioni di base necessarie alla determinazione delle caratteristiche dell'essere umano che diventerà. Avendo incorporato gli elementi potenziali dello spermatozoo e dell'ovulo, lo zigote comincia una nuova attività come essere senziente separato, fino a quando lo spermatozoo e l'ovulo non si uniscono. L'entità della vita umana si trova in uno stato potenziale o di morte, in attesa dell'occasione di manifestarsi. La fecondazione è il processo attraverso il quale l'entità vitale individuale passa dalla condizione insenziente dello stato di Q alla condizione essenziente di organismo vivente. Lo zigote possiede i tre corpi, il corpo di manifestazione, il corpo di retribuzione è il corpo della legge, e si può dire che esso è apparso, nel senso inteso da Nichiren, può essere considerato la concentrazione del cosmo in una mente. Come tutte le entità viventi, anche lo zigote è composto di materia universale e ha un indissolubile rapporto con il suo ambiente. I suoi atomi e le sue molecole gli vengono dall'ovulo e dallo spermatozoo, che sono parti fisiche dei genitori. Il concepimento ha luogo nel grembo della madre, a sua volta la madre è unita al suo ambiente da infiniti legami. Sin dall'inizio, quindi, lo zigote è collegato all'ambiente naturale e sociale in cui vive la madre. Possiamo considerare la fecondazione come la causa esterna della rinascita. La causa interna è il potenziale intrinseco del sé che si trovava nello stato di Q. La forza di questa causa interna, vale a dire la forza del potenziale di rinascita del sé, dipende dal mondo in cui dimora il sé. Se il sé dimora in uno dei mondi inferiori, la sua energia è relativamente debole, ma se dimora nel mondo di Buddhità, la sua energia è pari a quella dell'universo. Da ciò deriva l'enorme differenza fra il tempo interminabile trascorso nello stato di morte da una persona che si trova nel mondo di inferno e la durata quasi nulla della permanenza nello stato di morte di un Bodhisattva o di un Buddha. Il sé nel mondo di inferno ha un potenziale di rinascita debolissimo, mentre nel mondo di buddità entra in gioco l'infinito potere della compassione. In un'opera intitolata Sulla compassione, José Toda scrisse Per cominciare, l'intero universo è il vero corpo del Buddha e i fenomeni che avvengono nell'universo sono tutti opera della compassione. Virgola dato che l'universo stesso è compassione, ciò che facciamo ogni giorno è naturalmente l'opera della compassione. Ma in quanto esseri umani non dovremmo accontentarci di essere come gli altri animali o le piante. Dobbiamo invece cercare di compiere azioni di ordine superiore, così da servire meglio il Buddha. La compassione è un elemento essenziale della fede ed è la fonte fondamentale dell'energia. Fintanto che siamo vivi, essa ci unisce al cosmo e guida le nostre azioni. Quando siamo morti diventa l'energia che ci farà rinascere. L'energia della compassione interna al sé latente lo porta ad acquisire la forma di vita in cui la compassione potrà esprimersi meglio. Come sottintendeva Giusei Toda, l'essere umano è uno strumento di compassione più raffinato delle piante e degli animali. Molte persone mi chiedono se c'è qualcosa che una persona morta possa fare per influenzare la sua prossima vita. Temo che la risposta sia negativa. Il sé nello stato di morte è totalmente incapace di automotivarsi. Una persona morta deve aspettare che operi il potere della compassione accumulato nella sua vita. Tuttavia il buddismo ammette un modo, e uno soltanto, in cui la condizione di una persona che si trova nello stato di morte può essere migliorata, e cioè tramite la preghiera dei vivi. Anche se non possiamo comunicare con i morti o richiamarli in vita per mezzo della magia, Recitando Nammyo o Renge possiamo attingere la forza vitale del cosmo e trasmetterla alla vita dei defunti che ci sono cari. Abbiamo già menzionato questa possibilità quando abbiamo esaminato il principio dei dieci mondi. Una sutra buddhista recita, anche se un padre dopo la morte cade nel mondo di avidità, se suo figlio gli invia fortuna, il padre la riceverà. Il significato di questo brano è che l'energia che un figlio attinge dalla suprema compassione cosmica può essere inviata al padre morto, incrementando così quella già accumulata nel suo sé latente. Più energia una vita latente riceve in questo modo, più aumenteranno le sue possibilità di rinascere come essere umano, magari in uno stato di vita più elevato del precedente. Possiamo dire che le preghiere buddiste per i defunti offrono un mezzo di salvezza che il Buddha ha previsto anche per coloro che sono così sfortunati da entrare nella morte in uno degli stati di vita inferiori. L'energia in questione, comunque, può essere attinta soltanto dai vivi. Conclusioni ho discusso abbastanza dettagliatamente la visione buddista della vita eterna. Confrontandola con l'idea che la morte sia definitiva e con altre dottrine sull'immortalità. Mi rimane ora da prendere in esame l'importanza di questa teoria per i vivi. Infatti le nostre convinzioni sulla morte, a meno che non abbiano qualche peso sulla nostra condotta in questa vita, restano poco più che oziose speculazioni su una questione sulla quale, per sua stessa natura, non potrà mai essere fatta piena luce. Tra coloro che credono che la vita sia un'esperienza unica che si conclude con la morte, generalmente si trovano sia gli edonisti sia i pessimisti. In generale, gli edonisti pensano che dal momento che la morte è la fine di tutto, prima che essa arrivi dovremmo cercare di goderci la vita il più possibile. I pessimisti ritengono invece che i piaceri della vita siano troppo fugaci per essere soddisfacenti e che perciò in ultima analisi la morte sia preferibile alla vita. Queste due correnti di pensiero mi sembrano particolarmente diffuse nel mondo moderno. Una speciale forma del pessimismo moderno è l'opposizione al sistema o all'establishment al quale vengono imputate tutte le miserie della vita. Spesso questo tipo di pessimismo deriva da un senso di vuoto che si appiglia all'imperfezione del sistema sociale considerandolo la causa o il simbolo della mancanza di senso della vita. Mi sembra che questo sia il segno non tanto di uno spirito rivoluzionario quanto di una mancanza di radici spirituali. Naturalmente c'è anche chi, pur rifiutando l'idea di una vita dopo la morte, si sforza comunque di vivere degnamente e nobilmente. Alcuni dedicano la loro vita al bene dell'umanità, altri cercano di raggiungere una sorta di immortalità creando qualche opera che sopravviva alla loro morte. È questo il caso di molti filosofi che consacrano la propria vita alla ricerca della verità o di molti medici che si dedicano ad alleviare le sofferenze del mondo. A questo proposito, mi viene in mente un'affermazione di Hideo Kishimoto, un professore di religione che descrisse la sua battaglia contro un cancro terminale, in questo stato in cui si è totalmente dimentichi del mondo degli esseri umani e del tempo, nella profondità della propria mente si percepisce una sensazione intensa e particolare, che è probabilmente la percezione dell'eternità, il senso del trascendente e dell'assoluto. Quando questa luminosa sensazione pervade l'intera psiche, si può percepire l'eternità in ogni singolo istante. La realtà dell'eternità è ora, nel momento presente. In un contesto leggermente diverso, lo scrittore giapponese Shogiu Takayama, dell'epoca mei, credeva che avrebbe continuato a vivere nelle proprie opere e dedicò tutta la sua vita al loro completamento. Non si può fare a meno di ammirare coloro che, pur non credendo nella vita dopo la morte, vivono egualmente con rettitudine e coraggio. Tuttavia, come sottolineò José Toda, per la maggior parte degli esseri umani è difficile comportarsi in questo modo. Benché anche per chi non ha fede nell'eternità della vita sia possibile raggiungere delle mete spirituali, nella maggioranza dei casi è molto difficile che ciò avvenga. I comuni mortali sono inclini a scacciare dalla mente il pensiero della morte e a ricorrere a qualunque espediente per prevenirla. Le filosofie che permettono agli individui di condurre una vita piena e significativa pur non credendo in una vita dopo la morte sono apprezzabili, ma generalmente non possono fare nulla per chi è dominato dal terrore della morte. Le poche persone che sono in grado di vivere sulla base di una filosofia di questo genere dimorano nel mondo di apprendimento o di risveglio parziale e non possono offrire alcun aiuto agli altri. Ci sono anche coloro che, proprio a causa della loro convinzione che dopo la morte vi sia il nulla, ne sono stranamente attratti. La tendenza al suicidio sembra essere particolarmente forte tra gli scrittori e gli artisti. E non sono poche neanche le persone che hanno talmente paura della prospettiva di diventare vecchie e brutte da preferire l'idea di farla finita prima. In realtà, l'egoismo del suicidio sminuisce il valore della loro esistenza più di quanto non farebbero i danni causati dalla vecchiaia. Quanto alla diffusa credenza che immortalità significhi rinascere in qualche regno paradisiaco, mi sembra dubbio che questo tipo di fede possa arricchire la vita di una persona in questo mondo. È più facile che accada il contrario, perché la speranza di un paradiso futuro spesso ispira rassegnazione di fronte alle difficoltà della vita. Un esempio di questo tipo è la dottrina della terra pura, secondo la quale i credenti, dopo la morte, rinascono in un paradiso situato a Occidente. In Giappone questa dottrina di fatto ha prodotto non la speranza per il futuro ma la rassegnazione all'infelicità, considerata inevitabile in questo mondo impuro e colmo di sofferenza. I suoi seguaci hanno finito per sfuggire alla realtà, cercando l'utopia solo nella vita dopo la morte. Mi sembra significativo che in Giappone la percentuale di suicidi nei periodi in cui prosperavano le scuole della terra pura fosse estremamente alta. Per il buddismo è particolarmente criticabile l'idea che tutti gli esseri viventi attraversino eternamente un ciclo prefissato di trasmigrazioni, cioè, in altre parole, la credenza che un uomo rinasce sempre come uomo e un cane come cane, senza la minima possibilità di riuscire a modificare il proprio destino di base. La teoria buddista della causalità rifiuta questo tipo di pensiero. Per Nietzsche l'eternità era circolare, egli usò il termine vige per indicare l'eterno ritorno degli stessi eventi a intervalli di tempo giganteschi. Ma anche Nietzsche, secondo un modo di vedere per molti versi incoerente, sosteneva che si può tentare di perfezionarsi in questa vita. È un errore pensare alla trasmigrazione come a un circolo chiuso all'interno di un'unica condizione. Dobbiamo invece vederla come un ciclo aperto, tridimensionale, una spirale che può condurre tanto verso l'alto quanto verso il basso. Attraversando eternamente le fasi alterne della vita e della morte, la vita individuale si espande liberamente e dinamicamente mantenendo sempre l'illimitata capacità di migliorarsi. La vita e la morte in se stesse non sono altro che le due alterne fasi dell'esistenza che gli organismi viventi attraversano eternamente. Le cause che una persona crea nel presente si manifestano come effetti nel futuro. Applicando questa semplice legge alla nostra vita, Possiamo svolgere le nostre attività quotidiane con un atteggiamento costruttivo e fiducioso, e riconoscere il vero valore della nostra attuale vita in questo mondo. Il futuro non esiste separato dal presente, nelle sue condizioni sono prestabilite. Ciò che saremo nelle vite future dipende da quel che facciamo ora. Ogni pensiero e ogni azione contribuiscono alla creazione del nostro futuro, sia nella vita sia nella morte. La legge di causalità è valida per ogni essere vivente, poiché permea e forma l'illimitato ed eterno flusso della vita cosmica. Quali sono dunque le implicazioni pratiche di questa filosofia? Come può influenzare la nostra condotta e il nostro atteggiamento? Per prima cosa, essa ci dà il coraggio di affrontare sia la vita sia la morte, mettendoci in grado di vedere la morte non come qualcosa di sconosciuto e di terrificante, ma come una normale fase dell'esistenza che si alterna alla vita in un ciclo eterno. In secondo luogo, ci insegna a dar valore alla vita che stiamo vivendo e a viverla nel modo migliore. Se siamo intimamente convinti che le azioni del presente creano e determinano la nostra esistenza futura, ci sforzeremo di migliorarci e di sfruttare pienamente ogni istante che la vita ci offre. In terzo luogo, ci insegna che il solo modo per realizzare il potenziale umano è vivere con giustizia, gentilezza, benevolenza e compassione. Con la consapevolezza che ogni attività in cui ci impegniamo può essere fonte di crescita e di autoriforma. È confortante sapere che la fortuna che accumuliamo attraverso la nostra condotta in questa vita non viene distrutta dalla morte ma diventa parte integrante della nostra vita arricchendo il nostro sé eterno. In ultimo, questo modo di pensare ci consente di indirizzare i nostri desideri e i nostri impulsi così che contribuiscano a elevare la nostra condizione vitale. Apprendiamo a evitare le insidie dell'edonismo e del pessimismo, a trovare gioia e verità nella compassione piuttosto che nell'illusoria speranza di rinascere in un paradiso. Chi conosce solo le dottrine Theravada o quelle della Terra Pura potrebbe vedere il buddismo come una filosofia pessimista o nichilista il cui scopo è quello di predisporre l'individuo alla morte. In realtà, il buddismo Mahayana mira a insegnare a tutti gli esseri umani il modo per godere una vita di completa soddisfazione, lungi dall'essere nichilista. Il buddismo apprezza ed esalta la vita. La filosofia buddista della vita eterna non è infatti un espediente per persuadere le persone ad accettare la loro mortalità, ma una realistica visione della vita che si conquista lottando contro le sofferenze di nascita, invecchiamento, malattia e morte, e che ci permette di affrontare le dure realtà della vita con convinzione e speranza. Il buddismo ci invita a dedicare i nostri pensieri e le nostre azioni al benessere degli altri, perché la compassione è la sorgente primaria della vita cosmica. Abbracciando questa filosofia possiamo trasformare ogni difficoltà in un'occasione di crescita che aumenta la nostra forza e arricchisce di gioia la nostra vita. Le prove che affrontiamo diventano elementi per la costruzione del nostro carattere. Le avversità diventano il fertile suolo da cui sbocciano e fioriscono nuovi germogli. Ogni goccia di sudore versata nello sforzo di perfezionare se stessi e di migliorare la società diventa il seme di un'energia sempre maggiore. Il rimedio sicuro contro i mali che affliggono la civiltà moderna è quello di far conoscere la filosofia della vita insegnata dal buddismo così da creare una società veramente pacifica fondata sul potere di tutti e sull'eguaglianza e la giustizia radicate nel rispetto per la natura buddica innata in ogni individuo. È questa la chiave di volta del XXI secolo. Il mezzo grazie al quale potremo ottenere la vittoria finale dell'umanità. Bibliografia Bergson, Henry, Il cervello e il pensiero, Roma, Editori Riuniti, 1990. Carrell, Alexis, L'uomo, questo sconosciuto, Reggio Emilia, Città armoniosa, 1991. Darwin, Charles, L'origine delle specie. Roma, Newton Compton, 2000. Doi, Takeo, Seishin Shinbunseki, Tokyo, Kyorit Zuschuppan, 1956. Frankel, Victor, uno psicologo nei Lager, Milano, Ares, 1998. Goethe, Johann Wolfgang, von, Johann Wolfgang von Goethe Gedichte, Leipzig, Reckland, Atano, Seiki, Toki Tueen, Tokyo, Ivan Shoten, 1943. Eivod, Rosalind et al., Mans Concernvit de At, London, Odderen Stoogton, 1968. Imanishi, Manishi, Kini, Watakushi Noshin Karon, Tokyo, Shisakusha Publishing Co., 1970. Kant, Immanuel, Critica della ragion pratica, Milano, Bonpiani, 2004. Kishimoto, Ideo, Shio Mitzumeru Kokoro, Tokyo, Kodansa, 1973. Kobayashi, Masaru, Shinno in Inmichiyo Matsuda, Watakushi no Antologi 7, Tokyo, Kikuma Shobo, 1972. La Metrie, Julien D., L'Uomo Macchina, seguito da L'Uomo Pianta, Milano, Se, 1990. Machiguchi, Tsunesaburo, Yin Yinsei Rigaku, in Makiguki Tsunesaburo Zensu, Tokyo, Dae Zanbun Meisha, 1965. Murioji Kyo, Immyo Orenge Kyo, Tokyo, Soka Gakkai. 1961. Nakano, Yoshio, Ningen no Shinikata, Tokyo, Shinchosha, 1969. Natsume, Soseki, Ten Nights of Dreams, Trad. Daiiko Ito Igreme Vison, Tokyo, Tutle, 1974. Nikikan, sanyu iden Show, Infuishu Yoshu, Tokyo, Sankibo 1958 Nikiren Ikin Sanzen Rili in Nikiren Daishonin Gosho Zensu Tokyo Soka Gakkai 1952 Meno Ippokaimio in Nikiren Daishonin Gosho Zensu CIT. Meno Yunyodzei I Gosho Zensu Chit Meno Letter Tuni Ike Nikkei Gosho, in The Writings of Nikkiren Daishonin, Tokyo, Soka Gakkai, 1999, Trad. It. Lettera Nikkei, in Gli scritti di Nikkiren Daishonin, Firenze, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, 1992-2000, v. 4. Meno letter from Sado Sado Gosho. In the writings of Nikiren Daishonin, Trad. It. Lettera da sado, in gli scritti di nikirendaishonin, Daishonin, cheat. V. 4. Meno New Year's Gosho Mushimoki Gosho, in the writings of nikirendaishonin, Chit Trad. It. Gosho di Capodanno, in gli scritti di Nikiren Daishonin, cheat. V. 4. Meno te object of devotion for observing te mind established in the fifth five undredier period after tetus come on -in can in no onson show in the writings of nikirendai in, cheet, trad, it, il vero oggetto di culto, attualmente citato come l'oggetto di devozione per l'osservazione della mente, virgola, in gli scritti di Nikiren Daishonin, Cit, v. 1. meno onatta Buddha o odintis li fetime isso jobut zusho, in te writings of Nikiren Daishonin, Cit. trad. it. Il raggiungimento della buddhità in questa esistenza, attualmente citato come il conseguimento della buddhità in questa esistenza, virgola in gli scritti di Nichiren Daishonin, cit. V. 4. Meno on offerings for the ancestor su Rabon Gosho, in Tevritings of Nichiren Daishonin, cit. Trad. It. sull'Urabon, in gli scritti di Nichiren Daishonin, cit. V. 9. Meno on omens Zuizo Gosho, in Tevritings of nikiren Daishonin, CIT. Trad. It. Sui presagi, in gli scritti di Nikiren Daishonin, CIT. V. 6. Meno teopening of te es in the readings of Nikiren Daishonin, cheat. Trad. It. L'apertura degli occhi, in gli scritti di Nikiren Daishonin, CIT. V. 1. Meno The Record of te orali The Orally Transmitted Theakings, on Ongikuden, Trad. Di Burton Watson, Tokyo, Soka Gakkai, 2004, Trad. It. Raccolta degli insegnamenti orali, pubblicata su Buddismo e Società, Firenze e Roma, bimestrale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, a partire dall'N. 108, gennaio e febbraio 2005. Meno repli e priest soia soyani udo dono goeni, in Te writings of nikirendai Rendai Shonin, cheat. Trad. It. Risposta a udo, in gli scritti di nikirendai Rendai Shonin, V. 7. Meno sans e so zusokan monchioso ai rio. In Nikirendai Shonin Gosho Zensu, chit Meno Tai Unno Sakanduno Goeni, in Nikirendai Shonin Gosho Zensu, cit. Meno Te Treatment of Ilness Yi Biosho, In The Writings of Nikirendai Shonin, cheat. Trad. It. Curare la malattia, in gli scritti di Nikirendai Shonin, cheat. V. 5. Meno te true aspetto of all fenomena show yiso show, in the writings of Nikiren Daishonin, chit Trad. It. La vera entità della vita, attualmente citato come il vero aspetto di tutti i fenomeni virgola, in gli scritti di Nikiren Daishonin, cit. V. 4. Ninno Kyo, Sutra dei Re Benevoli. In Inikirendai shonin gosho zensu, chit. Noda, aruiko, seimei no kigen, Tokyo, Nippon Oso shuppan kyokai, 1966. Okabe, Kinihiro, Ninjen Vashindara Donaruka Tokyo, Kyorit shuppan, 1974. Okamura, iwiki, homo sapiens, Tokyo. Tamagawa University Press, 1972. Ota, Yoko, Shikabane Nomaki, Tokyo, Ushio Shupansa, 1972. Pascal, Blaise, Pensieri, Torino, Einaudi, 2004. Scientific American Magazine Editors, The Physics and Chemistry of Life, New York, Simon Schuster. 1956. Shinnei Kankyo, Imniki Rendai Shonin Gosho Zensu, CIT. Sol Z con Carona Nikin, Alexander, Padiglione Cancro, Roma, Newton, 1994. Il Sutra del Loto, tradotto da Burton Watson, Milano, Esperia 1998. Takeyama, Mikio. Ninjen Zuite, Tokyo, Shinchosha, 1966. Tanaka, Mikitaro, Insei Funi, Tokyo, Shinchosha, 1968. Toda, Josei, Giron, in Toda Josei Sensei Shidoshu, Tokyo, Seikyo Press, 1976. Toinbe, Arnold D. Lunga, Experiences, London, Oxford University Press, 1969. Trumbo, Dalton, e Johnny prese il fucile, Milano, Bompiani, 2003. Wittmann, Walt, Le Haves of Grass and Selected Poems, New York, Random House, 1950. Yukawa e Ishikon con accento acuto kava kikuya eumeara takeshi, Ninjen no Tokyo, Kadokawa Shoten, 1971. Glossario Animalità, Il terzo dei dieci mondi. In questo stato si è dominati dall'istinto e dal desiderio e si pensa solo alla propria salvezza e al proprio vantaggio. Viene a mancare la saggezza dell'autocontrollo. Apprendimento. È il settimo dei dieci mondi e uno dei due veicoli. È lo stato in cui si percepisce l'impermanenza di tutti i fenomeni e ci si sforza di liberarsi dalle sofferenze dei sei sentieri ricercando una verità stabile attraverso gli scritti e gli insegnamenti di altri. Tradizionalmente era considerata la condizione dello Shravaka. Che è un discepolo che ha acquisito la comprensione ascoltando gli insegnamenti del Buddha. Asura, demoni della mitologia indiana che rappresentano il mondo di collera. Vedi anche collera. Avidità, il secondo dei dieci mondi. È caratterizzato da uno stato di insaziabilità in cui l'individuo è dominato da un desiderio egoistico di benessere. Di fama e di piaceri. Bodhisattva, il nono dei dieci mondi. La caratteristica di questo stato è la compassione, yi. Indica anche le persone che dimorano nel nono mondo e dedicano la loro vita alla ricerca dell'illuminazione per sé e per gli altri. Bodhisattva della Terra, Bodhisattva che appaiono nel quindicesimo capitolo del Sutra dell'otto Emergere dalla terra, la cui missione specifica è quella di diffondere la legge mistica, Nammyo o Renge nell'ultimo giorno della legge, che corrisponde all'epoca attuale. Le quattro guide dei Bodhisattva della terra sono pratiche superiori, pratiche illimitate, pratiche pure e pratiche salde, che rappresentano rispettivamente le virtù del sé, dell'eternità. Della purezza e della felicità. Bodhisattva transitori, così definiti in antitesi ai Bodhisattva della terra, sono quei Bodhisattva che beneficano gli esseri viventi attraverso specifiche attività o caratteristiche, come il sapere, le arti o la medicina. Tra quelli citati nel Sutra del Loto i principali sono il Bodhisattva Virtù Universale. Il Bodhisattva re della medicina, il Bodhisattva percettore dei suoni del mondo e il Bodhisattva suono meraviglioso. Buddha, l'illuminato o il risvegliato. Si riferisce in particolare al Buddha storico, Shakyamuni, e più in generale a qualunque essere umano che abbia conseguito l'illuminazione. Buddhismo, l'insegnamento del Buddha storico. Gautama Siddhartha Shakyamuni, che è stato poi trasmesso dai suoi discepoli. Buddhità, il decimo e il più elevato dei dieci mondi. In questo mondo si possiede la suprema saggezza e un'illimitata compassione, e si è in perfetta armonia con l'universo. Nella vita quotidiana, la buddhità si manifesta nel comportamento del Bodhisattva. Il termine Buddhità indica anche la natura buddhica innata in ogni essere vivente. Cielo, il sesto dei dieci mondi. In questo mondo si provano soddisfazione e gioia, come nei casi in cui viene rimossa la causa di un dolore, viene appagato un desiderio o si è raggiunto uno scopo. 52 stadi della pratica del Bodhisattva. Gli stadi che il Bodhisattva deve attraversare per conseguire l'illuminazione. Sono, i dieci stadi della fede, i dieci stadi della sicurezza, i dieci stadi della pratica, i dieci stadi della devozione, i dieci stadi dello sviluppo, lo stadio di quasi perfetta illuminazione e l'illuminazione. Cinque aggregati, go on, forma, shiki, percezione, io, concezione, so, volizione, gyo, e coscienza, scicchi. Sono le funzioni fisiche e psichiche che costituiscono gli esseri viventi. Il quinto aggregato, la coscienza, integra tutti gli altri. La forma corrisponde all'aspetto fisico della vita, gli altri quattro aggregati all'aspetto spirituale. Vedi anche tre regni dell'esistenza. Collera, il quarto dei dieci mondi. Chi si trova in questo stato sviluppa la coscienza dell'io ed è spinto dal desiderio di dominare gli altri. Compassione, l'essenza fondamentale della Buddhità, ovvero il potere di alleviare le sofferenze e di donare felicità. Demone del sesto cielo, il più potente di tutti i demoni. Dimora nel più alto dei sei cieli del mondo del desiderio e USA i suoi poteri per indebolire l'energia vitale degli esseri umani. Dieci epiteti, dieci titoli onorifici del Buddha. Essi sono: 1. Tathagata, 2. Degno di ricevere offerte, 3. Perfettamente illuminato, 4. Di chiara e perfetta condotta, 5. Ben andato, 6. Conoscitore del mondo, 7. Il più eminente fra gli uomini, 8. Istruttore della gente, 9. Maestro degli esseri umani e celesti, 10. Onorato dal mondo. I Dieci Fattori, Yunyoze Yi, un goscio scritto da Nikiren nel 1258. Insegna che nell'ultimo giorno della legge si può conseguire l'illuminazione solamente recitando nammyo o Renge Kyo. Dieci fattori, iognose, descrivono il funzionamento della vita, comune a ogni esistenza individuale in ciascuno dei dieci mondi. Sono l'apparenza, nyoze so, la natura, nyoze sho l'entità, nyoze tai, il potere, Gnoze riki, l'azione, o influenza, gnoze sa, la causa, interna, gnoze in, la relazione, o causa esterna, gnoze en, l'effetto, latente, gnoze ka, la retribuzione, o effetto manifesto, gnoze o, e la coerenza dall'inizio alla fine, gnoze o Kyoto. Dieci mondi, i le dieci condizioni vitali in cui può trovarsi la vita e che si manifestano negli aspetti fisici e spirituali di tutte le attività umane. Dal più basso al più elevato sono: inferno, avidità, animalità, collera, umanità, cielo, apprendimento, risveglio parziale, bodhisattva e buddhita. Due veicoli. Due tipi di insegnamento rivolti a coloro che si trovano nei mondi di apprendimento e di risveglio parziale. L'espressione è usata anche per indicare i due mondi in questione e le persone che vi si trovano. Vedi anche Apprendimento e risveglio parziale. Durata della vita del Tathagata Ayurio, titolo del sedicesimo capitolo del Sutra dell'Oto, che racchiude l'essenza dell'intero Sutra. In questo capitolo Shakyamuni rivela di avere conseguito l'illuminazione in un remoto passato e di avere da allora continuato a dimorare nel mondo fenomenico. Questo indica che il Buddha è un comune mortale che continua a possedere i nove mondi anche dopo l'illuminazione. Espedienti Oben. Titolo del secondo capitolo del Sutra del Loto che è la chiave dell'insegnamento teorico. In questo capitolo Shakyamuni rivela che i dieci fattori sono comuni a tutti gli stati di vita, dall'inferno alla Buddhità. Quindi la Buddhità non è separata dai nove mondi inferiori e i Buddha compaiono nel mondo unicamente per orientare gli uomini a indirizzarsi verso la Buddhità. Gosho termine onorifico che indica gli scritti di Nikiren, sia presi individualmente sia nel loro complesso. Il Gosho include lettere di incoraggiamento ai discepoli, trattati teorici e insegnamenti trasmessi oralmente e compilati dai discepoli. La raccolta completa del Gosho è intitolata Nikiren Daishonin Gosho Zensu, grande concentrazione e visione profonda. Maka Shikan, una delle opere maggiori di Tiantai. Fu compilata dal suo discepolo Shanghai e rivela il principio dei tremila regni in un singolo istante di vita. Vedi anche tremila regni in un singolo istante di vita. Inferno, il primo dei dieci mondi. Questo stato è caratterizzato dalla sofferenza. Dalla disperazione e dall'impulso a distruggere se stessi e gli altri. Calpa, spesso tradotto con eone, un periodo di tempo estremamente lungo. Secondo i sutra e gli altri trattati esistono due categorie di calpa: quelli di durata misurabile e quelli di durata non misurabile. I calpa misurabili sono di tre tipi, calpa minori, Calpa medi e calpa maggiori. Un calpa minore dura tra gli 8 e i 16 milioni di anni. Q. Lo stato di latenza o di non sostanzialità. Tradotto spesso come non essere, vuoto o vacuità, indica in realtà l'aspetto spirituale della vita cosmica nella sua interezza, e non può essere definito né come esistenza né come non esistenza. Legge mistica, Mio, la legge di Nam Mio renge kyo che secondo Nikiren è la legge fondamentale della vita e dell'universo. Lettera da Sado, Sado-gosho, un gosho che prende il nome dall'isola di Sado, dove Nikiren si trovava in esilio quando la scrisse, nel 1272. Ayana, letteralmente grande veicolo. Una delle più importanti correnti del buddismo. Gli insegnamenti Mayana non si concentrano solo sulla salvezza individuale ma sottolineano l'importanza di condurre tutti gli esseri umani all'illuminazione. Il buddismo Mayana è diffuso nell'Asia centrale, in Cina, in Giappone e in Corea. Vedi anche Theravada, Makiguchi, Tsunisaburo. 1871-1944, pedagogista e filosofo giapponese. Si convertì alle dottrine di Nikiren nel 1928. Nel 1930 fondò la Soka Kyōiku Gakkai, antesignana della Soka Gakkai, e ne divenne il primo presidente. Durante la seconda guerra mondiale, nel 1943, fu incarcerato dal governo militarista giapponese a causa della sua fede, insieme al suo discepolo Josei Toda. Morì in carcere nel 1944. Maud Gagliaiana, uno dei dieci principali discepoli di Shakyamuni. Si dice che fosse particolarmente versato nelle pratiche occulte. Miaolo, 711-782, Nono patriarca della scuola buddista cinese Tiantai. È venerato come riformatore della scuola e come autore di importanti commentari alle opere di Tiantai, il fondatore della scuola. Vedi anche scuola Tiantai. Monte Sumeru, nella tradizione indiana, la più alta di tutte le montagne. Secondo l'antica cosmologia indiana il mondo era diviso in quattro continenti e il monte Sumeru stava al centro del mondo. Mutuo possesso dei dieci mondi, il Kai-Goku, il principio secondo il quale ognuno dei dieci mondi ha in sé la potenzialità di manifestare sia se stesso sia ciascuno degli altri nove mondi. Le conseguenze più importanti di questo principio sono che è possibile in qualunque momento cambiare la condizione fondamentale della propria vita e che ogni individuo ha in sé la possibilità di conseguire la Buddhità. Mio Renge Kyo, titolo della traduzione cinese del Sutra del Loto fatta da Kumara Yiva. È l'essenza della vita, il vero aspetto di tutti i fenomeni. Cioè la legge di Nammyo Orenge Kyo. Nagarjuna, studioso mayana dell'India settentrionale vissuto tra il 150 e il 250 d.C. è considerato il quattordicesimo dei 24 successori di Shakyamuni. Nato in una famiglia bramana, studiò dapprima il buddismo Theravada ma in seguito si convertì al mayana. E da allora in poi viaggiò attraverso l'India per esaminare approfonditamente tutti i sutra. Scrisse commentari su un grande numero di sutra mahayana e organizzò i fondamenti teoretici del pensiero mahayana, dando così un inestimabile contributo al suo sviluppo. È particolarmente famoso per la sua messa a punto della teoria del vuoto o non sostanzialità, Q. Poiché la sua dottrina è essenziale al buddismo mayana, viene considerato il fondatore di tutte le scuole mayana. Nammyo Renge Kyo letteralmente lode al sutra del loto della legge meravigliosa, la legge mistica. Nichiren la definì il principio fondamentale dell'universo e insegnò che recitando nam o renge kyo si può far emergere la buddhità dalla propria vita e conseguire l'illuminazione. Nichikan, 1665-1726, il ventiseiesimo patriarca della Nichiren Shoshu, una delle scuole buddiste giapponesi che si rifanno alle dottrine di Nichiren. Restabilì i corretti insegnamenti di Nichiren all'interno della sua scuola. Nichiren, 1222-1282, il Buddha dell'ultimo giorno della legge. Figlio di un pescatore, alla nascita fu chiamato Zennikimarò. Cominciò a studiare il buddismo nel 1233 e prese i voti a 16 anni. Dopo aver raggiunto l'illuminazione e avere studiato approfonditamente tutte le scritture buddiste, nel 1253 fondò il suo insegnamento rivelando l'invocazione di Nammyo o renge kyo Fu allora che assunse il nome Nikiren letteralmente Sole Loto. In seguito escrisse un mandala, il Gohonson, come oggetto di devozione davanti al quale recitare l'invocazione di Nammyo renge Kyo. Nirvana, nel buddismo Theravada il Nirvana indica il raggiungimento dell'illuminazione attraverso l'estinzione dei desideri terreni e la liberazione dal ciclo di nascita e morte. Nel buddismo di Nikiren il termine Nirvana significa invece una condizione illuminata, basata sulla fede nella legge mistica, che si sperimenta nella quotidianità del mondo reale. Non dualità di corpo e mente, Shikishin Funi, tradotto anche come non dualità di materia e spirito, è il principio che afferma che il corpo, Shikio, l'aspetto materiale della vita, e la mente, scimpo, l'aspetto spirituale della vita, pur essendo apparentemente distinti, sono in realtà i due aspetti integranti e connessi di una stessa entità. Non dualità della vita e del suo ambiente, e sciofoni, è il principio che afferma che la vita, sho, l'esistenza soggettiva, e il suo ambiente, eo, l'ambiente oggettivo sono due aspetti essenziali di un'unica entità. L'oggetto di devozione per l'osservazione della mente, kan Yin no Onsonsho, una delle dieci maggiori opere di Nichiren, scritta nel 1273. Tratta dell'oggetto di devozione che Nichiren ha stabilito per la pratica del buddismo nell'ultimo giorno della legge. Pratiche superiori la principale delle quattro guide dei Bodhisattva della Terra, le altre sono pratiche illimitate, pratiche pure e pratiche salde. Rappresenta il Sé. Nel quindicesimo capitolo del Sutra dellotto, durata della vita del Tathagata, pratiche superiori fa il voto di diffondere il Sutra Loto, Mio Orenge Kyo, nell'ultimo giorno della legge. Nel ventunesimo capitolo. Poteri sovrannaturali del Tathagata, Shakyamuni trasferisce a pratiche superiori tutti i suoi insegnamenti. Vedi anche Bodhisattva della Terra. Prati'a Buddha, vedi risveglio parziale. Quattro cattivi sentieri, i più bassi dei dieci mondi. Sono l'inferno, l'avidità, l'animalità e la collera. L'essere umano si ritrova imprigionato in questi stati inferiori della vita, caratterizzati dalla sofferenza e dal conflitto, a causa del suo cattivo karma. Quattro nobili sentieri, detti anche quattro mondi nobili, i più elevati dei dieci mondi. Sono il mondo di studio, il mondo di risveglio parziale, il mondo di bodhisattva e il mondo di Buddhità raccolta degli insegnamenti orali, onjikuden, la trascrizione delle lezioni sul Sutra del Loto tenute da Nikiren nell'ultimo periodo della sua vita. Fu compilata da Nikko, il suo immediato successore, e approvata dallo stesso Nikiren. Risveglio parziale, l'ottavo dei dieci mondi e uno dei due veicoli. In questo stato si impara il modo di migliorare se stessi, cercando consapevolmente di comprendere la verità della vita attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni. Tradizionalmente era considerata la condizione dei prati buddha, cioè di coloro che avevano conseguito una forma parziale di illuminazione, risvegliandosi alla dode kupp la catena di causalità rivoluzione umana. La riforma interiore dell'individuo che conduce alla piena realizzazione di se stessi e al miglioramento del proprio karma. Dato che si riflette anche all'esterno, la rivoluzione umana porta al cambiamento del proprio ambiente, della società e alla fine dell'intera umanità. Scuola Tien Tai. Scuola buddista basata sul Sutra del Loto fondata in Cina all'inizio del IX secolo dal gran maestro Tien Tai Chi I, sei sentieri, chiamati anche i sei mondi inferiori, sono i mondi di inferno, di avidità, di animalità, di collera, di umanità e di cielo. Questi mondi sono condizioni dell'esistenza dominate dall'illusione e costituiscono il regno del demone del sesto cielo, cioè della natura fondamentale oscurata dell'uomo. Shakyamuni, il Buddha storico. Visse in India tra il V e il V secolo avanti Cristo Principe del clan Shakya, rinunciò al trono a 19 anni, o a 29 deciso a risolvere il problema delle quattro sofferenze della vita nascita, vecchiaia, malattia e morte. Dopo una profonda meditazione, a trent'anni o a trentacinque, conseguì l'illuminazione e nei successivi cinquant'anni della sua vita si dedicò a trasmetterla a tutti gli esseri umani. I suoi insegnamenti sono così numerosi che sono stati definiti gli 80.000 o gli 84.000 insegnamenti. Shravaka, vedi apprendimento. Il significato profondo del Sutra del Loto. Ocche Genji, commentario di Tientai che spiega la profondità del titolo del Sutra del Loto. Mio orenge kyo. Il supremo insegnamento affermato da tutti i Buddha nelle tre esistenze, Sanse Shobut Zuso Kyoso Airyu, una delle opere maggiori di Nichiren, scritta nel 1279. Rivela la filosofia della vita di Nichiren spiegando che gli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto erano provvisori e che il Sutra del Loto è la dottrina suprema fra tutte quelle predicate dal Buddha Shakyamuni, Sutra degli infiniti significati, Muryoji Kyo, è considerato come l'introduzione del Sutra del Loto. In esso Shakyamuni spiega che tutti i principi e i significati Muryoji, Derivano da un'unica legge, e lascia intendere che questa legge verrà rivelata nel Sutra del Loto. Sutra dei Re Nevoli. Ninno Kyo, un Sutra maayana precedente al Sutra del Loto. I Rebbi Nevoli sono i sovrani che proteggono il proprio paese e i propri sudditi. Sutra del Loto. Mio Renge Kyo, secondo Nagariuna. Tientai e Nikiren. È l'insegnamento fondamentale e più elevato di Shakyamuni. Predicato negli ultimi otto anni della sua vita, è solitamente diviso in ventotto capitoli. Sutra del Nirvana, Neandio. In questo sutra, predicato subito prima della sua morte, Shakyamuni riconfermò i principi più importanti del Sutra dell'Oto. Sutra dell'Osservazione della Mente, Shinneikan un sutra in otto fascicoli e tredici capitoli, tradotto da Praina e altri tra il 785 e l'810. Tien Chi I, 538-597, monaco cinese, noto anche come Gran Maestro Tien o semplicemente Tien Fondò la scuola Tien ai cui insegnamenti si rifà Nikiren. Le sue tre opere principali, di commento al Sutra del Loto, sono, il significato profondo del Sutra del Loto, Okke Genji, parole e frasi del Sutra del Loto, Okke mongo, e grande concentrazione e visione profonda, Makashikan. In quest'ultima opera Tientai spiega il principio di Ikkinen Sanzen, Vedi. Taishaku. Una delle principali divinità protettrici del Buddismo. In origine, era il dio del tuono. Tathagata, uno dei dieci venerabili nomi del Buddha. Il termine indica che ogni parola e ogni azione del Buddha sono in accordo con la vita cosmica. Terra del Buddha, un mondo dove dimora il Buddha. Indica anche il luogo in cui si è assolutamente felici. Per Nikiren, la terra del Buddha non è un paradiso lontano ma è il nostro stesso mondo fenomenico. Terra pura, tradizionalmente, una terra incontaminata, lontana e separata dal mondo materiale, dove dimora il Buddha. Per Nikiren la terra pura è il mondo reale in cui vivono gli esseri umani. Il tesoro dell'analisi del Dharma, Kusharon trattato scritto da Vasubandhu. Theravada, letteralmente dottrina degli anziani, è una delle due maggiori correnti del buddismo. È detta anche in Ayana piccolo veicolo, nome attribuito agli spregiativamente dai sostenitori del Mahayana, grande veicolo. Una corrente più recente del buddismo che ha probabilmente avuto origine attorno all'inizio del secolo dopo Cristo, il buddismo Theravada, si concentra sul raggiungimento della liberazione personale tramite l'estinzione dei desideri e la cessazione del ciclo di nascita e morte, e ha sempre avuto un orientamento prevalentemente monastico. I buddhisti mahyana criticarono gli aderenti al Theravada per quella che essi percepivano come una tendenza agli studi dottrinali fine a se stessi e all'elitarismo monastico, mentre loro propugnavano invece l'importanza di una pratica adatta ai laici e degli sforzi per la salvezza di tutti. Il buddismo Theravada è tuttora vivo nello Sri Lanka, in Birmania, in Thailandia in Cambogia e nel Laos. Vedi anche Maiana. Toda Josei, 1900-1958, discepolo di Tsunesaburo Makiguki. Nel 1928 si convertì alle dottrine di Nichiren insieme a Makiguki, col quale poi fondò la Soka-Kyoku Durante la seconda guerra mondiale fu incarcerato dal governo militarista giapponese a causa della sua fede, insieme al suo maestro che morì nel corso della prigionia. Uscito di prigione nel 1945, ricostruì l'organizzazione, che venne ribattezzata Soka Gakkai, e nel 1951 ne divenne il secondo presidente. Trattato sulla grande perfezione della saggezza, da Echidoron, commentario in cento volumi sul sutra della grande perfezione della saggezza, Ma Pranaparamita, attribuito a Nagarjuna e tradotto in cinese da Kumarajiva, 344-413. Tre cattivi sentieri sono i tre mondi più bassi, cioè il mondo di inferno quello di avidità e quello di animalità vedi anche quattro cattivi sentieri tre corpi sangyin i tre corpi posseduti da un buddha sono il corpo di manifestazione oilin cioè l'aspetto fisico della vita del buddha che corrisponde al corpo fisico con cui un Buddha fa la sua apparizione in questo mondo e alle sue azioni compassionevoli per la salvezza degli esseri umani. Il corpo di retribuzione o Shin, cioè l'aspetto spirituale della vita del Buddha che corrisponde alla saggezza attraverso la quale il Buddha percepisce la verità e il corpo della legge o Sin cioè l'essenza della vita di un Buddha, che è la forza fondamentale che dà impulso alla vita e corrisponde al nucleo della vita, o il sé. Se. In senso più ampio, si può dire che tutta la vita è formata dai tre corpi, tre principi di individuazione. Vedi tre regni dell'esistenza. Tre regni dell'esistenza. Sanseken sono il regno dei cinque aggregati. Goon seken, il regno degli esseri viventi. Shujo seken, e il regno dall'ambiente, Kokudo seken. Il concetto dei tre regni dell'esistenza analizza la vita da tre differenti prospettive e descrive l'esistenza degli individui nel mondo reale. I tre regni non vanno considerati separati ma vanno invece visti come aspetti di una totalità integrata che manifesta simultaneamente uno dei dieci mondi. Sono anche chiamati i tre principi di individuazione in quanto tutti e tre sono necessari e sufficienti a definire l'individualità di ogni singolo essere vivente. Tre verità, Santai. I tre aspetti sempre esistenti e interrelati della vita, che corrispondono ai tre corpi del Buddha, sono la verità dell'esistenza temporanea, Ketai, cioè l'aspetto fisico della vita, la verità della non sostanzialità, Kutai, cioè l'aspetto spirituale della vita, e la verità della via di mezzo, Shutai, cioè l'essenza della vita. Essendo i tre aspetti di un'unica verità, le tre verità non sono in alcun modo separate o separabili, ma si compenetrano reciprocamente. Questo principio è chiamato unificazione delle tre verità, in uno santai, 3000 regni in un singolo istante di vita, ikinen sanzen. È il principio che afferma che tutti i fenomeni sono contenuti in ogni istante della vita di ogni individuo. Fu esposto da Tiantai sulla base del Sutra del Loto nel suo trattato Grande concentrazione e visione profonda. La teoria di Tiantai spiega la relazione reciprocamente inclusiva tra la verità fondamentale e il mondo fenomenico. Ikinen letteralmente un istante di pensiero, indica la realtà fondamentale, mentre Sanzen, letteralmente 3000, rappresenta gli aspetti mutevoli che essa mostra manifestandosi nel mondo fenomenico. Il numero 3000 si raggiunge moltiplicando i dieci mondi per se stessi, in virtù del principio del loro mutuo possesso. I cento mondi così ottenuti per i dieci fattori, e infine i mille fattori per i tre regni dell'esistenza, arrivando quindi a un totale di 3.000 regni. Il triplice insegnamento segreto, San iden show, una delle opere più importanti di Nikki Khan, vedi: Umanità, NIN, il quinto dei dieci mondi. In questo mondo l'essere umano attraverso la ragione, può controllare il desiderio, formulare giudizi oggettivi e vivere in armonia con il suo ambiente. Unificazione delle tre verità, in Yuno Santai, vedi tre verità. Vasubandhu, studioso buddista che visse in India nel V secolo. Inizialmente aderì alle dottrine Theravada e fu molto critico nei confronti del Mahayana. In seguito fu convertito al Maayana dal fratello maggiore Asanga e scrisse poi numerosi trattati sugli insegnamenti Maayana, tra i quali uno dei più importanti è il tesoro dell'analisi del Dharma, Kusharon. Il vero aspetto di tutti i fenomeni. Sho so Sho, una lettera scritta da Nikirena al suo discepolo Sairenboni Kijun nel 1273. Via di mezzo, Shuddo, una delle tre verità, vedi. Indica anche la realtà ultima che sta alla base di tutti i fenomeni, cioè la legge di nammyo renge kyo Yoiana, unità di misura lineare dell'India antica, corrispondente alla distanza che l'esercito reale poteva coprire in un giorno di marcia. Si ritiene che equivalesse a circa 30 km.